Signori, buonasera! Questa serata ci aspettano tante belle cose, tante analisi di Pokémon. Siamo alle porte di un'internazionale che l'Italia deve difendere perché è l'ultima campionessa. Grazie a Marco Silva, tanti ospiti, tanti dati, tanti team con tanto di rental codes per chi vorrà giocarli in attesa di giovedì sera. Questa è una settimana importante, è la settimana del primo grande torneo a Paldea, del primo grande torneo di nona generazione, del primo grande torneo con Terra Crystal e Pokémon Scarlatto e Violetto. I Paradox sono liberi, io ho giocato tantissimo durante queste settimane, alcune volte l'ho fatto anche davanti a voi in Battle Spot e non mancherò di farlo stasera, quindi preparatevi, magari accompagnate la serata con una cochina o una birretta a seconda delle vostre preferenze, un quadernino accanto se volete prendere due appunti per giocare e testare quanto vedrete a schermo, in compagnia peraltro di Flavio Del Pidio e Francesco Pardini, così da avere anche un'opinione autorevole su diversi temi trattati. Mi sembra importante sostenere le nostre tesi con chi tocca con mano. Amici, oggi più che mai vi ricordo che un'iscrizione vi permetterà di guardarvi le oltre 30 ore di intrattenimento che vi forniremo nelle tre notti di giovedì, venerdì e sabato senza pubblicità. Quindi una sub prime, una tier 1 o una sub in regalo rifocilla le palle mie. A tra poco! Ma vedo un livello 2 dell'Hype Train! Let's go!
Avevo già fatto sentire qualcosina in anteprima, ma siccome stasera vedrete qualche piccolo sneak peek delle grafiche dell'internazionale, perché non mettere questa come ultima traccia del nostro countdown? Non voleva? Non voleva essere riprodotta questa canzone, che è crashato? Va bene, non preoccuparti, lo farò lo stesso di riprodurti. Dove eravamo rimasti? E ora sigla! Ma buonasera a tutti amici videospettatori, buonasera e benvenuti in un nuovo Poggantibus live streaming. Oh, abbiamo anche un po' di musica sottofondo nel chilling e vi cominciamo a far vedere un po' di cose. Vi cominciamo a far vedere un po' di cose perché quello che vedete qui dietro di me è lo sfondo animato che ci accompagnerà nel corso di questa stagione, insieme al logo che potete vedere qua sotto in basso. Quindi il logo in realtà è animato, ci sono tante cose che non vedrete questa sera, ma altrimenti toglierei tutte le sorprese all'internazionale di giovedì sera. Ma lo sfondo animato ce l'avete già. E poi avrete anche le transizioni, il logo animato, le cornici, perché questa non è la cornice che utilizzeremo, però se no vi spoilerò tutto e Chiara mi ha detto esplicitamente di non farlo, quindi giusto, che di non spoilerare tutto quanto. E quindi io accetto questo volere, il godo massimo. Non c'era Signalis stasera, no ragazzi, non c'è sempre Signalis, c'era oggi pomeriggio. Stasera c'è il competitivo di Pokémon, più precisamente un lungo e particolarmente corposo pre-show. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera e benvenuti. Oggi
mi occuperò di essere la vostra guida all'interno di questo internazionale che aprirà le danze al competitivo di Terra Crystal, di Paldea, di Pokémon Scarlatto e Violetto. Quindi grazie a tutti per le sub che arriveranno stasera, siamo a 138 in questo momento sub dal sub goal e io vi leggerò tutti quanti a tempo debito. E Wild Hearts con Sabaku, no, non c'era neanche quello ragazzi, no, stasera vi assicuro che c'era questo. Vi assicuro che c'era il competitivo. E tra l'altro guardate un po' che cosa si è escogitato per le cose che faremo stasera e durante l'internazionale. Un iPad nel quale abbiamo direttamente dall'applicazione Pokémon Home tutte quante le statistiche sui Pokémon più utilizzati del formato. Ora qui siamo in singolo ma andiamo subito in doppio e quindi ci aiuterà questa applicazione a comprendere un po' come sia strutturato il meta, quali siano i suoi protagonisti essenziali. Faremo tante cose. La prima cosa oggi sarà proprio guardare questa classifica, ma poi ce ne saranno altre e vi faccio vedere subito che cosa faremo poi. Poi ce ne andremo a Godapolis, che è centro città, per farci un giro così tra i migliori team degli ultimi 20 giorni. Li ho selezionati io, li guarderemo insieme, li commenteremo insieme e lo faremo anche insieme ai nostri ospiti che si collegheranno più tardi. Il primo sarà proprio Flavio Delpidio, ore 22:30. Poi seguirà Francesco Pardini più tardi. C'è anche la possibilità di un battle spot notturno a seconda dell'ora che si fa e del gaso che ci scorre nel pisellino. Quindi avremo entrambe queste cose perché le ritengo molto importanti. Prima però un po' di dati per darvi anche una contestualizzazione, mi centro perché sono decentrato, per darvi una contestualizzazione di che cosa sia l'internazionale di Melbourne e di che cosa ci si debba aspettare, d'accordo? Quindi cominciamo. Sicuramente vi dovreste collegare all'internazionale di Melbourne perché noi difendiamo questo titolo. L'ultimo internazionale di Melbourne, per chi non lo sapesse, si è giocato nel 2020 per via del fatto che con il Covid, lo sapete, si sono saltate diverse tappe di questo internazionale. E nel 2020 lo ha vinto Marco Silva, conosciuto anche come Marco Fiero, peraltro uno dei partecipanti dell'Elite Eight, quindi insomma lo avete conosciuto anche all'Elite Eight, un giocatore super giovane e pur già con tanti titoli all'appello e tante soddisfazioni. L'internazionale dell'Oceania conterà circa, credo, dopo l'ultimo upgrade che è stato fatto da ESL australiana, dovrebbe contare circa tra i 250 e i 280 partecipanti. All'inizio erano previsti solamente 200 partecipanti, ma c'è stata una grossa lamentela al riguardo e quindi poi sono stati estesi. Ciò detto, è un internazionale che porta 500 punti nella sacca del primo classificato, 400 punti nella sacca del secondo classificato e 300 punti, se non sbaglio, sia per il terzo che per il quarto, una roba del genere. Poi controlliamo magari l'assegnazione dei championship point in concreto. Comunque sicuro le prime due posizioni, che sono quelle importantissime, in realtà le prime tre sono 5, 4 e 300, e quindi sono punti che sconvolgono quasi per sempre la classifica dell'anno, va bene? Diciamo che con un internazionale nella sacca hai un piede dentro il mondiale e non solo, perché poi ti basta vincere competizioni di minor rilievo con meno partecipanti per portarti a casa dei punti che ti mantengono nella famosa top 16, e quest'anno più che mai la top 16 è importantissima, perché si vince un viaggio, top 16 europea ti fa vincere un viaggio pagato in Giappone, e insomma se tu non lo dovessi vincere
immagino che non tutti i giocatori possano permettersi di andare dall'altra parte del mondo per giocarsi un mondiale e dire vabbè, o se mi va male mi faccio una vacanza. È comunque un viaggio dispendioso, ok? Quindi lo stipend stavolta è particolarmente importante. Faccio un passo indietro perché magari ci sono delle persone che si collegano per la prima volta in uno streaming del genere, incuriosite dal mondo competitivo di Pokémon. Come funziona la stagione competitiva? Ora non so, magari in chat fatevi sentire, è sempre bello vedere nuove facce, nuove persone curiosone, magari anche portate dalla veteran run inversa giocata su Pokémon bianco e Pokémon nero. Fatevi sentire se siete nuovi, nuovissimi. Vi dico che il circuito funziona un po' come la Serie A per la Champions League. Cioè, in Serie A tu fai tot punti per arrivare a un certo punto in delle posizioni in classifica, se sei una squadra di calcio, che ti garantiscono l'accesso in Serie A. Beh, il discorso è lo stesso qui. Per tutto l'anno tu vai a giocarti vari tornei, dal più grande al più piccolo, per cercare di accumulare punti che ti fanno posizionare, si spera, nelle prime 16 posizioni del tuo continente, a noi interessano quelle europee, cosicché da vincere un viaggio pagato e un invito al mondiale direttamente al giorno 2, quindi skippando uno degli attualmente già confermati 3 giorni del mondiale. C'è poi l'invitino, che se non sbaglio quest'anno è stato abbassato a 250 punti dai 300 storici degli ultimi anni, che ti permette semplicemente di andare al mondiale ed entrare nella venue del mondiale, però giochi tutte e tre le giornate anziché le ultime due, quindi hai un giorno in più di eliminatorie e il viaggio e l'alloggio te lo paghi te. Quindi per tanti europei avere l'invitino significherà comunque non partecipare al mondiale. Di conseguenza l'obiettivo dei giocatori tricolore più che mai quest'anno sarà colonizzare il più possibile una delle 16 posizioni più ambite del continente. E per prendere questo posto tu puoi appunto partecipare a vari tornei e prendere il miglior risultato di alcuni di questi, ok? Gli internazionali in realtà li puoi avere anche tutti e quattro, perché sono tornei talmente forti che ogni internazionale dà 500 punti e teoricamente tu, se non sbaglio, potresti accumularli. Non so se poi è cambiata questa cosa nella stagione, ma se tu vincessi 4 internazionali potresti anche andare a 2000 punti, cosa che non succede mai. Però ecco, comunque avresti la possibilità di accumulare, non c'è il cosiddetto best result, mentre per tutti quanti gli altri c'è il cosiddetto best result, cioè se tu giochi a X mid-season showdown, solamente alcuni dei migliori risultati vengono tenuti di conto per il cumulo dei punti che poi ti porta a diventare top 16. Ecco, saresti il dio dei Pokémon, esatto, Didi, quindi avresti ragione a avere 2000 punti. E in generale quindi i giocatori andranno a partecipare a più cose possibili per cercare di accaparrarsi questa posizione in top 16, e l'internazionale dell'Oceania, ora comincio a fare un po' così di premesse anche da un punto di vista teorico, l'internazionale dell'Oceania è un internazionale particolare. Avremo diversi giocatori italiani, uno è un mistero per tutti tranne che per me, non sto scherzando, poi ve ne parlerò direttamente a Melbourne, o meglio durante l'internazionale di Melbourne, perché noi lo casteremo qui dall'Italia. C'è un partecipante misterioso, gli altri invece li possiamo già discutere stasera. Avremo sicuramente Marco Silva, che è già partito, non è Emiliano, Emiliano è qua a castare, Marco Silva e Sabaku. Marco Silva, difensore del titolo del 2020, che volerà lì. E dovremmo avere anche, bravo I'm Fash, Giulio Tarlao, che forse qualcuno di voi ricorderà perché ha battuto l'inespugnabile Nils Dunlop, che solitamente trita gli italiani in streaming, questo durante il nazionale di Milano dell'anno scorso. No, non è Matteo Agostini, non credo che Matteo vada, non penso proprio. E Omalleo Simpallao, esattamente, non è Raiden dei Player Inside e non è neanche Goober. E non è il papà di Sidonia, no? Però è un personaggio misterioso, poi ve ne parlerò direttamente a Melbourne. Ci sono anche altri due giocatori dei quali siamo in attesa di conferma, quindi non ve li cito adesso,
però due giocatori che hanno preso il paid trip in senior e quest'anno sono in master dovrebbero partecipare al torneo, senza contare che ovviamente potrebbero esserci degli italiani australiani, cioè italiani che vivono in Australia, Sinergo, bravissimi, degli italiani che vivono in Australia che magari vanno a partecipare al torneo perché si trovano lì, perché non devono affrontare un costo particolare per spostarsi e cazzi e mazzi. Il torneo dell'Oceania quindi non è un torneo che prevede una partecipazione italiana paragonabile a un internazionale di Berlino o di Londra, ok? Dove praticamente siamo un terzo dei partecipanti. Qui saremo 6, 7, io mi aspetto un massimo di 10 giocatori italiani, ma se proprio va benissimo, 10 giocatori italiani su un roster di 270-280 partecipanti globali. Quindi un numero, veramente un ventesimo sostanzialmente di partecipanti. Detto questo, non significa che non sia un torneo che l'Italia può prendere per le palle, non solo per il fatto che, voglio dire, in una condizione totalmente simile Marco Silva se l'è portato a casa nel 2020, ma anche e soprattutto perché, e io qui voglio i giocatori competitivi a supporto che possono confermare questo dato nei confronti di coloro che invece sono meno avvezzi, non voglio dire che sono scarsi, ma sicuramente i giocatori australiani non sono statisticamente forti come quelli del resto del mondo. Ci sono diversi giocatori australiani potenti che si fanno valere veramente ogni anno, non solo a MD, ma penso a Megan Rattle, che se la memoria non mi inganna è effettivamente australiana. Amodi è invece il fratello palestrato, però tutto il resto del roster è fatto di giocatori, ecco, sì, Megan Rattle è australiana, Megan Rattle è una delle giocatrici di Pokémon più forti degli ultimi anni, però ecco, ed è la più forte, sì, indubbiamente. Megan Rattle probabilmente è oggi la giocatrice, una delle giocatrici australiane più forti, se non la più forte, però anche qui accetto magari nomination alternative, però ultimamente ricordo Megan Rattle su ogni altro giocatore a livello di posizionamenti. Amedine è un po' che non fa posizionamenti invece importantissimi, anche qui chiedo l'aiuto del pubblico. E Pandelis, chiaramente Pandelis che ha fatto finale, però Pandelis ha fatto peggio di Rattle negli ultimi eventi. Statisticamente Megan Rattle dovrebbe aver fatto posizionamenti migliori di Pandelis, che comunque è un volto importantissimo per la community mondiale, un organizzatore di tornei e cazzi e mazzi, però comunque ecco sia lui che Amedi hanno un po' smesso, appunto. Xellone conferma, che tra l'altro avete come caster. Quindi se è vero che ci sono dei mostri sacri che se incontrati ci fanno tremare le gambe, è anche vero che, come nel calcio c'è la scuola calcio della determinata nazione, noi siamo scuola Pokémon italiana, e davanti a un qualsiasi rappresentante medio della scuola australiana, secondo me siamo più preparati. Christopher Khan, Didi? Stai cercando Christopher Khan? Didi scrive: c'è un altro giocatore del quale non mi viene il nome, che ha anche il fratello che vinceva sempre. Secondo me cerchi Christopher Khan. Vero? Vediamo. Però appunto, ormai è il fratello che va super forte. Diciamo che sarà improbabile, e non mi pare fosse australiano Christopher Khan. Ora vi ci controllo velocemente, ma credo che sia australiano Christopher Khan. Guardiamo un attimo. Christopher Khan, vediamo un po'. Sì, vabbè, mi ha trovato un tizio su MDB Pokémon. Vediamo un po'.
Eccoci, ce l'abbiamo. Christopher Khan alla Players Cup. Vediamo se ci dà la nazionalità. Contro Caio Romanini. Ah, ammazza, era la finale con Colossal allora, se c'era Caio Romanini. Pensate. Non ci dice però purtroppo la nazionalità. Però dovrebbe essere australiano. Ormai sono tanti i nomi che mi passano per la testa. Se non mi ricordo male dovrebbe essere australiano. Comunque. Io seguirei, fossi in voi, l'internazionale australiano, non solo perché ci darà una fotografia del metagame considerevole, ma anche perché gli italiani in gara hanno una buona probabilità di fare bene. Si chiama internazionale australiano, ma si legge come un torneo nel quale prendere 500 championship points, che ha un livello di difficoltà, a mio avviso, minore di tutti gli altri. Un tempo era l'internazionale sudamericano, ma in realtà anche lì statisticamente ci sono più sudamericani bravi che australiani bravi. Però c'era poca gente a giocarsi i LATAM e quindi andavi là per tentare la fortuna in mezzo a 80 partecipanti. Adesso sono un po' di più perché in Australia c'è più gente che gioca a Pokémon, ma il livello secondo me globale medio è inferiore. Poi è chiaro, regà, magari andiamo a festeggiare un campione internazionale australiano, che credo non ci sia mai stato. Che credo non ci sia mai stato. Non penso che mai un australiano abbia vinto l'internazionale dell'Oceania. Quindi non credo che abbiano mai vinto il loro stesso torneo, ma potrei sbagliarmi. Quindi Zoulou? C'è stato un campione internazionale australiano in Australia? Di quelli che ho castato io, credo nessuno. Quindi forse dobbiamo andare più indietro. Però è impossibile, gli internazionali esistono dal 2016. 2017, allora forse non lo ricordo io. Nel 2017. Ok, era australiana con Driftblim, Lele, Magnuson. Allora sai cosa, Didi? È che non li castavamo gli internazionali ai tempi. Ecco perché. Di quelli che ho castato io, nessuno. Ecco perché. Nel 2017 noi non castavamo ancora i tornei internazionali perché abbiamo cominciato nel 2018 neanche con un internazionale ma con lo special di Bolzano. Quindi ok, ci sono, ecco perché non avevo qui questa vittoria. Ecco, pensate un po', sono tanti anni, questo sarebbe il quarto in teoria visto che c'è stato il buco del Covid, che gli australiani non riescono a vincere il loro stesso torneo pur essendo statisticamente i giocatori più presenti. Quindi insomma, dal 2018 in poi nessun australiano. Ricordavo, forse uno l'ha vinto Ashton Cox, o Ashton Cox ha vinto uno brasiliano, però comunque lascia il tempo che trova. Il punto è che questo torneo ci trova sicuramente in una posizione comoda. Non siamo gli unici però. Non è che ci vadano solo gli italiani all'internazionale australiano, non è che ci sono solo australiani e italiani. Come noi abbiamo fatto questo ragionamento, altri avranno fatto lo stesso ragionamento. Dico che ci va di culo che Cugna non c'è, perché a Cugna frega un cazzo, tanto è già al mondiale, quindi non abbiamo Cugna in mezzo alle palle. Nostro fratello Edu ci vorrà bene, ma insomma non ce l'abbiamo in mezzo alle palle, quindi un grande giocatore che si fa da parte. Non credo sia presente Wolfie Glick. Non credo, magari mi sbaglio, ma non credo sia presente. Avrete comunque le informazioni riguardo i giocatori internazionali forti presenti all'evento poco prima dell'inizio. Ah, ecco, quindi due volte. Pensa un po', Perazza, non mi ricordavo sta cosa. Dicevo, avrete queste informazioni tra domani e dopodomani mattina. C'è però Harry, Thomas Gravioli, e in quel caso, insomma, so cazzi, ci abbiamo giocato pure in streaming in Battlespot. Non so se lo sai, Diddy, ma siccome ho giocato tanto in Battlespot pure in live, a un certo punto ho trovato Harry. Ho perso 1-0, però mi ritengo bravo per averlo fatto, anche solo di perdere con dignità. E quindi ha ragione Perazza, nel 18 peraltro l'abbiamo vinto, con Boschetto. Quindi gli ultimi tre internazionali australiani hanno avuto per due volte il tricolore. Statisticamente parlando, siamo i favoriti.
Vero che aveva vinto Boschetto, ma con Socfini? Era quello di Socfini? Chissà. Risp sul mio. Ah, no, ecco, Boschetto contro San Vito. Vero, 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 vero. Vero, vero, vero. Potrebbe. San Vito poi ha vinto l'internazionale di Londra, europeo, lo stesso anno. Londra 2. O forse l'anno dopo. Però San Vito ha poi vinto Londra. Sono sicuro che abbia vinto a Londra San Vito. Vabbè, abbiamo vinto tante cose noi italiani, quindi sì, era quello di Toghe De Maru. Molto bene, per carità. E ci aspettiamo, insomma, che il tricolore possa fare benissimo anche in questo torneo. Ora. Parliamo di questo metagame. Ah, il meta prima, ecco, non era il meta dopo, era il meta prima. Guarda, stiamo facendo veramente la cronistoria e ormai divento vecchio e accumulo acciacchi. San Vito vinse Londra precedente, non successivo. Chiaro. Allora, il metagame dell'internazionale di Melbourne è il metagame della famigerata Serie 2. Quindi il metagame che prevede la presenza dei Pokémon Paradosso. È un metagame che sto giocando parecchio. Forse il metagame che ho giocato di più da quando faccio il caster e da quando lavoro con Pokémon. Ho veramente giocato parecchio e mi sono divertito altrettanto. Ed è un metagame che secondo me si pone in linea di continuità, è un'evoluzione, ma si pone in linea di continuità col precedente, quindi la serie 1. Perché Pokémon negli ultimi 10 anni, dalla Mega a fine della Spada e Scudo era, è stato un gioco fatto di tennis di momentum molto rilevanti. Se sbagli, sbagli tanto, se fai un errore, peserà parecchio, hai poche probabilità di portarti a casa l'incontro se qualcosa è andato storto, piuttosto pensa direttamente a Game 2. Questo perché le meccaniche che hanno centralizzato il combattimento, Mega Evoluzione, Mossa Z e Dynamax, parleremo molto di questo anche durante Melbourne, sono meccaniche fatte apposta, disegnate apposta da un punto di vista di game design, per permettere a una persona avvantaggiata di chiudere l'incontro o a una persona svantaggiata di andare in vantaggio. Quindi un forte cambio di momentum imposto dal gioco stesso attraverso la pressione di un bottone. Terra cristallizzazione va da tutt'altra parte, non è una meccanica che velocizza l'incontro, è una meccanica che porta l'incontro a ricalcolare le sue variabili, ma non accelera i tempi. Terra cristallizzazione è una meccanica che da un momento all'altro cambia le carte in tavola pur se i Pokémon in campo sono gli stessi. Quindi la ratio proprio della meccanica è diversa rispetto al passato. Non è più qualcosa che vuole accelerare il ritmo dell'incontro, ma ne vuole cambiare il ritmo. Per farvi un paragone musicale, Dynamax, Mega Evoluzione e Mossa Z sono un raddoppio sulla batteria di un determinato pezzo. Quindi da ta, stu, ta, passiamo a stu, patu, 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 poi andiamo tutti quanti molto più veloci. Terra cristallizzazione è un cambio di genere. Non è che la musica vada più veloce, è che proprio cambia canzone e passiamo da una canzone metal a un brano country. E quindi vedete, è cambiata anche la canzone. Quindi quello che succede è che devi ricalcolare il percorso. Perché il Pokémon che potevi addormentare fino a 5 secondi prima, adesso è erba. Spora non la prende. Chiaramente questo lo scrive Edkin, ma noi lo diciamo da mesi, da quando è uscita la notizia. Questo perché ci sono le liste aperte. Ma le liste aperte sono una ciliegina sulla torta di una scelta di game design di Game Freak, la terra cristallizzazione. Quindi le liste aperte sono state coerenti con questa meccanica e la enfatizzano
oscurandone fortunatamente gli eventuali lati negativi dell'effetto sorpresa Best of One. Quindi proprio siamo nel godo. Ora, è un meta quindi di switch, è un meta di riposizionamenti, è un meta di giocate di contenimento, ed è un meta anche nel quale paradossalmente possiamo vedere le giocate un po' più pazzerelle, perché il costo della giocata pazzerella è meno elevato di prima. Ha fatto molta notizia, chiaro che sia così, la mossa terra di Pardo su un Salamence che in quel turno sarebbe divenuto secondo lui acciaio, ed ebbe ragione. Quindi questo Salamence, che avrebbe preso danno nullo da terra perché vola, diventa acciaio e si prende in culo la mossa terra di Francesco Pardini. Ecco, questo tipo non credo Draconarius che le liste aperte siano conseguenza della mancanza del lock del box lotta, non credo, perché altrimenti dovremmo trovare una conseguenza anche alla mancanza della spectator mod, e ti assicuro che non è così logica la questione. Non penso proprio, al momento la cosa più sensata è che sia un completamento del percorso fatto con la terra cristallizzazione, onde evitare effetti sorpresa spiacevoli. Non credo proprio che il lock del box lotta sia così determinante per questa scelta. Beh sì, ma scusa, se fosse dovuto a ciò che dici tu, basterebbero le open terra. Beh, oddio, ni, perché le open terra comunque sono un'informazione a metà di un move pool che può sinergizzare con la terra, o di uno strumento che può sinergizzare con la terra. Quindi, a mio avviso, no. Le liste aperte sono quello che ci aspetterà per tre stagioni, per tre VGC. Non penso proprio che una volta aggiunto il box lotta toglieranno le liste aperte. Anche perché avrebbero potuto fare diversamente anche senza comunicare queste liste agli altri. È una cosa che in Giappone c'è già, non credo, il mezza. In che senso in Giapone c'è già? Ah, intendi le liste aperte? Pensavo dicessi box lotta, cioè non è possibile, l'aggiornamento 1 è. Open terra è già sufficiente, eppure tanto, il move pool non è più estremamente determinante come meta di Dynamax. Sono d'accordo, ma non necessariamente vai a fare solamente open terra. Se vuoi mettere una lista open, o meglio, vuoi dare un'informazione, a questo punto dai le informazioni totali. Secondo me è coerente. Nel momento in cui vuoi comunicare la terra di un Pokémon, vai a comunicare l'intero set. E si gioca con le informazioni vicendevolmente scambiate. Ok, il mezza voleva dire che già giocano con le liste aperte in Giappone. Ma, ragazzi, in altri giochi si fanno robe del genere, quindi non è che Pokémon si sia inventato le liste aperte. La lista aperta, secondo me, non andrà via. Oh, poi magari verremo smentiti, questa live rimarrà registrata, e quindi, voglio dire, scopriremo tra un mese, due mesi, tre mesi, una volta inserito il box lotta, perché tanto lo inseriranno prima o poi, se questo intervento era dovuto solamente a quello. Ma non lo so, non penso proprio che con il box lotta tolgano le liste aperte, anche perché le liste aperte, se non ricordo male, sono state inserite come regolamento del VGC 2023 nel post ufficiale di The Pokémon Company, quindi non è qualcosa di stagionale, e non penso che gli richieda un anno inserire il box lotta se vogliono inserirlo. Quindi vabbè, chiudiamo questa parentesi di theory crafting, ma al momento è ragionevole credere che sia una conseguenza di terra cristallizzazione. Sapere la terra mi fa già capire nel 90% dei casi se ha Terra Blast. Non sono d'accordissimo, Draconarius. Cioè, te lo dico perché sto giocando parecchio. In che senso sapere la terra mi dice se ha Terra Blast? Non proprio. Ci sono diverse terra che giocano o non giocano Terra Blast. C'è una terra
che può essere portata a supporto con un Terra. Pensa a Sylveon può essere giocato Terra acqua o Terra fuoco con o senza Terra Blast, quindi non è detto, non penso che sia così scontato. Ci sono delle Terra bizzarre, tra l'altro oggi vedremo anche un Terra Ground crinialato con Terra Blast e ovviamente in quel caso la citofona, la Terra Terra, se ha Terra Blast o no, però non mi sembra così proprio pronti via che ok, con la Terra X c'è Terra Blast. Sì, ma Draconarius, non tutti i Sylveon hanno Terra Blast, quindi per quanto sicuramente Terra Blast prenda il boost di Pixelate, non tutti i Terra Water Sylveon hanno Terra Blast, e sapere se ha Terra Blast o no per me è una grande differenza. Se non lo sapessi all'interno di un incontro, le liste aperte farebbero tutta la differenza. Ma ragazzi, è inutile, stiamo perdendo tempo perché stiamo parlando di una cosa ipotetica, cioè se forse in realtà con il box lotta tolgono le liste aperte. È una cosa ipotetica perché non lo faranno, perché hanno già detto che è il regolamento del VGC 23, quindi o pensano di metterci un anno per fare il box lotta in Pokémon Scarlatto e Violetto, o è un'eventualità che non ci interessa minimamente. Dicevo quindi, nel mondo della seconda serie ci sono diversi Pokémon interessanti. Diversi Pokémon interessanti. E questi Pokémon li vedete a schermo. La maggior parte sono i paradossi. I paradossi hanno portato in questa seconda stagione rispetto alla prima ad una bella differenza, secondo me, nei termini di contenimento del danno. Cioè, rispetto alla serie 1 ci sono più signori che rompono il cazzo e cercano di diminuire le statistiche offensive a schermo. Primo fra tutti, quello che secondo me sarà il Pokémon di questo internazionale, che vediamo al quarto posto, Arcanine. Arcanine che con prepotenza e urlo rabbia tira giù ad area attacco e attacco speciale dei nemici. Questo per me è un meta che, avendo tanti danni, perché i danni sono, cioè tanti, più danni della serie 1, perché esistono Mano Ferrea, esistono Crinialato, esistono Grandi Zanne e Luna Ruggente, allora ecco che come risposta a questi danni che aumentano abbiamo i Pokémon di contenimento, quelli che fanno le prepotenze, quelli che fanno Will-O-Wisp, quindi fuoco fatuo, che bruciano e dimezzano l'output offensivo fisico, quelli che fanno urlo rabbia, quelli che in generale si occupano di mantenere la situazione sotto controllo. Infatti per me i più fastidiosi in questo meta da incontrare con il mio team in particolare sono Arcanine e Sale. Perché Arcanine e Sale sono quei Pokémon che anche in un meta di one shot si piazza. Di one shot non è vero, è esagerato. In un meta di grandi schiaffi, one shot e spade scudopoli, ma in un meta di schiaffoni, ok? Sale e Arcanine prendono gli schiaffi, ma possono anche trasformare piano piano questi schiaffi in carezze, e quindi sono rotture di coglioni. Andiamo a vedere con il mio pennino alla mano, che adesso estrarrò dal socket, quali sono, tra poco tra l'altro chiamiamo Flavio, quali sono i 10 Pokémon più utilizzati, ma facciamo anche 15, più utilizzati del formato al momento. Sale, ragazzi, è, per chi non lo sapesse, Garganacle. Ok, però lo chiamiamo Sale perché in Blind Rhyme si è chiamato Sale. Poi andremo a vedere le singole informazioni su questi Pokémon. Al primo posto, Crinealato, un Pokémon che avevamo citofonato in questa posizione ai tempi del Day 2, non sto scherzando, di Scarlatto e Violetto.
ci siamo sentiti con Arash e abbiamo detto: appena si può giocare, Crinielato sta al primo posto. E come noi lo hanno detto tanti altri esperti, perché Crinielato è fuori di testa. Crinielato è un Pokémon veloce, è un Pokémon con un grande attacco speciale, con un bellissimo typing, immune al bruciapelo grazie al tipo spettro, immune a due tipi grazie al tipo spettro, con una buona difesa speciale, se non ottima, e in generale che ci permette di inquadrare la famiglia delle, dei paradossi, delle paradox, come ultra creature, ma meglio. Perché il problema delle ultra creature è che avevano delle statistiche veramente di merda. Accanto a delle statistiche supreme, ce n'erano alcune pessime. Diciamo che i punti più alti, forse, dei paradossi sono meno alti di quelli delle ultra creature, talvolta, perché talvolta sono pari, ma quelli più bassi sono decisamente meno bassi. Ok? E quindi hanno un overall più elevato, hanno una cosiddetta reliability, una affidabilità, usando termini italiani, più alta. Ok? Quindi, Crinielato, il nostro speedster, e peraltro, esatto, ha un'altra immunità ancora, perché è folletto, quindi ha anche l'immunità a drago, mica male. Manoferrea, il secondo Pokémon più utilizzato del metagame. Il motivo del nostro mani sborrate in seconda posizione è abbastanza telefonato. Buonissime statistiche, perché ha una buona difesa, un buonissimo attacco, tanti PS, una difesa speciale ok, un buon typing, non può essere paralizzato, è lento e in realtà pesco una dicitura di Wolfie Glick. I Pokémon sono buoni quando si parla di velocità in due finestre: quando so velocissimi o lenti come Erminonno, quello che non c'è più, perché in quel caso possono essere giocati in Trick Room. Quelli che rompono un po' il cazzo sono quelli che stanno nel mezzo, che non sono né veloci abbastanza da outspeedare gli altri, né lenti a sufficienza per dire la loro dentro la distorto zona. Manoferrea non è fra questi, ok? Manoferrea è lento. Manoferrea si muove come Erminonno e quindi va benissimo così. Ma non solo. Manoferrea, quando vuole, bravo Ferdi, si muove anche veloce, perché ha il bruciapelo, il fake out, che ha una mossa priority altissima, elevatissima, che sta sotto praticamente solo alla Protect, e che ti permette di far tentennare al 100% un avversario nel turno in cui viene utilizzata, che deve essere il primo turno in cui il Pokémon è in campo. E seconda cosa, essendo Manoferrea un attacker, è un bruciapelo che non fa neanche poco male e che quindi ti permette di prendere anche magari delle kill. Lo abbiamo detto, è un meta di schiaffoni che non shottano. Ma questi schiaffoni potrebbero essere confermati da un mano sborrata che entra, ti fa quei 30 PS magari di fake out su un Pokémon difensivamente fragilino, t'ha preso una kill. Mi è capitato di dover studiare la situazione per cercare di fermare, io non uso Manoferrea, ma per cercare di dover fermare un mani sborrate che altrimenti mi conferma la kill su un mio Pokémon, ok? Il nonno sburreo. Poi anche Bellidrum, ma per esempio Bellidrum l'ho visto meno spesso. Guardate, cominciamo a, no? Fare le cose fighe. Andiamo su lotta in doppio, Manoferrea, eccoci qua. Andiamo a vedere che in realtà non è neanche in top 10, guarda un po'. Panciamburo. E me lo aspettavo perché non l'ho visto spesso. Queste sono le mosse più utilizzate di mani sborrate. Quindi bruciapelo non è attualmente una mossa sceltissima per questo Pokémon, però esiste. C'è, grazie Morimale del terzo mese, esiste, c'è. Magari in un meta un pochino più morigerato potrebbe avere maggiore utilizzo, ma la verità è che con la capsula abilità, alla fine, grazie alle statistiche che ha, alla capsula abilità, scusatemi, il booster energy, capsula energetica, non mi ricordo come si chiama in italiano, quella che attiva sostanzialmente la carica quark nei leggendari
Paradox del futuro, leggendari, sub-leggendari del futuro, ok? Chiamiamoli così, gli permette insomma di alzare la statistica più, a capsula energetica, ecco, la statistica più forte. In realtà lo strumento più utilizzato però appunto è corpetto assalto, ovvero lo strumento che non ti permette di usare mosse di stato ma ti aumenta del 50% la tua difesa speciale. L'abbiamo detto prima che la difesa speciale non è ottimale in mano ferrea, mani sborrate, però amici miei, con corpetto assalto si crea un Pokémon difficilissimo da one-shottare. Tant'è vero che nonostante Fluttermane, il Pokémon più utilizzato del meta, abbia la super efficacia con le mosse folletto, comunque non riesce a tirarlo giù. E dire che Fluttermane a volte ha delle kill su fragilini che stanno in rapporto di neutralità con lui. Ma sui singoli Pokémon ci entriamo dopo, tanto tra poco chiamiamo Flavio. Terzo, Sacco Ferreo, vado stringato per ora, ok? Poi dopo ci soffermiamo, vado stringato. Sacco Ferreo, Delibird del futuro, grazie Vnelle, grazie Serena Hawk. Molto veloce, un punto di velocità, se la memoria non mi inganna, sopra Crinialato, quindi il Pokémon più veloce del meta, con possibilità di speed control attraverso il vento gelato che manda meno uno di velocità agli avversari che vengono colpiti, l'aliofilizzazione che colpisce super efficacemente i Pokémon acqua e l'idropompa che fa sempre bene. Arcanine, quello che abbiamo detto prima, un mitigatore di danni, secondo me il Pokémon, qua lo dico, lo ridirò anche giovedì sera, Pokémon che vincerà l'internazionale. Per me vincerà un team con Arcanine. Amoongus, che fa sempre lo stesso, ridireziona, addormenta, riesce a gestire in Trick Room i nemici e quindi diventa deterrente. Luna Ruggente, il mio Pokémon preferito della stagione, lo sto usando tantissimo, che può essere utilizzato in varie salse, lo si trova come danzatore, dragodanza e offensivo, come Arcanine dei poveri, con vasto impatto, la mossa ad area di tipo drago che manda a meno uno di attacco i colpiti, oppure ancora, ultimo ma non meno importante, la Tailwind, il vento in coda che raddoppia per i 4 turni successivi, oltre a quello d'utilizzo, la velocità dei Pokémon, e quindi assolutamente non male. Io sono diventato una bimba della Tailwind nell'ultimo mese. Dire che non ho mai quasi giocato team con vento in coda, e dopo questo mese mi sono chiesto perché cazzo io l'abbia fatto, perché la Tailwind, il vento in coda, per me è la Trick Room dei coraggiosi. Poi Grandi Zanne, che cosa vogliamo dire a Grandi Zanne? Grandi Zanne è un signore. Terra lotta con buonissima difesa, buon attacco, buoni PS, se non vado errato dovrebbe avere anche dei PS buoni, con 220 base power stab, headlong rush che pesca dal Trisavolo, Ursa Luna, e Zuffa che invece pesca dal mondo dei tipi lotta, con il drop. Ok, quindi con il drop nelle difese funzionano allo stesso modo, accesso a tantissime altre mosse ad area che fanno un po' da collante in questo meta, terremoto, frana, addirittura per i coraggiosi come me, zuccata per colpire in maniera molto 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 decisa i nemici volanti o comunque deboli al tipo roccia. Goldengo. Goldengo è un signore delle merendine, fortissimo in serie 1, fortissimo in serie 2, ma vi dirò, secondo me fortissimo, punto, nel senso che Goldengo sarà giocato in qualsiasi meta in cui sarà giocabile, da qui a quando Goldengo non ce la farà in un nuovo National Dex, perché è sgravato in tutto. È un Pokémon con un typing devastante, acciaio, spettro, quindi anche senza Terra un domani dirà la sua. Ha Make It Rain, che è una mossa che secondo me verrà nerfata nelle generazioni successive, una mossa d'aria 120 base power stab acciaio che decurta solamente di un punto l'attacco speciale, ha accesso a Nasty Plot, a Congiura, quindi ha la possibilità di setupparsi in Predict, e fai bene, fai comodo le Predict con un Pokémon del genere che ha un output di danni che spaventa l'avversario, quindi insomma è un Pokémon dalle giocate semplici.
è immune alle mosse di stato, non agli status. Posso paralizzarlo con scarica, ma non posso colpirlo con fuoco fatuo. Ok? Mi sono spiegato? Quindi, Goldengo, Pokémon devastante, che fa veramente di tutto. Poi, con la teracristallizzazione diventa ancora più incisivo, perché ha varie teracristallizzazioni viable. Puoi fare la volante, puoi fare l'acciaio puro per togliergli la debolezza spettro o buio. Puoi veramente inventartelo un po' come cazzo ti pare e fa sempre bene. 9, un altro dei miei amori di questa generazione, Armarouge, che sto giocando nel mio team. Armarouge e il signore della Trick Room. Armarouge è un Pokémon duttile che ha la possibilità di spaventare offensivamente ma anche difensivamente attraverso l'accesso a Bodyguard, a White Guard, una protezione che agisce solamente sulle mosse ad area come Terremoto o come Magibrillio. Ed essendo questo il meta delle mosse ad area, vedrete che spesso e volentieri a Melbourne ci troveremo davanti a dei giochi mentali della serie. C'è Fluttermane davanti, Crinialato davanti, potrebbe fare Magibrillio, lo farà, andrà per Forza Lunare, perché in realtà dall'altra parte c'è qualcuno come magari un Garganacle, come un Armarouge che può fare il Body Guard, il White Guard, chiamiamolo come vogliamo, e neutralizzare quella mossa. Quindi Armarouge poi spaventa attraverso la propria vasta energia, che potrebbe essere potenziata da eventuale campo psichico. Vasta energia, una mossa introdotta nel DLC Isola dell'Armatura di Pokémon Spada e Scudo, che aumenta il proprio base power nel momento in cui il campo psichico è attivo, quindi va al di là del semplice campo psichico che aumenta l'output delle mosse psico, ha un doppio moltiplicatore per così dire. È una mossa stab, magari cumulabile con un'eventuale terra offensiva psico, e colpisce tutti tranne i buio, che sono immuni. Però per i buio magari hai altro. E si trova con vari strumenti, dalla Life Orb, diventa double target, giusto, con il campo, avete ragione, altro effetto essenziale che mi sono scordato di ricordare a tutti, perché altrimenti è single target, è una mossa che colpirebbe solamente un avversario, ma colpisce entrambi se il campo è presente. E quindi, insomma, è un Pokémon che pesta tanto, ma che dà anche supporto. Ha una single target, che è un'altra drop move, Corazza Cannone, 120 base power, fuoco, stab. Su un Goldengo fa male, nel momento in cui Goldengo altrimenti magari ti wallerebbe il Pokémon con la vasta energia, quindi sei messo proprio bene. Sì, c'è anche Pelipper come utilizzatore di White Guard e Gallade, che ogni tanto viene fuori, e non solo, anche il Paradox Gallade, che è eroe ferreo in italiano. Anche eroe ferreo può usare White Guard, ma l'ho visto veramente poco, e vi dico che eroe ferreo viene giù, da calcoli che ho fatto giocando delle partite, da Helping Hand in Didi, che è spesso il compagno di merende di Armarouge, e Corazza Cannone. Quindi un Pokémon che secondo me non vedremo spessissimo eroe ferreo, poi magari sarò smentito. Intanto mi preparo, che tra poco chiamiamo Flavio, però voglio finire la classifica prima. 10° Pokémon, King Gambit. Ragazzi, credo si veda che ho giocato in molti casi, spesso avrei dovuto chiedere supporto ad altre persone esperte di competitivo, le mie spalle, per raccontarmi cosa fanno questi Pokémon, ma li ho visti mille volte ormai, almeno, ecco, forse qui avrò bisogno, forse fino a Gothitelle ci arrivo, ma ecco, qui avrei bisogno di Pardini e amici, ma fino a qui sto abbastanza bene anche io. Che è giusto così, perché almeno ovviamente i match vengono commentati con ancora più efficacia ed efficienza. King Gambit, Pokémon sbroccato. Un altro amico di merende della Distorto Zona, Pokémon buio e acciaio, grandissimo typing anche questo. Certo, prende per 4 la lotta, ma esiste la teracristallizzazione, e King Gambit te la può fare volante per andarti in predict sui lotta, te la può fare anche buio per andare in per 2 sui lotta anziché per 4 e farti veramente il male nel culo. King Gambit, che ha accesso anche alla priority, sbigo attacco, ti può fare Cotocleave, che è genufendente, la sua mossa esclusiva, ha la possibilità di farti Iron Head, metal testata, quindi prendere magari dei Fortuity Flinch, che sotto Trick Room fanno male. E oggi Pardo l'ha giocato Fairy. Ecco, si può giocare veramente con tante teracristallizzazioni. King Gambit tutte efficaci a mio avviso, quindi bravo ragazzo King Gambit. Mi aspetto di vederlo tanto, anche perché ha
la abilità Defiant, che accresce il suo attacco nel momento in cui viene colpito da una mossa o da un'abilità che diminuisce le statistiche. Quindi, trovandoci davanti a Saccoferrio che fa Easy Wind, a Arcanine che fa Prepotenza, ad Arcanine che fa Snarl, a Luna Ruggente che fa Vasto Impatto, a Crinealato che potrebbe prendere un fortuito drop, ma in quel caso sfortunato, di Forza Lunare, va più 2. E quindi King Gambit fa bene. Indeedee, poco da dire, compagno di merende di Arma Rouge, aiuta a settare la Trick Room, ridireziona, mette il campo psichico, fa Helping Hand, fa Magibrillio, che prende dei chip considerevoli. Magibrillio di Indeedee non è da sottovalutare, perché su un Luna Ruggente rompe il cazzo, è una 4x, ti conferma una kill. Quindi attenzione, perché io sto giocando Indeedee, Arma Rouge, io in realtà ho quasi tutti i Pokémon dentro questa top, perché gioco Crinealato, Luna Ruggente, Grandi Zanne, Arma Rouge, Indeedee e Torkoal. Quindi guardate, in top 12 c'è tutto il mio team. Gioco 6 dei 12 Pokémon più forti messi insieme, quindi non mi sono inventato nulla. Però ecco, Indeedee, compagno di merende, che con e per un bag mette Trick Room, tra l'altro, cosa da non sottovalutare. Perché spesso e volentieri mi trovo in predict. Mi è successo oggi stavo giocando mentre cacavo, ok? Scrivo a Flavio tra poco, perché sennò pensa che io sia morto. Oggi stavo cacando, ho giocato e mi sono trovato davanti a un Grandi Zanne in una situazione nella quale era molto comodo infilare dentro Indeedee Arma Rouge. Quindi li metto in lead e lui mi mette contro Grandi Palle. E io lì penso, questo o c'ha Frana o c'ha Terremoto. Mi ha messo davanti Grandi Zanne perché io faccio follow me, lui se ne fotte, non ridireziono il colpo perché se va ad aria non puoi ridirezionarlo, mi tira una sbrega in culo e io non metto Trick Room. Ma che cosa vai a fare in quel caso? Bodyguard con Arma Rouge e Distorto Zona con il compagno di merenda Indeedee. E funziona. Quindi il fatto che Indeedee per un bug impari Trick Room ha cambiato il meta, ha reso più potente anche Arma Rouge. Perché se è vero che la play layer 1 in tante situazioni è Indeedee aiuta a metterla Trick Room e Arma Rouge la mette, può anche andare al contrario la situazione. E questo ti garantisce che con questa coppia, se vuoi metterla Trick Room, la metti. Poi, sfruttarla è un altro discorso. Torkoal, due utilità importanti. Torkoal, vabbè, 3. 1. Fa malissimo. Sotto Sun, una sua eruzione scioglie i resistor, se non hanno abbastanza statistiche per reggerle. Quindi, in che senso grazie a un bug? Perché non dovrebbe avere distorto zona Indeedee. Ce l'ha in quanto ce l'ha il maschio e nei raid ha le stesse mosse del maschio. Quindi se lo catturi ha distorto zona, ma non dovrebbe. Dicevo, Torkoal fa malissimo, ha Helping Hand, che io sto usando, ha Clear Smog, Pulifumo, una mossa veleno che, come posseduta anche da Amoongus, che resetta le statistiche, quindi ti permette per esempio di gestire il Dondozzo, ci arriveremo dopo. Torkoal con il sole, perché ha l'abilità siccità che setta il sole, ti attiva tutte le abilità dei paradossi del passato, quindi in questa classifica la maggior parte, Crinealato, Luna Ruggente e Grandi Zanne, e Fungo Furioso che viene subito dopo, e in ultimo ma non meno importante è un compagno di merendissime di Indeedee Arma Rouge. Perché se io metto Trick Room e tu non hai risposte a Torkoal, hai perso. Spesso delle partite si chiudono così, a bassa ladder, cioè a bassi livelli. La gente non ha come fregare Torkoal, tu metti Trick Room, poi potresti anche morire con ambedue Pokémon, entra Torkoal, fa due eruzioni, la partita è finita. Motivo per il quale Arma Rouge è così in alto. Arma Rouge ha l'abilità Flash Fire, fuoco ardore, assorbe le mosse fuoco e potenzia le proprie. Quindi Torkoal davanti ad Arma Rouge succhia le palle. Ed ecco perché, insomma, Arma Rouge sta messo così in alto. Arriviamo fino alla 15, d'accordo? E poi chiamiamo Flavio. 13. Brute Bonnet. Fungo Furioso in italiano. Fungo Furioso non è Among Us. Anche se lo sembra, non c'entra assolutamente niente con Amoongus. Ha, sì, accesso alla sporella, ma in realtà Brute Bonnet
è un Pokémon che fa male, Kanningus, non è un Pokémon utility. Kanningus ha accesso a uno sbigo attacco veramente doloroso, infatti mi aspetto di trovarlo, eccolo, guardate un po', al 77% di usage, fa veramente male, signori, e addirittura qualche pezzo di cazzo lo gioca semitraglia, che è al quarto posto, con loaded dice, con il dado truccato, per colpire tante volte con semitraglia e per esempio bypassare i focalnastri, che sono diffusissimi. Pensiamo a Crinelato, che si gioca prevalentemente con il focalnastro. Guardiamo un po', eccolo qua, il dado truccato, non pensavo di trovarlo al primo posto, pensavo di trovare la bacca cedro, ma è proprio al primo posto, quindi dado truccato per colpire tante volte con la semitraglia, fare male, rompere il cazzo, vedete, questa chart ci mostra proprio che lui sia quello che sembra, un mezzo Amungus, mezzo qualcos'altro, perché c'è la spora e la polverabbia che ce lo portano nel dominio degli Amungus, lo sbigo attacco e la semitraglia che invece lo portano altrove. Ovviamente al solito con Torkoal sinergizza assolutamente sì, la sua velocità non è il massimo. Terra veleno, pensa un po'. La sua velocità non è il massimo. Io ringrazio, signori, tutte le sub che stanno arrivando stasera. Siamo a meno 102 dal sub goal. Mi scuso se non le ho ancora lette e spero di riuscire a ritagliarmi un momento dopo, ma credo che in questo momento sia importante raccontarvi le mille cose che ho in testa per darvi un'infarinatura e farvi crescere le palle nel senso positivo del termine, in vista di Melbourne, quindi lo sto facendo per lo show di non fermarmi, ma grazie mille a tutti dello splendido e poderoso supporto. Davvero grazie, siete dei cuori. Falena ferrea. Falena ferrea è un damage dealer importante, è un signore che fa male, attacker speciale, molto molto forte, fuoco, veleno, condivide il suo typing con Salazzle. Tanto per dirne una, ed è un Pokémon che ha accesso a diverse mosse ad area, guarda un po' caso, come Onda Calda oppure Sludge Wave, che in italiano è Fangonda. Fangonda che per esempio sinergizza con Ghiacciaio, perché Fangonda è una mossa da 95 base power, se la memoria non mi inganna, di tipo veleno che colpisce tutti, ma per tutti intendo anche il compagno. Ma è chiaro che con ghiacciaio questa cosa non funzioni perché un acciaio è immune. Quindi se io ho un King Gambit e un Falena Ferrea entrambi sulla mia parte del campo e vado a fare Fangonda, non colpirò King Gambit che è immune, ma comunque farò del male agli altri. Poi un Pokémon che ha accesso a Acido Bomba, che comunque fa male, nonostante sia una 40 base power, fa malissimo perché è un Paradox, quindi ha delle statistiche fuori di testa. E in secundis è un Pokémon, è una mossa il cui effetto secondario è mandarti a meno 2 di difesa speciale, quindi fa male e dà supporto. Un compagno di tanti Pokémon di questo meta e esatto, è Surf Veleno e non solo, amici del grande wrestling, esiste Terra Crystal. Quindi chiunque Terra cristallizzato acciaio, chiunque Terra cristallizzato acciaio può fare da compagno a Falena Ferrea. Tant'è vero che la primissima lead sviluppata in questo meta, poi persa perché ci puoi girare intorno abbastanza easy, fu Terra Crystal acciaio crinialato e Falena Ferrea. E praticamente partivi con le mosse ad area. Poi è chiaro, io ti metto Whiteguard davanti e Suki, o comunque devi giocare di mind game. Still che palle. Ti trovi davanti a potenzialmente una quadri kill in 2 turni, perché hai Falena Ferrea che spara merda veleno e Crinialato che spara merda folletto. Tra l'altro 2 tipi che scombano bene insieme. Insomma, bel casino. In realtà è ancora una delle lead più usate, ma senza Sludge Wave e Flutter Acciaio. Oddio, più usate non lo so, Edkin. Non ho visto così spesso Falena Ferrea crinialato. Non la definirei tra le più usate, tant'è vero che lo troviamo al 14° posto e crinialato al primo. È una lead che si trova, l'ho trovata anch'io contro. Tra le più usate, per mia esperienza personale, non mi è sembrato. Anche
nei termini dei risultati fatti negli ultimi 20 giorni, ok? Però esiste, c'è, ok? Acido Bomba più Dazzling Gleam sta andando forte online. Forse allora negli ultimissimi giorni, perché avendo visto tanti result anche negli ultimi tempi, non mi è sembrato di vedere una onnipresenza, ecco, di questo tipo di combo. A 4 per a terra, perché ricordiamo che rompendo le boccette di veleno a terra non fa più effetto. Sì, però ricordatevi che esiste Terra Crystal al solito, e quindi il nostro Falena Ferrea può diventare erba, che guardate caso è il tipo che va a dargli la resistenza al terra più l'immunità redirection più l'immunità alla spora. Non un'esagerazione, ma ci sono, ok. Nei Doso Team è molto usata. Madonna. Ultimo ma non meno importante, Annihilate. Vabbè, che dobbiamo dire, l'incazzo scimmia fa sempre la stessa cosa che faceva in serie 1, quindi abbiamo il pugno furibondo, l'assorbipugno, il grande fisico e la protezione. Si può bustare il proprio pugno furibondo per ogni hit che prende. La cosa più pericolosa secondo me è la stola scelta, che lo rende velocissimo in combo con Azzardo e con i suoi PS piuttosto alti, perché praticamente Annihilate fa scambio bare, solo che lo scambio bare lo sceglie chi ha Annihilate. Non è un sito, ragazzi, è l'applicazione Pokémon Home per cellulare, in questo caso iPad. Azzardo è una mossa che ti toglie il Pokémon, te lo ammazza, l'utilizzatore muore, ma fa danno per un numero pari ai PS che si è tolto, quindi ai PS massimi che aveva, e sono tipo, tanti, ok? Quelli di Annihilate al 50, abbastanza da ammazzare la maggior parte dei protagonisti del meta. I topini non sono spariti, ragazzi, si trovano, ma li troveremo più in basso, eccoli qua, 27, 217. Sì, sì, ai PS attuali intendevo dire, raga, che sono i massimi se lo usi Scarf. Questo intendevo dire. Chiaramente i PS attuali, ma non usi Azzardo a 30 PS. Usi Azzardo ai PS massimi. Mi ha scritto un signore. Ok, aspettate, il nostro giocatore misterioso mi sta scrivendo. Poi vi dirò. E ve lo dico domani, quando annunciamo i giocatori italiani in gara. Anzi no, dopodomani. Giocatore importante. Cosa? Giocatore importante. Ho detto che è un giocatore importante. Allora, Sergio Mattarella. Vediamo se Flavione c'è. Che lo chiamiamo e cominciamo a chiedergli un po' di pareri. Allora, ce l'ho sicuramente su Discord, ma devo recuperare il suo pisello. Vediamo un po' questo didolo. Pado, eccolo qua. Io ci sono, mo gli scrivo anche su pisellopazzo.com. Allora, ci sono adesso, amico. Ti chiamo, punto interrogativo. E allora intanto, mentre Flavio ci risponde, andiamo avanti. Dragonite, Talonflame, Sylveon, Macro, Dondoso, Tatsugiri, che sono praticamente in Pokémon solo. Ecco. Pado, che ci sta rispondendo. Dammi un attimo che mi metto in un punto tranquillo, perché Pado è a cena fuori, pensate, comunque voleva collegarsi. Quindi io intanto vi tolgo dalla schermata, perché qui sotto ci metteremo proprio la cam di Flavio. Dragonite, un Pokémon che ha accesso a molte cose rompicazzo, tra le quali il Vortighiaccio, che toglie i campi e quindi una risposta in Didi,
e l'extra rapido unito alla terra cristallizzazione normale, che dà una priority più 2 a questo Pokémon e anche grandi danni in ingresso. Per esempio Dragonite è un Pokémon che mitiga il Torkoal di qui sopra. Io sono dentro Trick Room, quindi tu in realtà con la distorto zona non mi potresti stare sopra Torkoal, che sta per sparare l'eruzione della vita. Eruzione fa danno proporzionale ai PS di Torkoal, ma io con extra rapido anche dentro distorto zona ti entro su Torkoal, ti faccio un buon danno, mitigo l'eruzione in ingresso. Quindi Dragonite, gran Pokémon. Guardate un po', eccolo qua, anche colpo basso, visto che ha insomma accesso a questa mossa lotta, però extra rapido, onnipresente, 95%. Poi c'è Talonflame, Pokémon insomma che è sempiterno, perché mette la Tailwind in priorità, usa Baldeali in priorità, ha la provocazione, che però non entra su Indeedee, perdonatemi, che non entra solitamente su Indeedee Armarouge per via del fatto che un Markrow la utilizzerebbe in priorità grazie a Burla, ma siccome Talonflame Burla non ha, Talonflame con Taunt può evitare che Armarouge, per esempio, setti la distorto zona qualora il Follow Me non arrivi, oppure che sì, ti faccia fare distorto zona con Armarouge, ma che poi comunque ti abbia già inabilitato con il Taunt un support Indeedee, e quindi sì, hai messo distorto zona, mai una slot morta. Qualcuno la usa Feint su questo Pokémon, a quanto pare, finto attacco, il numero 7, che è la mossa che spacca le Protect. Ma ho parlato abbastanza. Amico, mi senti? Ah, mi senti? Ti sento molto bene, non so se vuoi attivare... Dimmi. No, no, perché sto fuori, quindi non so se si sente qualche rumore esterno, capito? Non si sente rumore esterno, innanzitutto ti ringraziamo tutti quanti di essere qui in questo momento di pre-show. Ma sono già in live? Sì, siamo già in live. No, nel senso, già mi si sente, quello sì, intendevo. Sì. Ok, ciao a tutti ragazzi. Allora, siamo tutti. Ti si sente, sei bello, okay, forte e poderoso. E quindi Perfetto. Ti ringraziamo per dedicarci un po' del tuo tempo anche se sei fuori. Siamo qua a parlare di Series 2, di Internazionale, okay, di Melbourne, di Usage. Ho fatto praticamente lo scroll della top 20-21 in realtà dei Pokémon. No, sì, prima era entrato un attimo a vedere. Sì. Ah, ecco, stavi sbirciando. Sì, stavo sbirciando, esatto. Stavo chiacchierando di un po' di cose. Ora, non ti chiedo a questo punto se sei fuori di mettere la cam, tanto ti sentiamo comunque, va bene così, almeno non stai... Ok, oddio, se vuoi ci provo, Ah, provaci, ma se non... Ok, vediamo come si vede, va. Se non va non è un problema, l'importante è sentirti. Oddio. Okay, in realtà ti vediamo. No, ti vedo, aspetta, dammi un attimo che ti metto in live. Sì, te preparati... Sì, addirittura col giacchetto, incredibile, fa bruttissimo. Fa freddino. Allora, aspetta un attimo che ti infilo in live. Noi intanto stavamo parlando di classifica, ecco. Ok. E abbiamo visto che tra i Pokémon più utilizzati ci sono, vabbè, Crinalato, Manoferrea, Saccoferro, Arcanine, Amungus, Narugente, bla bla bla. Io ho detto che per me questo internazionale è l'internazionale di Arcanine, cioè se io devo puntare su un Pokémon, visto e considerato che è un meta di danni importanti, per me il mitigatore sarà quello che farà la differenza. Io tra l'altro ho perso tantissimo Arcanine, tuttora lo sto giocando nel team Gruso adesso, ok? Sì. Diciamo che è quello che fa un po' l'Incineroar, che cerca un po' di fare l'Incineroar, un po' come era comunque in VG17. È vero. In VC17 non c'era comunque Incineroar, a parte che Incineroar era in 17, non aveva ancora Intimidate, ok? Quindi si usava Arcanine, appunto, che era top usage. Qua sì, meno top usage rispetto al VC17. O per esempio, quarto adesso Arcanine. Sì, sta sempre in top 5, come era magari all'inizio. Ti ricordi all'inizio di Spada e Scudo? Sì, certo. Che c'era comunque anche l'Arcanine molto utilizzato, comunque era... Diciamo delle poche intimidate forti che c'erano nel formato. Sì, me lo ricordo. Esattamente. Sì, ma Arcanine in questi, cioè, diciamo, in questi meta dove, diciamo, è lui l'intimidate principale, è un Pokémon che performa sempre molto bene, ok? Poi chiaramente ha molti modi, cioè comunque ha veramente un move pool di supporto molto ampio comunque. Sì, lo stiamo vedendo comunque, adesso. Sì, la Will-O-Wisp, che è molto importante, anche e soprattutto perché...
Will-O-Wisp ti permette a quei Pokémon magari forti fisici che a volte si vedono come il Clear Amulet giocati per non prendersi appunto l'Intimidate. Sì, io sto giocando grandi zanne Clear Amulet. Infatti, ti permette appunto di poter andare a burnare quei Pokémon là che non si prendono l'Intimidate. Poi c'è sempre il discorso che potrebbero essere Terrafire, perché bisogna comunque vedere anche quell'aspetto là del cambio sì. di tipo. Però io infatti sì, gioco proprio grandi zanne e Terrafuoco per questo motivo. Infatti. Eppure comunque c'ha Snarl, che è un'ottima mossa, anche se per esempio con Snarl diciamo che però attualmente credo che sia tra le prime 5 mosse, cioè almeno tra le prime 4 mosse in usage su Arcanine, credo. Seconda, 76%. Seconda. Ok, perché in realtà molti Pokémon, Snarl è ottima contro per esempio Crinalato, ok, contro Flattermane sicuramente è ottima. Sì. Perché gli si può rompere il Sash e droppare lo special. Tant'è vero che ti dico che in un torneo l'ha spuntata a un certo punto un Flattermane Terra Ground Terra Blast, proprio per andare in velocità sopra Arcanine, non prendersi lo Snarl, prenderla kill. Sì. Ma alcuni Flattermane ce l'hanno, tipo quelli Specs con Power Gem. Quelli anche Terra Water con Terra Blast ho visto, cioè ci stanno dei Flattermane giocati apposta per tentare di prendere la kill su Arcanine, ma poi è proprio l'evoluzione del meta che fa così, perché Arcanine diventa il Pokémon principale di supporto, ok? Allora la gente comunque deve mettere delle risposte all'interno del team, quello è il discorso, anche per fare danni pure con Pokémon che normalmente non gliene fanno troppi, ok? Tipo Flattermane. Però il discorso è che tipo spesso si usa anche contro Armarugia Indeed, diciamo che... Però non è mai una garanzia, per esempio, anche là, perché uno, infatti, molti Armarouge che girano attualmente hanno o la Weakness Policy o la Covert Clock, il mantello. Il cappuccio. Sì, così o Urlorabbia la trasformano in un boost in attacco speciale, oppure direttamente la ignorano. Esatto. Infatti pure loro si coprono abbastanza da... Però è anche vero che lì tanto alla fine negli internazionali giochi a liste aperte, quindi quantomeno lo sai prima se Arcanine è un tool contro quell'Armarouge o no. No, sì, lo sai, però io parlo proprio in preparazione, capito? In preparazione del team, capito? Con uno deve tenere in considerazione tutte queste variabili che possono esserci, capito? È vero, hai ragione. Sì. E... No, chiaramente, tra questo metagame e quello della serie... secondo me la serie 1 era un po' più... In realtà, stranamente, era un po' più ristretto rispetto a questo. Questo mi sembra un po' più ampio. È vero. A livello di team, sì. Solitamente il metagame si restringe quando si aggiungono Pokémon forti, tipo le Paradox, però in questo caso lo vedo un po' più variabile, ok? Vedo tanti team diversi, veramente, poi si è aggiunta pure la Perish che è tornata. Dopo la vedremo, l'ha usata Wolfie Glick che ha vinto il torneo più grande della storia di Pokémon con oltre 700 partecipanti a Orlando, quindi pensate. A Orlando, esatto, sì, ha vinto con Perish, poi lui era amante della Perish, quando c'era la possibilità. Sempre con Politoed, ti ricordi, la usava in continuazione. Sì, grande Poidob. Però ecco, il tuo Pokémon di questa series / secondo te il Pokémon che farà bene all'internazionale Melbourne, il Pokémon che si porta a casa il titolo di campione? Allora, se devo andare con lo scontato ti direi Flattermane, vabbè. Secondo me, dopo andando così, poi te ne dico magari un attimo, te ne dico un secondo che magari meno scontato. Beh, Flattermane, primo usage, quindi non si sbaglia. Sì, ma più che altro è un Pokémon veramente, cioè, è nato zona, già che non si prende bruciapelo e colpisce duro Iron Hands, non è male, perché Iron Hands comunque è uno dei primi Pokémon usage anche il lui. Il secondo. Ottimo Pokémon, un Pokémon immortale. Poi può essere giocato a Soltres, che è veramente immortale. Sì. Può essere giocato su Sword Dance. Ne parlavamo prima, lo giocano a Belly Drum, comunque ce l'ha delle opzioni. Ha diverse opzioni anche lui. Io addirittura ne ho visto alcuni con Aero Defense Body Press, quindi pensate. Di Iron Hands? Sì, di Iron Hands, quindi mamma mia. Veramente in tutti i modi. No, Flattermane sicuramente è il Pokémon che se provo devo dirne uno, perché in realtà sta bene in tanti team, capito? Cioè può stare, sta bene in Gustav, sta bene in team da Tailwind e Hyper Offense, sta bene anche in Perish, visto che Wolf ci ha vinto con proprio Flattermane con Perish. Cioè, veramente si sposta bene in tanti team. E poi comunque ha un typing buono, perché alla fine il typing è quello di Mimikyu. Quello che è molto veloce, capito? Tre immunità. Esatto, ha un buon typing, capito? È quello pure che lo rende forte. Comunque ha possibilità di essere giocato Sash, possibilità di essere giocato Boost Energy, sia in Speed che in attacco speciale. E ha tante opzioni, pure Specs. Mio Dio, io ho visto adesso 20% di Specs, non pensavo fosse così diffuso. No, ma si gioca, specialmente per esempio Specs l'ho visto, nei team quelli con Dondoso, Tatsugiri, con Iron Moth, si gioca, si vede spesso Specs o Life Orb. Sì, lo vediamo. La combo con Acispray
Aaron Mott che si busta in spinta. Ne parlavano prima i ragazzi, perché io dicevo che Crinialato, Aaron Mott, quindi Falena Ferrea, sono stati la prima lead di Series 2 del primo di febbraio, ma in realtà neanche, del 20 di gennaio, quando si giocava su Showdown e si cercava di anticipare cosa sarebbe successo. Dicevano che è rimasta questa cosa un pochino, con questa cosa di acido bomba più crinealato, ma che colpisce. Spesso si vede nei team con Dondoso Tatsugiri, c'è questa comp che è proprio Dondoso Tatsugiri, Falena Ferrea, crinealato, con poi altri due un po' filler. L'ho visti tipo con Dragon e Taking Gambit alcuni, capito? C'è un team che gira così, con questi sei qua. Eh sì, perché alla fine si basa, cioè diciamo la strategia di quel team si basa di prendere delle kill proprio in early game con la, proprio con la lead là, fare una ferri a crinalato con Ashi Spray attacchi e poi chiudere con Dondoso Tatsugiri in game, capito? Di base è quella la strategia di quel team. E se invece devo parlare di un Pokémon che a me piace molto, che però in realtà non è Altinus Age, che però può dire la sua secondo me, è Palafin, secondo me. Palafin, aspetta che me lo recupero, perché non lo abbiamo visto. Mamma mia, 30. Palafin ha vinto lì, comunque ha vinto regionale di Orlando, con Wolf. Sì, sì, con era uno dei pochi che lo giocava in realtà. Però Palafin ha, diciamo, secondo me delle belle opzioni in questo formato. Che molti, se non me, ti dico come la vedo io strategicamente. Allora, noi vediamo qui che Palafin è compagno di merende, secondo le stats di Pokémon Home, di Crinialato e vabbè, Amoongus, Arcanine, Manoferrea, Gotitel, perché è nel team di Wolfie Glick, esattamente, Coda Urlante, idem con patate, Pelipper per via del fatto che gli setta la Rain e quindi chiaramente gli va a boostare la priority, Jet Punch, Goldengo, perché chiaramente Goldengo sta bene con tutto e sinergizza nella Rain perdendo la debolezza fuoco, Luna Ruggente, Sacco Ferreo. Vediamo le mosse, le più utilizzate sono Pugno Jet, Onda Schianto che prende dal fratello Basculigion di Leggende Pokémon Arceus, Protezione, Zuffa, Nube addirittura al 32,1%, quindi Palafin si gioca anche Haze. No, però proprio per quello. Per quello. Ho visto, allora ti spiego la mia idea di Palafin, ok? Che non è, io per esempio al Legione Liverpool, se nessuno l'ho giocato in Rain, ok? Proprio un Rain con Palafin, ok? Però in questo formato, secondo me, è più un Pokémon che può giocarsi anche senza Rain, come ha fatto Wolf. Wolf lo giocava senza Aze perché comunque contro Dondoso aveva tutto un suo plan particolare con la trap e le cose. Però secondo me in generale non è male, perché molti team, io ho visto che tanto Orlando, molti prima di Orlando dicevano, ma non serve avere troppe risposte a Dondoso, perché Dondoso in questo formato si gioca di meno, bisogna si fa quei danni, si butta giù di qua di là, e intanto poi a Orlando c'erano 2000 Dondoso in top comunque, ecco. Perché comunque se ti aspetti una cosa simile anche a Melbourne? Cioè ti aspetti tanti Dondoso anche lì? Più che altro se la gente la pensa in questo modo, perché alla fine Dondoso non è una cosa che tu ammazzi, cioè butti giù con i danni facilmente, capito? No. Quindi secondo me è un team, cioè devi avere le cose bene per Dondoso, capito? Perché sennò ci perdi, è quello il discorso. Sono d'accordo. E quindi, infatti, Orlando ce n'erano molti. La cosa che mi piace di Palafin è che è un Pokémon che torna utile contro molti Pokémon in questo formato. Per esempio, contro Dondoso Tatsugiri, per dirti, non è male, perché con Aids gli va a annullare tutto. Perché secondo me Aids è la cosa migliore che annulla Dondoso Tatsugiri. Sì, certo. È la cosa proprio migliore, perché chiaramente Clear Smog, Among Us è un'ottima opzione, ma c'è sempre la Terra Crystal all'acciaio. Esatto, bisogna sempre vedere quella roba là, squadra, bisogna vedere sostituto, infatti Amoongus di base da solo non basta, deve essere accompagnato da qualcos'altro che aiuta poi a sparare. Poi prima, se ti ricordi, c'era Miauscarada che poteva crittargli in faccia, ma ora Miauscarada non sta più bene dentro questo meta, quindi comunque lo costringeva a terracristallizzare per non prendersi il danno super efficace, comunque lo potevano coffare e levargli leftover, sì, sì. Comunque era qualcosa di buono. Diciamo che un Pokémon simile a Miauscarada, che dà un po' di noia a Dondoso in questo formato, potrebbe essere... È un po' un controsenso, ma potrebbe essere Talonflame, perché Talonflame low speed gli minaccia Will-O-Wisp. Quindi sicuramente Talonflame è un altro Pokémon molto interessante. Sì, l'abbiamo visto 17esimo. Sì, quindi anche messo male. Ma in realtà si gioca pure, cioè, capito, mi piace perché in sto formato si gioca da support, capito? Cioè Will-O-Wisp, Taunt, Tailwind, mi piace come si gioca. Chiaro. Però per quanto riguarda Palafin, a me piace perché contro Dondoso Tatsugiri ha quell'opzione di Aze. È l'unico Pokémon, secondo me, solido che impara Aze in tutto il formato. Che ha una certa bulk che ti rimane vivo, chiaro, comunque, che non è che muore dal primo attacco.
E poi soprattutto contro il matchup che io ad Orlando ho visto due team in particolare molto presenti. Okay. Ho visto i tailwind offensivi con Talonflame, Grittask, Fluttermane, tutta sta roba qua. E ho visto i Dondoso. Io questi due componenti ho visto. Io ogni volta che aprivo lo stream di Orlando vedevo sta roba, capito? Ok. Vedevo Dondoso, vedevo Talonflame, ok? E ho detto, cioè, ho pensato, Parafin comunque non è male perché comunque contro Dondoso Chase e contro comunque questi matchup con Tailwind, Grittask, Talonflame, comunque con Jet Punch comunque bypassa la Tailwind perché certo. Comunque ha una priority e va a colpire in maniera super efficace sia Talonflame, Grittask, Fluttermane, comunque ci muore da un Jet Punch per esempio Terra Water con la Mystic Chiaro. Water. Sì, che infatti abbiamo visto è il primo strumento, si parla di un 67,7% perché per Mystic Water. In fatto la mossa acqua è quello discorso. Sì, e infatti anche la Terra è 91,1% di mossa acqua. Senti, una domanda che mi sto facendo perché non sono un Palafin player e essendo al 30° posto non ho trovato tantissimi Palafin sulla mia strada. Ma gira poco, Allora, io ti ho detto la pick ovvia, secondo me la pick non è meno ovvia che può far bene. No, ma so che gira poco, io conta che in questa season ho circa 50 partite all'attivo in Battle Spot, okay. E boh, un'altra centinaia l'avrò fatte su Showdown, quindi comunque ho giocato abbastanzina e vedo che virata, che è la mossa, ve lo ricorderete, l'hanno introdotta nell'Isola dell'Armatura, lo U-Turn acqua, esatto. Che Palafin usa in teoria per colpire e andarsene, ma la vedo al 6° posto, quindi alla fine mi pare di capire che per Palafin si sia preferito la strada dell'hard switch, cioè del cosiddetto cambio senza mossa. Secondo me, lo sai qual è il discorso, io per esempio a Liverpool ho giocato senza flip turn, okay, ecco. L'ho giocato con Protect. Allora, mo ti spiego spiego il discorso del come sto provando presente a Liverpool, semplicemente ecco. Perché ecco qua è importante, perché essendo un torneo a lista aperte, qua entrano in gioco lista aperte e liste chiuse, ok? Okay, okay. È pure un attimino come diciamo sinergia il team, diciamo, con le mosse, qua sì. Diciamo fa diversi ragionamenti. Però per esempio io avevo avevo tipo due product nel team, ho detto io devo avere almeno tre product dentro il mio team perché il discorso questo si sposa con le liste aperte. Il discorso di avere Protect a liste aperte e non averla fa un po' la differenza, perché certo. L'avversario quando legge la tua lista e vede poche Protect sa che quello slot lo può targettare e può coprire gli switch senza problemi, capito? Chiaro. Se vede diverse Protect e quando tu in campo hai le Protect, l'avversario si genera un mind game, capito? Cazzo, se non ci avevo pensato, questo è un... È un insight interessante, sì, certo. Sì. A lista aperta, secondo me... Allora, meno Protect hai, più il tuo avversario gioca sereno di poter hittare quelle slot. Esatto. Più l'avversario... Dai più libertà all'avversario di poterti targettare delle slot pure coprendo gli switch, capito? Perché sai che su quello slot non puoi proteggere, capito? Quindi o becchi o switchi. Capito, esatto. Per quello il discorso. E così Palafin con Protect a me generava un mind game perché l'avversario doveva pensare a... lo switcha, oppure magari lo switcha io targetto con lo slot perché fa la o protegge switchato, oppure lo protegge io butto un turno, capito? Cioè serve più che altro a dare un mind game all'avversario e non dargli per esempio con Palafin senza Protect in quella situazione là l'avversario magari ok dice questo Palafin non può proteggere, lo deve switchare per trasformarsi e io faccio magari attacco doppio là, capito? Per prendere uno switch, capite? Quello è il discorso, mentre con la Protect ci deve pensare a farlo o non farlo. E quindi sicuramente mette un grosso mind game all'avversario. E in più mi aiutava nel riposizionamento contro Dondoso. Siccome c'avevo Aze, magari facevo Protect, switch nel fake out, così dopo potevo fare fake out su Dondoso più Aze, capito? Chiaro. Beh, cazzo, sì, Palafin sì. Mi piacerebbe vederlo in realtà a Melbourne. Pure a me, è uno dei miei Pokémon preferiti di questa nuova gen. Allora, senti, io ho fatto la tier list da Dario Moccia e mi hanno infamato okay. Per questo motivo, perché mi dicono che Palafin è brutto, ma anche no, per me anche per me è design incredibile. C'è la testa un po' schiacciata, però... Ma che ce ne frega, è un supereroe! Sì, è un supereroe, sì, è vero. Troppo, io sono un bimbo di Palafin. A me piace tantissimo. Esatto, però esatto, Palafin, secondo te, giocabile anche in una salsa diversa rispetto alla Perish Trap? Cioè, anche in un team differente? Se tu lo prendi un classico team, che ne so, Arcane Among Us, così, una roba del genere, okay, un Gustaf, e ci butti Palafin che ti aiuta in certi matchup, ci può stare, quello è il discorso. Sì. Comunque, secondo me... può funzionare, alla fine uno deve sempre mettere il Pokémon giusto nel contesto giusto in base a quello che uno vuole fare, capito? Se a te serve una risposta a Dondoze, una risposta a Talonflame Grittask, Palafin può essere una buona opzione. Perché può coprire entrambe le cose. Chiaramente ha bisogno di supporto come ogni Pokémon. Però, capito, ogni Pokémon deve essere ragionato e messo lì strategicamente per il,
Cioè, per quello che ti serve, non buttalo a caso, è quello il discorso. Cazzo, vedo che la play definitiva al 2,4% è pala finguantone. Perché gli busta il jet punch. Il jet punch. Peli per pala finguantone e si va a fare danni grossi, che bello. E poi il guantone mi sembra che non ti fa prendere... Non mi ricordo se faceva anche sta cosa, non ti fa prendere danni da tipo... Vero, da carta vetro. Non fai contatto. Non fai contatto, esatto. Sì, 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 non fai contatto con i cazzotti, quindi perché c'hai la protezione e quindi non, esatto, non ti prendi carta vetro di Garchomp per dirne uno. Che ridere, no? Vabbè. Ecco, per esempio, adesso come hai nominato Garchomp, potrebbe essere un Pokémon che potrebbe fare bene, anche se è poco usato. Lo troviamo al 24, quindi in realtà una posizione non troppo lontana dal 30° posto di Palafin, con, vabbè, i compagni di merende contano poco perché sono sempre gli stessi in quanto i Pokémon più utilizzati, con... Oh, sì, sì. Con Terremoto, Dragartigli, Protezione, Frana come prime 4 pick, Bravissimo, Danza Spada al sesto e Metal Testata al quinto. Per me in realtà Danza Spada è e vediamo adesso, ma ti dico che Danza Spada per me su Garchomp è abbastanza importante. Cioè io non giocherei un Garchomp senza Danza Spada. Io sto formato lo giocherei fisso, almeno fisso Sword Dance e Clear Amulet. Anche secondo me, vediamo che il Clear Amulet è il secondo strumento coerente col fatto che Danza Spada sia sotto, il primo è Assorbisfera al 29%, seguito poi da un Piki Bitorzolelmo 7,4%, ma insomma stiamo parlando già della parte oscura del meta. Con la Tera che alla fine dà ragione al Pardo, non so se lo sai ma c'è stata questa diatriba, è meta o non è meta Tera Garchomp Fuoco? Sì, la risposta è no, perché è usata al 9%. La Terra Ground. Sì, è 53 contro un 23,2% di Terra Acciaio. Ovviamente come abilità carta vetro, ma insomma anche qui. Il problema di Garchomp forse sai qual è, ma te lo dico così su due piedi, che avendo Terremoto e Frana come due tool importanti per fare male in un mondo di bodyguard sta un po' col cazzo in mano, perché comunque c'ha Dragartigli che però ha le immunità fairy, esiste Crinialato, è un Pokémon che ha difficoltà a attaccare, magari davanti a certe lead non può fare niente. Bodyguard alla fin fine ce l'ha, credo che ce l'ha solo ce l'hanno Pelipper, diversi però. Armarouge, Pelipper, Gallade, Eroe Ferreo che è la versione Paradox di Gallade, sì, però e Garganacol. Eroe Ferreo, sì, Garganacol è vero, però Gallade e Eroe Ferreo credo non siano bassini, cioè qualche Eroe Ferreo l'ho trovato, ma è veramente un neo. Sì, se no si può mettere Stomping, se non vuole. Sì, infatti c'è 19%, sì, cioè non è neanche così poco usata. Stomping, sì. No, però dico, è un Pokémon pericoloso, Garchomp. Io dico di farci attenzione, perché... allora, il fatto, sai qual è? Questi Pokémon che comunque sono Pokémon forti, perché Garchomp è un Pokémon forte comunque, però che non sono molto utilizzati, quando poi ti ritrovi contro e tu vedi sto coso con l'amuleto, con l'Arcanine non lo puoi intimidire, che ti fa la Sword Dance con magari una Mongoose che lo redirecta, un Fake Out del vicino... Poi comincia a diventare pesante da gestire, capito? Non sempre. Poi, per carità, è nerfato dal fatto che comunque Iron Bundle e Flutterman sono tra i Pokémon più utilizzati, Sì. Quindi finalmente sono Pokémon che gli danno noia, ovviamente. E anche perché credo, amico mio, che anche solo Vento Gelato faccia malissimo a Garchomp. No, sì, chiaramente. Infatti poi là entra il discorso della Terrafire. E te lo fai Terrafire. O Terracciaio, banalmente, per essere anche davanti, comodo davanti a Crinialato. Certo, per quanto in realtà Crinialato te lo wally anche con la Terrafire, quindi in verità forse Terrafire è meglio di Terracciaio, ma Terracciaio ti copre anche le mosse Drago di Luna Ruggente, to. Esatto. Quindi ti dà anche... Luna Ruggente, ecco, per esempio, Luna Ruggente ha avuto un calo rispetto all'inizio della serie 2. E comunque me, sesto, Sì, è sesto, però all'inizio stava bello, cioè lo vedevo all'inizio pure quando giocavo in ladder, lo vedevo che lo prendevo molto molto spesso, adesso lo vedo che lo sto affrontando meno volte rispetto all'inizio. Cioè, allora, diciamo che si sono stabilizzati, diciamo che all'inizio secondo me erano un po' sparpagliati sti Pokémon, cioè non avevano ancora collocato, cioè non avevano ancora trovato la loro posizione esatta nel meta. Sì. Vedo che adesso tipo Iron Bundle e Flutterman sono saliti proprio in cima proprio alla classifica, capito, rispetto all'inizio. Secondo te li troveremo i quattro Pokémon della rovina al mondiale o se li terranno per l'anno prossimo? Allora, un discorso è, secondo me li troviamo direttamente a Londra. È capace. Addirittura secondo te ad aprile? Ma ad aprile cambia formato. E lo hanno già detto che cambia formato?
Sì, sì, mi sembra che la serie 2 era finiva a fine marzo. Sì, guarda, però non è detto su... perché in realtà, cioè sì, però okay. Nulla ti dice che la serie 3 non sia uguale nel regolamento alla serie 2, capito? Okay. Oddio, però tipo su Spade Scudo queste cose l'hanno fatte proprio quando sempre diverse. Cioè, hanno rifatto gli stessi formati quando poi erano arrivati alla fine. Dici solo alla fine hanno riconfermato che sì, serie sì. 11 tipo e serie 12 è la stessa cosa. Sì, solo alla fine, proprio quando erano arrivati proprio alla fine. Ma forse era più. No, 12 e 13 erano, però sì, comunque ci siamo capiti. Pure la serie 9, per esempio, uguale alla serie 7. Però poi ecco. Era una cosa. Cioè, comunque era passato. Cioè, dopo 3 anni di Spade Scudo, dopo comunque 2 anni e mezzo, comunque. Quanto è stato, ci sta che poi alcuni formati li ripetino, però qua siamo all'inizio, stiamo. Io ricordo che hanno ripetuto queste due cose, ma in realtà mi autocorreggo prima ancora che la faccia la chat, perché in realtà la 12 e la 13, se non sbaglio, la 12 è quella del mondiale e la 13 era quella addirittura con i misteriosi, quella super cazzola sì, incredibile. Sì, quella con i misteriosi era molto, sì, vabbè, for fun. La super cazzola incredibile. Però comunque, sì. Però comunque, ecco, il potrebbe starci di metterli ad aprile e... Beh, allora... Le cose, io adesso non so, tu sicuramente sei più informato di me su queste cose, per quanto riguarda tipo DLC, questione DLC, non so esattamente bene. Io so che devono fare una direct, mi sa, tipo, allora, sicuramente per il Pokémon Day il 27 Day. Faranno un annuncio di un DLC che ci aspettiamo esca a fine anno. Tra metà e fine anno, ma secondo me è più probabile fine secondo anno. Secondo te non esce prima del mondiale il DLC? No, allora potrebbero fare la combo come fecero con Spade e Scudo, quindi metterne uno piccolino a giugno, giusto con qualche mossa in più e tipo 100 Pokémon in più, ma quello grosso esce a novembre. Però certo, potrebbe essere una roadmap possibile. A aprile i Pokémon della rovina, a giugno i Pokémon, i 100 Pokémon nuovi che entrano nel Pokédex più 10 mosse nuove. Poi al mondiale quindi si usano questi e a fine anno per il VGC 2024 DLC 2, altri 100 Pokémon, un altro leggendario alla Urshifu per dire, o alla Calyrex, robe. Tra l'altro Urshifu mi pare che è presente nei dati di gioco, tra l'altro, su Scarlet e Violet, come non so. Allora sai che questo non lo so, questo non ne ho idea, però mi ricordano in chat una cosa importantissima, c'è un altro slot prima ancora di arrivare al DLC. I Pokémon di leggende Pokémon Arceus, amico mio. Ah, infatti quelli che fine hanno fatto. Ah, ma tu non sai niente? Io dove... ragazzi, ma allora raccontiamo a Pado di come il meta cambierà quando arriveranno. Allora, quelli sono nei dati di gioco e hanno reworkato tutte le mosse loro esclusive. Per... Io sapevo tipo Onda Schiante era di Basculin. E anche, Headlong Rush è di Ursaluna. Ma al di là di quello... Ah, Headlong Rush è di Arceus. Eh sì, Headlong Rush in realtà è di Ursaluna. Di Ursaluna? Sì, a parte che Ursaluna sarà il dio della Trick Room, cioè Rhyperior in confronto Succhia, perché Ursaluna quando sarà giocabile in Trick Room sarà tipo dio, ma non solo, ti dico che c'è Decidueye, che tra l'altro, ok, erba lotta, ma tanto può terra cristallizzare. E comunque Breloom già ha fatto bene con quel typing, che ha una mossa che si chiama Triplo Dardo, che ha il seguente effetto. Triplo allora, Dardo, okay. Sì, ha il 30% di farti flinciare, il 50% di dropparti di uno stadio a difesa speciale e il 50% di crittare. Porca nella miseria. Stessa mossa. Mamma mia. Cioè puoi prenderti, ma è tipo una tripletta, sì, è perché si chiama triplo dardo, esatto, quindi sono tre frecce, ognuna di loro idealmente ha un effetto secondario e possono capitare tutti e tre, quindi tu puoi prenderti flinch crit meno uno. Porca miseria, ma tipo quelle dei geni, quelle là invece io ho visto c'erano tipo delle mosse peculiari. Allora sì, ma mi pare che le abbiano fatte un pochino de merda. Motti ci guardiamo in diretta. Perché aspetta. Io mi ricordo che quella tipo di Tornadus era una mossa, l'ho vista in game su Arceus, era tipo una mossa che frizzava da aria volante. Motti ci guardo, aspetta, si chiama, vediamo la mossa, Wild Bolt Storm. E ha il 30%. Ok, allora la sua ha il 30%. Hanno 80% di accuracy, però, amico mio, eh? Oh, sì, possono missare. Sì, mi ricordo, e sì, hanno il 30% di frizzare, paralizzare, fare insomma effetti secondari. Ma hanno tutti. Il 30% di frizzare è una brutta allora, storia. Aspetta, che guardo se frizza effettivamente. Tornadus, mi dicevi? Sì, però so che su Arceus il frizz è diverso, quindi magari che lo. Se frizza, mi sento male. Vediamo un attimo, Bleakwind Storm.
Allora. Quella di Tornadus. Allora, aspetta. Frostbite, sì, ma a noi non interessa Frostbite. No, ok. 30% è ad area, ok? Sì. 30% di abbassare di uno stadio la velocità, una cagata. Ah, ok. Perché sì, mi ricordavo che su Arceus... Ma questo è su Arceus? Su Arceus aveva il Frostbite, ma come ti dicevo sono state tutte reworkate. Ok. Perché su Arceus c'è, non c'è proprio il freeze vero e proprio. Esatto. C'è il Frostbite, sì. Esatto. Okay. Intendevo. E niente, no, okay. Questa manda a meno 1 al 30%. Cioè, questa è tra le più morigerate, okay. In verità. E poi cosa c'è? Quella di Sneasler, che dovrebbe essere una mossa lotta, mi pare. Vediamo un po', non è Close Combat, Dire Claw, no, è una mossa Poison, sì, è questa qua. Vediamo, in generazione 9, ammazza. Questa è carina, eh. Questa qua, allora, la mossa di Sneasler ha 80 di base power. Ok. E ha il 50% di addormentarti, paralizzarti o avvelenarti. Beh, è una stab, brutta 80 storia. Base power, già il veleno brutta rompe un po' storia. Il cazzo, ma se anche, cioè se no, poi non sì, fosse sì. Veleno, cioè voglio dire, ti arriva una sleppa che ti paralizza o ti addormenta, pensare a una mossa che al 50% potrebbe, oddio non è il 50%, però che ha una percentuale specifica possa addormentarti e farti 80 base power in faccia su un Pokémon certo, così però... veloce... Perché ha... Ma questi qua tipo tu sai più o meno quando dovrebbero entrare? Non si sa. Cioè sono già nei dati di gioco. Okay, ogni momento è buono. Spalancati i cancelli di questa roba. Allora sicuramente ti direi che tra un mese è legale averli perché esce fuori Pokémon Home. In primavera hanno detto che esce. Ah è vero. Quindi vero. Diciamo... Ah, è vero sarà legato a Pokémon Home, sì. Ecco, io qua ti dico, per esempio, potrebbe essere più probabile, ora che ci penso, che a aprile si giochino quelli rispetto ai Pokémon della rovina. Che potrebbero essere i Pokémon del mondiale, magari senza un DLC a giugno, con un DLC direttamente a novembre. Cioè avere adesso per aprile i Pokémon di leggende Pokémon Arceus, per il mondiale Cien Pao e amici, e a fine anno poi i DLC. Potrebbe essere. Ma secondo me... I tapu oscuri se i tapu, se, no, sono quello sì. Sono i quattro sì. Tapu cattivi assolutamente sì perché alla fine c'è una pure la mossa peculiare sì il concetto è lo stesso sì il concetto è quello sì e quelli là secondo me al mondiale saranno giocati entro il mondiale e secondo te quelli centralizzeranno tanto? Beh non sono male sono dei bei Pokémon sono già io mi ricordo che prima che uscisse effettivamente il formato VGC ufficiale. Me lo ricordo che si giocava tutto. Si giocava un po' tutto, ok, Paradox anche quelli là. Mi ricordo che erano tutti e qua, allora, quelli magari meno usate era la Lumaca, anche se è quello più bellino secondo me. Se a me piace la Lumaca di legno lì, con le foglie, col fogliame. Wo-Chien mi pare che si chiama. Wo-Chien, sì, però era quello un po' meno utilizzato okay. Rispetto agli altri tre, perché mi ricordo che Shen Pao, che dovrebbe essere la tigre. Sì, poi okay. C'è Chiyu che è il pesce e Ling... Tuling, non mi ricordo come cazzo si chiami. Chiyu. Sì. Chiyu è il pesce. Chiyu è il pesce. Tinglu è il Tinglu vassoio. Tinglu è come si chiama. Il vassoio. Il wok. Sì, lui. È lui. Lui nei team tipo Gustav non era male il vassoio, perché comunque droppa l'attacco speciale, mi pare, dei Pokémon. Sì. Ok, sì, e poi ci sono difesa Smarble, speciale CU, sì. Attacco speciale. No, aspetta. Attacco speciale. Oddio, sì, mi sa che è proprio lui. Attacco e la Lumaca. Attacco e la Lumaca. Attacco speciale. Sì, attacco speciale il vassoio e poi c'è la difesa che è Cien Pao. Sì, sì. No, tipo Cien Pao mi ricordo si giocava molto in combo con Dragonite Band all'inizio. Perché c'era questo coso che droppava la difesa e Dragonite Chase Band che non si prende in team e cominciava ma infatti immaginati al contrario CU Fluttermane infatti pure cioè. CU Fluttermane era una combo bella utilizzata con sto Fluttermane che cominciava a tirare da Zingli Moonblast con questi Pokémon che venivano avevano la difesa speciale droppata in automatico capito quindi sicuramente influenzeranno il meta sicuramente CU e Cien Pao lo influenzeranno e secondo me il vassoio nei team difensivi ci sta bene comunque perché comunque droppa l'attacco speciale quindi è un po' una risposta a prepotenza diciamo, ok sì a CU Fluttermane comunque cioè contro bilancia il drop di CU con la drop di attacco speciale mi dicono in chat di ricordare che sono Cien Pao CU Wo-Chien e Vassoio Vassoio però
è vero, è proprio è la ciotolona e ti portano al wok. Com'è che si chiamano lì le tavole calde dove inzuppi la roba lì, shabu shabu, sì. Ma non solo, c'è anche quell'altro, il Madonna, non mi viene ora, me lo dire. È l'hot pot, bravi. L'hot pot, vai lì, ti portano Tinglu. No, Tinglu. Il catino. Arriva proprio lui. Sì, 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 e ci mangi dentro. E, comunque, Flavio, ti abbiamo tenuto qua quasi 40 minuti in ostaggio. Tu in questo momento avrai fatto 30.000 passi fuori, ti vediamo. Sì, ma si vede, io ho messo la web. Cioè sì, la web, sì, sì, ti vediamo, ti vediamo. La cosa del telefono. Sì, sì, stavi facendo fitness praticamente. Sì, sì. Sto facendo su e giù. Sì, sì, non ti rubiamo altro tempo, sei stato preziosissimo. No, tranquillo, è stato un piacere, poi vivo, cioè, mi diverto sempre quando si chiacchiera di Pokémon. Dai, sì, sì, sì. Oh, allora piacere. Poi spero che se dovessi avere notte insonni tu segua con noi l'internazionale, visto che no, non ma andrai lì. Io spero, sì, spero a forza di caffè di riuscire, ma sarebbe un'esperienza da c'è che vorrei fare, di rimanere sveglio tutta la notte a guardare anche film, perché vai sempre a giocarli. No, sì, ma quello è il discorso, una volta tanto te lo guardi. Sì, ma guarda, no, sicuramente seguirò il vostro streaming finché, diciamo, il corpo me lo consente, ok? Dai. Spero di riuscire a fare pure anche tutta la notte. Mo, forse riesco a organizzarmi con qualche amico qua a Roma se vuole fare nottata. Sì, tanto ci proviamo anche noi. Noi siamo con frequentatori di bar 24 ore, quindi qualcosa troviamo per... Bravi, per passare la notte e tenervi svegli. Esatto, per passare una... Esatto. Very good. Quindi è bello. Pado, allora esatto, ti abbraccio, ti auguro una buona serata e grazie anche mille per essere stato nostro ospite. Te lo mando così, non so se si vede, un grande abbraccio. Ti sì, vedissima. Grazie okay, mille. Perfetto. Grazie, ciao bello. Ciao. Ciao a tutti ragazzi della chat. Ciao a tutti. Bacetti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, un abbraccio a tutti. Ciao Fra. È stato un piacere avere Pado ospite, insomma un pluricampione, fa sempre bene allo spirito dell'attesa del torneo competitivo. Intanto siamo 3606 abbonati, 94 al sub goal. Sta per arrivare Francesco Pardini, con il quale ci dedicheremo all'analisi dei migliori team del formato. Già 2 ore di live, ragazzi, sono volato. Già 2 ore di live. Quindi davvero, quando si competitiva il tempo vola. Però abbiamo parlato di un sacco di belle cose e non avevo pensato alla questione della Protect. Non avevo pensato alla questione della Protect, che mi ha abbastanza svoltato, e la racconteremo anche all'internazionale, perché l'internazionale sicuramente avrà più collegamenti di stasera, quindi ci sono tantissime persone stasera nel pre-show, ma l'internazionale sarà molto più seguito. E non avevo pensato quindi a questo aneddoto della Protect, che invece va assolutamente raccontato a tutti. Perché Pado diceva, magari c'è qualcuno che si è collegato adesso e non lo ha sentito, che spesso la protezione si gioca in questo formato perché, essendo a liste aperte, se tu vedi un avversario con poche protect, giochi più a cuor leggero e sai che determinate slot non possono essere coperte e quindi vai abbastanza sereno in overpredict. Faccio un esempio stupido. Io ho un Pokémon acqua, Palafin, mettiamo, come abbiamo detto prima, che so che non può proteggere e so che se ne deve andare perché io ho un Pokémon elettro. Quindi il Pokémon elettro tirerà... Manisburre, ok? Manisburre dentro Trick Room tirerà una sleppa assurda a Palafin, va bene? Allora io in Switch In su Palafin ci devo mettere per forza qualcos'altro e ci metto King Gambit perché è l'unico che potrebbe reggere una mossa elettro. Ma io so che tu non puoi proteggere quella slot, quindi so che cambierai, quindi so che ci metti King Gambit, quindi ti faccio la mossa lotta. E quindi questa cosa va a inficiare negativamente la partita. Motivo per cui si mette la protezione, onde evitare di rendere palese che quello slot switcherà o comunque che quello slot non potrà proteggere e dovrà incassare il colpo. E insomma, importante tenerlo di conto che qui le Protect si giocano anche da un punto di vista di team building, per evitare di donare troppa serenità al mio avversario. Non ci avevo assolutamente pensato, però insomma questo è il motivo per il quale chiamiamo a supporto giocatori di spessore come Flavio Del Pidio. A questo punto, rapidamente, in attesa di Francesco, che a momenti dovrebbe essere qui, vi dico che abbiamo
come facciamo top 50, d'accordo? Senza motivare però, perché se no se vi faccio la top 50 raccontandovele, facciamo veramente le 5 di mattina. Grazie Dantri di 94 della sub. Pardo si è addormentato. No, il Pardo era a cena anche lui, ma stava tornando a casa. Allora, eravamo arrivati a Dondoso Tatsugiri, quindi poi abbiamo Garganacol, secondo me poco generosa. Ho detto che non avrei dovuto motivare, mannaggia a me, però vabbè, su Garganacol lo faccio, mi perdonerete. Poco generoso Garganacol in 22, nello slot 22. Perché in realtà Garganacol, secondo me, è molto più pericoloso. Molto più pericoloso. Francesco Sale, sì, proprio lui. Garganacol, anche se lo vediamo in 22esima posizione, mi aspetto di vederlo fare bene a Melbourne. È una risposta a tantissime cose. Non ultimo, crinelato. Crinelato davanti a Garganacol fa poco. Quindi, in realtà, ce lo vedo bene, tiene comunque grazie alla grande difesa anche grandi zanne che magari gli sta sopra se non è paleo attivato. È un bel Pokémon Garganacol. Garganacol è sceso moltissimo da inizio stagione 2 perché sono iniziati a girare Gastrodon e Goldengo Covert Cloak. Sicuramente la Covert Cloak è importante come contromisura su Garganacol perché l'anonimanto ti toglie gli effetti secondari delle mosse, quindi in sostanza non parte l'effetto secondario di sottosale. In ogni caso rimane secondo me un Pokémon che farà bene. Grazie a Lollicheschi che si abbona per il 21esimo. Ciao ragazzi, buona serata e buona stream. Garganacol quindi 22esimo. 23esimo posto per Grimmsnarl, Screensetter, non devo motivare, l'ho già detto, vaffanculo, stai zitto, Saidonia. Garchomp 24, 25esimo posto per Tyranitar, 26esimo posto per Gastrodon, Mausold, Coda Urlante, Meowscarada sceso tantissimo. Guardate, facciamo un attimo un paragone. Stagione 2 in doppio. Meowscarada era al secondo posto. Adesso 27. Lo hanno nerfato. 29. Lo hanno nerfato molto i paradossi. Palafin, 30esimo posto, visto prima grazie alla pick di Flavio. Intanto vi rimetto finché non arriva il Pardo. 31esimo per Scizor, 32esimo Baxcalibur, Farigiraf, Trick Room Setter che andava molto forte, secondo me anche Farigiraf facendo un'analisi comparativa in stagione 2, dovrebbe essere più alto, vediamo un po', in realtà no, mi sta dando poco ragione qui l'analisi comparativa perché Farigiraf era al 29esimo, l'ho percepito più in alto come Trick Room Setter, forse perché nell'ultimo periodo si vedevano tanti Ariama Farigiraf, però in realtà è cambiato poco per lui, ha perso 4 posizioni. Volcarona 34esimo posto, un signor redirector. Peliper, Pel di Sabbia, Sandy Shocks in inglese, molto più bello il nome inglese secondo me, che vedremo anche nelle nostre analisi sui team più forti, perché ci sono dei team con Sandy Shocks che hanno fatto bene. Gothitelle, l'amica della trap, non della trap musicale, ma dell'intrappolamento dei Pokémon avversari in combo magari con l'ultimo canto. E Fake Outer, altro Fake Outer del meta, quindi Bruciapelo, Mimikyu, che può mettere e togliere la cera e la Trick Room. Eroe Ferreo, 39esimo posto, e come vi dicevo, vediamo se ho ragione, Wild Guard User, eccolo qua, Bodyguard, al 33,1%, quindi anche lui, qualora dovessimo trovarlo come picca esotica, potrebbe avere accesso a Bodyguard, grazie a Alexros del 15esimo mese di sub. 40esimo, Hydreigon, anche Hydreigon è un altro dei castratissimi, questo ne sono sicuro, di stagione 2, guardate un po', decimo posto per Hydreigon nella scorsa stagione e qui invece 40esimo, ma perché Luna Ruggente esiste e di fatto Hydreigon non è che un Luna Ruggente con meno cattiveria, quindi insomma Luna Ruggente sta su. Glimmora 41esimo posto, usato da Francesco Pardini per il suo terzo posto al regionale. Ma Levitate, lo so che ha Levitate ragazzi, ma l'utility
che ti fornisce Luna Ruggente è superiore soprattutto a parità del fatto che può boostarsi con la paleoattivazione e lo sfruttamento di acrobazia. In sostanza il concetto è che con capsula utilizzata e terra volante, acrobazia di Luna Ruggente è più o meno la stessa cosa che puoi ottenere con il Draco Meteor, con Draco Meteora, si chiama? Cazzo si chiama? Drago Bolide, di iDragon, ma crittando. In più c'è la Tailwind, che tutti e due hanno, ma è più veloce Luna Ruggente. Quindi, insomma, non ci sono motivi per preferire iDragon a Luna Ruggente in questo meta. Glimmora, Aboma, Snow, ci sono dei team Snow che hanno fatto bene, non si chiama più Hail. Collo Ferreo l'ho trovato contro qualche giorno fa in Battle Spot e gli ho riso in faccia. Corviknight, 44esimo posto, Cerulege, Rotom, Dragapult, Hatterene, Sableye, Gyarados, e qui siamo veramente in anything goes, ragazzi. Per quanto Ariyama si trovicchia, Ariyama l'ho trovicchiato in giro, non tantissimo, ma non avrei detto 65esimo posto. Houndstone, Vaporeon, Flamigo che copia le statistiche, Klefki, boh, perché non riesce a entrare in casa, Earthworm per l'assorbimento del tipo terra, Scovillain per la sua mossa peculiare, spruzzo di cazzo, com'è che si chiama, essenza piccante. E insomma, qui vabbè, siamo veramente nell'area oscura di YouTube, direbbero internauti di altri tempi. Ma amici, ci siamo. Francesco Pardini c'è, vediamo se è online. Ok, ancora no, io gli dico di collegarsi e ci andiamo a gustare i team migliori. Ci sono, collegati su Discord quando vuoi. Allora, passiamo a Teamapolis. Dalla posizione 50 in poi sono gli Stranger Team di Pardini, sono d'accordo Didone. Allora, eccoci qua. Mi sposto un po' con la cam, graziaissimo della sub, mi sposto un po' con la cam, ecco qua, così ce li guardiamo tutti bene questi team. Grandissimo Wolfie Glick, che è un uomo dalle mille risorse, ma poi per condividere il rental team si fa una foto alla Switch, anziché fare la screenshot. Wolfie Glick che vince, come vi dicevo prima, il più grande torneo della storia di Pokémon con oltre 750 partecipanti, se non ricordo male. Un team in pieno stile Wolfie Glick, quindi con lo sfruttamento della Perish Song, dell'ultimo canto. L'ultimo canto, per chi non lo ricordasse, è uno strumento che uccide i Pokémon in campo che sentono la mossa, sentono il canto nefasto, in tre turni, compresa la squadra degli utilizzatori. Il punto è che questo team ha l'obiettivo di tenerti intrappolato dentro al campo attraverso lo Shadow Tag, il pedinombra di Gotytel. Se non sei di tipo spettro non puoi switchare, quindi all'ultimo turno di ultimo canto, mentre Wolfie Glick andrà a cambiare i Pokémon in gara, tu non lo potrai fare e perderai. Ti rispondo subito, Fra. Finisco un attimo la frase perché se no mi perdo. Un team che quindi, come vedete, monta tante Perish Song, la vediamo sia su Coda Urlante che su Crinialato, e che poi intorno, guardate un po', si vede subito, si intuisce subito la ricetta di questo piatto, ci mette le spezie mitiganti. Amoongus, Palafin, Arcanine, delle spugne. Gotytel ti intrappola e ti rallenta e c'hai il Pulse per curare. Amoongus redirecta, ti addormenta e c'ha Pollen Puff per curare. Palafin, che cosa fa Palafin? Palafin si trasforma, diventa grosso, tantissima base stat e quindi comincia a essere appunto una spugna di botte. Arcanine, Will-O-Wisp, prepotenza,
Safety goggles non può essere addormentato, non può essere redirettato, quindi mette il Will-O-Wisp dove vuole. E insomma, grazie intanto a Simobet per la sub. È un team disable, tra l'altro, che è inibitore in italiano di coda urlante, che ti toglie la possibilità di rispondere con determinate mosse alla combo di Wolfie Glick. Fluttermane, che comunque, nonostante sia un perish user, lo ricordiamo dai tempi, insomma, di Politoed, che Wolfie Glick è innamorato di questa strategia, a differenza di Politoed ti minaccia con dei Moonblast, con dei Forza Lunare e delle Palle Ombra che ti spaccano il culo. Quindi, insomma, un Pokémon che sì, fa ultimo canto, ma fa anche tante altre cose. Coda urlante comunque schifo non fa, ha quella carineria che sui Pokémon non resistor i danni li prende. Teratipi non proprio esotici, anzi sono abbastanza standard. Amoongus monta il tipo buio per non essere tauntato e magari anche per non prendersi vasta energia in mezzo ai coglioni. Un Fluttermane erba che non deve dormire e non deve essere redirettato. Ok, ci sei, ti chiamo Pardo. E una Terra Acqua Arcanine che abbiamo già visto prima essere capace. Oh mio Dio, cosa ho fatto? Aspettate un attimo. Ok, che lo devo chiamare, ma da di qua. Ah, eccolo qua il Pardo. Mi senti te? Sì. Fantastico. Allora, dammi un secondo che ti mounto in scena. Mi mounti. Ti mounto tutto in scena, amico mio. Allora, come stai intanto? Bene, bene, bene. Il Val Dobbiate ne scorre potente in me. Ah, sì, sei sì, bello briao? No, no, briao no, signor Twitch. No, no, felice. Felice, contento. Sei felice di come i Pokémon stanno andando, di come questo metagame si stia evolvendo, vero? Gasatissimo, no? Gasatissimo. Scherzi a parte, ti stai divertendo. No, 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 questo è il miglior metagame da molti anni a questa parte. Ho introdotto quindi la live con la stessa frase. Hai visto? Ti do ragione, intanto ti sto sistemando. Non sono ciao ragazzi, stavo seguendo il panel sul team di Wolfie Glick, benvenuti. Beh, ma ne abbiamo tanti, io ne ho 10 da vedere, quindi preparati. Benvenuti, benvenuta a me, cioè, voi c'eravate già. Sì, eccoci qua. Abbiamo benvenuto il me stesso. Però ti vedo fermo immobile, ma è possibile? Ok, ora ti vedo, niente, scherzavo. Eccoti qua, ci siamo tutti e due. Stavo raccontando di questo team di Wolfie Glick, poi insomma avremo modo di... Eccoti, bellissimo. Avremo modo di chiacchierare di questo team anche successivamente durante gli internazionali di Melbourne, ma in linea di massima, dimmi se sei d'accordo con l'analisi, è un Perish Song team con tanti mitigator di danni attorno e però comunque la prepotenza a livello di danni che fornisce la Serie 2 con pedine come Fluttermane, come Crinalato. Sì, nello specifico, allora io ti racconto un aneddoto. Quando ho visto questo team, al terzo Wolfie è stato streamato a round 4 ad Orlando contro Chong Junpeng, insomma un giocatore cinese in grandissima rampa di lancio. Ok. E ha perso. Forse anch'io mi sono lasciato un po' prendere, no, dal risultato quando mi sono sentito con Asuya, nello specifico, e con Cicciot. Ho detto, la wolfata. Io ho fatto un team di Wolfie, non mi fa impazzire, cioè onestamente non mi piace, non ho, come dire, timore, no, a dirlo, dato che poi ha vinto, ma perché non avevo capito dove stava secondo me il segreto di Pulcinella. Okay. È tutto su Screamtail, l'ho capito particolarmente bene poi quando ci ho fatto, insomma, un video quando l'ho giocato per la prima volta. Chiaramente. Perché il problema è che Screamtail è il Perish Song perfetto. È veramente il Perish Song perfetto per un team come questo, per Gotytail, perché in un meta, perfetto per questo meta, no? Certo. C'è il buio è Roaring Moon. Sì, sì, e quindi ti copre chi ammazza Gotytail, ti garantisce che trappi. Sì, ma non, cioè, non solo. Allora, vedila un po' come la seggiola del Papa, questo team. Cioè, ci sono veramente, sì, ci sono delle dinamiche di collegamento a doppio filo, orizzontali, verticali e diagonali. Okay. per quartetti e poi si gioca appunto in 4 VGC. Certo. E questa è una cosa fenomenale perché Screamtail, che è veloce, ha delle difese. Screamtail è un Cresselia, praticamente. Sì, sì, vero, hai ragione, però non fa danno. Play Rough
perché ha degli attacchi che veramente ti fanno cagare. Play Rough però ti fa il one hit KO su Roaring Moon. Sono l'unico sul quale serve. È vero. Perché è 4 per e Roaring Moon ha 73 in difesa, in statistica base difesa. Quindi... E inoltre, mossa sottovalutatissima, ma che in Perish fa una differenza enorme, è Disable. È quello che dicevo prima. Perché Disable... cioè, tu quando lotti contro questo team devi lottare con non avere Pokémon che vanno via. No, non puoi switchare. Quello che non ti fa switchare c'ha anche un fake out, quindi già uno dei due te lo se togli. Se non hai in Didi. Peraltro, però se metti in Didi hai messo già un corpo morto che non può che rimane lì. Che niente fa che rimane lì. Se ci metti il buio 90 volte su 100, a meno che tu non sia insomma uno che fa una scelta esotica, e Roaring Moon e Play Rough te lo distrugge. Se hai magari... E quindi magari ti baita anche la terra cristallizzazione, cioè ti costringe a farlo volante. Ti costringe a farlo volante. E se tu hai un qualcosa che può funzionare bene, so, un Volt Switch su Ariama per andare via, uno U-Turn, ok? Su Ariama. Tu sei uno di quelli che chiama gli Iron Hands, Ariama... Sì, Delibird, sì. Ok. Beh, del resto, caro Francesco, sono uno che nel 2023 ha comprato la fabbrica dei Pokémon, quindi voglio dire... Oddio! Non potevo, è il mio TFR. E quindi lui ti fa Protect e Disable. Sì. Cioè, capite? Quindi ti fotte. Poi se lo gioca Wolfie Glick. Quindi cioè, è un team che in realtà poi lo guardo e dico bomba a mano. Cioè, e ti aspetti proprio... di trovarlo anche a Melbourne? In realtà non lo so, ti dico la verità, perché... È un po' un one trick pony, secondo te? Cioè, una volta che si è raccontato così bene avrà troppi counter? Secondo me sì, poi magari c'è qualcuno che lo porterà... A fare meglio. Che lo porterà in qualche variante, ok? Però diciamo che, non per dire delle ovvietà, cioè bisogna... Lo diceva prima Didi in chat, cioè bisogna giocare sempre con un Calm Mind a più 6 qui, cioè lo deve giocare Wolfie Glick. Non è un team, secondo me... Semplice. Cioè, te lo può portare uno che magari dice, sono alle prime armi, ti porto un team di Wolfie, però allora per definizione non è esperto e non ci arriva in fondo. Chi sa già giochicchiare, secondo me, non ti va. Cioè un cast... Io non lo giocherei mai. Non ti vanno a fare un torneo con un team di Wolfie, ma... già fatto, capito? No, io non lo giocherei per l'altro motivo, perché non mi sento abbastanza esperto, però capisco quello che dici, cioè questo team visto dalla mia prospettiva è un no, non ho voglia di ragionare così tanto ogni singolo turno, perché è quello che devi fare qua. E poi, siccome è molto importante la lead che porti dietro, per definizione, proprio più che mai in questo team, cioè mi dà l'idea che Wolfie lo sa bene perché l'ha creato lui, chi non ha creato il team... Cioè, a meno che Wolfie non prenda e non lo coachi, difficilmente, secondo me, può riuscire in tempi brevi a... Wolfie non ci sarà, vero? No. Penso di no, assolutamente. Senti, vuoi passare al prossimo? Come vuoi, live tua, tu e... Allora, passiamo al prossimo team, che ti racconto essere il team di Hirofumi Kimura... Che è arrivato. Ok, ho già capito allora. Ok, è in giapponese, quello ma tanto. Con Armor Rouge. Bravissimo. No, ce l'ho in italiano. Perfetto. Se puoi. Ah, ok, ma non preoccupare. Se hai il rental code. 10 centimetri a. Sì, se vuoi te lo do. E allora passami l'immagine, se ce l'hai su Discord, che la mettiamo. Ma intanto, Io ti dico che conosco le mosse che ci sono qui. Ho giocato in live questo team versione 1.0 oggi. Perché quello di Hirofumi Kimura è evoluzione di un team. Me l'hai già mandato? No, okay. Vuoi il codice? No, è l'immagine. O vuoi l'immagine? Ce l'hai. L'immagine, sì, se ce l'hai. Allora, comunque, io ti mando. Intanto lo faccio vedere, intanto che tu lo mandi. Certo. Abbiamo... Questo è un team diverso, perché quello che ti mando io non ha sotto il guscio su Arma Rouge, ma ha fuoco ardore. Ecco. Qui abbiamo Sacco Ferreo, Terra Ghost. Ci sta per non prendere fake out. Esattamente, per evitare il fake out, per evitare quindi di essere colpito proprio dal Gotitel di qui sopra oppure da Iron Hands. Abbiamo Grandi Zanne che monta il terremoto, quindi è diverso dal mio. Abbiamo un Utility Mondragonite, vedete che ha il Vortighiaccio là sotto. E però il tuo ha Aqua Jet per triggerare VP mio... sotto il guscio. Esattamente, ha Aqua Jet e in più ha colpo basso. E pensa che quella normale breccia. Non è breccia.
Dovrebbe essere colpo basso, non breccia. Sono sicuro è breccia. È breccia, ok. E poi l'ultima normale non è Extreme Speed, è Terra Blast. Aspetta, forse ho parlato troppo presto, fammi vedere. No, il tuo è colpo basso, il mio è breccia. Ok. E ti dicevo, la normale di quel Dragonite è Terra Blast. Sì, è Terra una Blast. Volante. Invece la versione che ti ho mandato io è una versione... Tu hai una versione da Battlespot. E infatti è il primo team in Battlespot questo, attualmente. Sì, tu hai la versione da Battlespot, io ho la versione a torneo. Lui ha preso un team da Battlespot. Ok, ce torneo. L'abbiamo. Aspetta che lo monto subito adesso. Vai, vai. Lui ha preso un team da torneo, ha fatto la versione da Battlespot. Eccolo. Lui gli ha dato il pizzico di Best of Oneness. Infatti non vediamo neanche il vortighiaccio su Dragonite, che serve, lo ricordo, per togliere i campi. Sì, tanto ce l'ha su grandi zanne. Esattamente. E ha White Guard su... In questa versione sì. Un piccolo racconto su Indeedee Armarouge, mi permetto, visto che, come spiegavo ai ragazzi, questa volta non ho fatto semplicemente il ripassone prima dell'evento, ma in realtà ho giocato regolarmente anche in questa ti ho visto ultimamente. Bene. In questa season sono circa millesimo, che non è un grandissimo punteggio, però comunque sono millesimo. Non è scontato. In Battlespot con credo 25 vittorie, tipo 10 sconfitte, una cosa del genere, dovrebbe essere un rating simile. E Indeedee Armarouge sono una coppia stronza per due motivi. Il primo è facilmente intuibile, ovvero che fanno male perché ti mettono la Trick Room, o te la mette uno sfruttando il follow me del compagno, o te la mette l'altro mentre c'è il bodyguard di Armarouge che magari va a bloccare un terremoto, come vi spiegavo prima, una frana che vuole cercare di far flinciare, visto il bug che affligge Indeedee e che gli permette di utilizzare Distorto Zona. Ma l'altro e secondo me più importante motivo per il quale Indeedee e Armarouge sono in culiferi è per il famoso effetto Shedinja, cioè il condizionamento che comportano in fase di team preview. È incredibile, io sto giocando adesso questo team con il quale peraltro Dave Cognetta ha fatto nono posto in Battlespot qualche settimana fa, che ha Indeedee, Armarouge, Torkoal e i tre Paradox più giocati, praticamente, che sono Crini Alato, Grandi Zanne e Luna Ruggente. E nonostante è palese che la lead più funzionale il 90% delle volte sia Luna Ruggente, Crini Alato o Luna Ruggente, Grandi Zanne, ok? Con Torkoal in the back che mi va poi a dare pressione, l'80% dei giocatori risponderà comunque a Indeedee Armarouge e si troverà di merda turno 1. Perché è quel tipo di lead che tu non puoi non prendere in considerazione, perché il pensiero che hai, in Best of One in particolare, ma mi rendo conto che comunque in Best of Three si tratterebbe di un game 1, è: se non rispondo a Armarouge Indeedee, ho perso. E quindi che cazzo faccio? Allora io lo chiamo l'effetto scemo del villaggio. Cioè, giustamente. No, guarda, è una cosa seria. Nel senso... Ok. Noi tutti, quando chiaramente vediamo una core predominante, facciamo una lead anche quasi per giustificare noi stessi, certo, di non perdere dalla cosa più facile. Non ci vogliamo sentire scemi. Ah, ok. E quindi, ho capito perché lo dici. Indeedee Armarouge o incazzo scimmia topi. Sì, bravo. Ok. Tu, se li incontri, sicuro come il pane, fai la lead che non perde da Indeedee Armarouge. Oppure non fai la lead che... secondo te è meglio contro. Motivo per il quale, e tu dirai, vabbè, però allora lista aperta in un torneo Indeedee Armarouge o Mousehold a Nileip perdono di efficacia. Al contrario, perché lì no, l'arma in più che hanno a quel livello, oserei dire, è il fatto che il giocatore bravo sa che tu partirai in una certa maniera. Certo. Quindi hanno un intrinseco overall competitivo in un torneo, perché se io in team preview ti offro Saccoferro, Grandi Zanne, Dragonite, Indeedee Armarouge, King Gambit, te mi fai la lead che mi vuol counterare Indeedee Armarouge. Sì, punto. Sì. Cioè non è che forzano la lead, esatto, MTP, in maniera paurosa. Però sai, forzi una lead spesso e volentieri con la presenza di un buio che dovrebbe assorbire vasta energia, ma io ti metto Fluttermane. Esatto, e quindi parte il discorso contro lead e si va, quindi in pratica si va a giocare in predict sin dalla team preview. Bravo. E spesso e volentieri poi questo team secondo me è ancora più pericoloso, perché King Gambit insieme a Indeedee Armarouge è ottimo, perché il giocatore medio, ma giustamente uno che ha le prime armi, pensa che magari uno Snarl sia sufficiente intanto per poter... Intanto arriva King Gambit, fa Defiant. E magari...
E lo Snarl poi spesso e volentieri in questo meta coincide con Arcanine, che è l'intimidate, quindi magari l'avversario parte in Diddy King Gambit. E poi ricordavo con Flavio Delpidio che Arma Rouge si usa anche Weakness Policy. Ah, è già passato Fla? Sì, Flavio è passato prima di te. Ah, grande, grande, grande. Quindi Arma Rouge in realtà lo Snarl neanche più lo teme così tanto per via del fatto che con la pulizia dei deboli andrebbe a più. In quel set che tu mi facevi vedere prima, sì, di Kimura, sì. Certo, certo, però quelli, diciamo, il set con senza fuoco ardore è da best of one, è da Battlespot. Insomma, i giapponesi ce l'hanno di voler arrivare primi in Battlespot. Sì, sì, sì. È la loro mutaggio. Da certezza. A noi invece piacciono i tornei. E vogliono, capito? Esatto, l'indichino, la VP. E quindi lì lui ha una chiave in più perché possono fare Snarl, possono prendere Snarl senza dover fare Whiteguard, no? Sì, sì. E poi vabbè, sì, con Dragonite, Acqua Jet. Lì fanno Follow Me, Trick Room e la volta dopo Whiteguard, perdonami, Vasta Energia, Vasta Energia, Vasta Energia, Vasta Energia e vaffanculo. Quindi... Sì, no, e poi cioè, fa dei danni anche chiaramente su roba resistente che ragazzi... Fun fact, Expanding Force fortunatamente è l'unico, ciao Beo, fun fact che Expanding Force è l'unico a prenderla qua è sì, Armor Rouge. È vero. Perché, meno male, perché se no se ci avesse avuta in Didi sarebbe stato un problema grosso. Ha sì, barattato sì. Expanding Force con Trick Room. Quindi è andata meglio a Indeedee in realtà, va bene così. Eh sì, perché il Redirector che può farti anche Trick Room. Ah, io te l'ho detto, anzi non te l'ho detto a te, lo dicevo ai ragazzi. Credo di aver switchato a un certo punto la qualità del mio win rate quando ho cominciato a capire che non necessariamente devo fare Follow Me Trick Room, ma anche Whiteguard Trick Room. Lì la Trick Room ha cominciato a entrare sempre, anche se, e qui do merito proprio al tuo coaching, la vera forza di questo team è capire quando non usare Indie di Arma Rouge. Ed è lì che io vinco. Come dicevo prima, quando forzo un'altra lead, in Didi Arma Rouge non ci sono neanche. Fai una prova, prossima volta che fai una sessione di battle, ti giochi in Didi Arma Rouge. Mettili dietro. Tra 20 minuti. Mettili dietro. Sì. E fai l'anti-lead dell'anti-lead. Perché sì, tanto loro... Se hanno Fluttermane, cioè, ora magari Fluttermane non è un'azione in Didi, però se hanno Roaring Moon, se ti leadano così, sì, tu sì, leada generale, Deli Bird, poi dietro. Sì, in sì, ma io guarda, neanche li porto quando faccio in quel modo, cioè quando faccio in quel modo e vedo che loro hanno risposte a Indie Arma Rouge, io porto tutt'altro, ti ho detto, la lead base è Luna Ruggente e accanto o Grandi Zanne se c'è Arcanine oppure Fluttermane in ogni altro caso, dietro c'è Torkoal che dà supporto, peraltro il mio Torkoal ha anche Helping Hand, quindi permette bellino di fare cosine in più, e chiaramente invece con Arma Rouge Indeedee va a fare Eruption, va è, a fare è ancora questo effetto più cattivo su, capito? Scimmia, su scimmie sì, topi. Topini, che però abbiamo visto, mentre la scimmia è quindicesima in usage, i topini sono scesi al 27° posto, quindi hanno ricevuto un grande downgrade, ma comunque guarda, fanno bene. Più che altro ragionavo con Pero, che insomma è uno che ne capisce, mi sembra, di questo metagame di Pokémon, di Pokémon in generale, che paradossalmente secondo lui e anche secondo Banfox, secondo Lea, in questa Series 2, nonostante ci siano tanti Pokémon veloci e ci sia Fluttermane, quindi ci sia roba anche che è in grado di andare oltre, sì, in cazzo scimmia e tutto, sono comunque ancora forse più forti. Proprio perché riescano a setuppare poi meglio su tutto il resto. Quindi è vero, vedremo. Abbiamo poi il prossimo team, che è un team buildato da Alex Underhill, che abbiamo visto più volte sotto le luci dei nostri riflettori, ma poi giocato da tal Justin, che ha vinto uno dei 1.000 miliardi di tornei Nigno Bros, che sono dei tornei che vengono organizzati online dalla community. Un team particolare, come potete vedere, che monta Palafin dentro e che vede il mio preferito del metagame, che è Arcanine. E lo dico da persona che non gioca Arcanine. Io l'ho precisato precedentemente, ma lo dico anche davanti a te, per me Arcanine sarà il Pokémon di Melbourne. Perché Arcanine lo sto vedendo molto bene in tantissime situazioni, è il gran rompicoglioni attorno al quale fai fatica a girare.
Arcanine è l'insignito di questa Series 2. Ecco, bravo, l'ha detto anche Pado. Cioè, non... Ah, mi fa piacere. Stesso commento, ha detto proprio, stesso commento. Quindi, Arcanine con Terra normale per boostare come Dragonite l'Extreme Speed, l'Urlo Rabbia per mitigare i danni di eventuali Armarusi Indidi, di eventuali Flutter Mane, la protezione che sta sempre bene, vediamo anche qui, insomma, 5 Protect su 6. Poi abbiamo Gotytail, che in questo caso ha comunque la possibilità di fare poggio e buca con la Perishsong, un po' meno preponderante ma presente, con Flutter Mane in quinta posizione. Abbiamo anche il Cura Pulsar, che comunque con un Palafin, per esempio, con un Iron Hands, con dei Pokémon che non muoiono alla prima hit, può riportarteli in gara dopo che hanno sofferto. Abbiamo Amoongus, Terra Buio per evitare i Taunt e le mosse Psico, appunto abbiamo detto prima che una vasta energia spaventa Amoongus fuori dalla Trick Room, ma non lo fa se diventi Terra Buio, set praticamente classico con Mental Herb, quindi praticamente ha due resistenze al Taunt questo Amoongus, è proprio intauntabile. Palafin con Mystic Water, strumento che abbiamo visto al 67% sul Pokémon, ma praticamente facciamo anche 100. Protect, Onda Schianto, Pugno Jet e Zuffa, classico Terra Water. Poi abbiamo Flutter Mane, crinelato Terra Erba, che ti va a togliere il potere della Redirection e te lo rende inaddormentabile. Con... Questo è Team di Water, è stato tolto, sì. Il Jigglypuff è stato messo. Sì. Con Forza Lunare, Perishsong, Protezione e Shadow Ball. E poi abbiamo in ultimo, ma non meno importante, Manisburre, che ha la Terra Erba anche lui, qui per magari non prendersi in faccia degli Headlong Rush di Grandi Zanne. È per Amoongus, per non essere wallato proprio da Amoongus. Per non essere wallato da Amoongus, per non farlo addormentare, non farlo ridirettare. Con Zuffa, Heavy Slam, che non ho visto spessissimo su di lui. No, è vero. Sono però curioso è buono... dello usage, te lo dico subito. Lo usage è buono per Flutter Mane. Di Heavy Slam su Hariyama del futuro, quindi Mano Ferrea, è 18%, quindi sì, poco utilizzato. Invertivolt, che invece sta salendo molto perché ti permette un repositioning con comunque un dannetto. E ovviamente il bruciapelo a supporto la Assault Vest per migliorare la sua difesa speciale e renderlo una altra spugnetta, come dicevamo prima. Vod Switch, chiaro, è utile per riciclarsi il fake out, per pulirsi un intimate, certo. Nonché è molto utile dati tantissimi Gotytail, e io infatti è lì che ti voglio far andare a parare. Guardando la top 32 di Orlando, la sorpresa più grande personalmente, ma fino a un certo punto, perché lo switch è molto importante in questo meta, dato che è un meta molto salutare dove non si preme il bottone rosso e non si spacca tutto anche con quest'altra cosa che ho detto con... quindi il repositioning laddove c'è vuol dire che è un bel meta, e qui chiaramente Gotytail. Lo sai quanti Gotytail su 32 ci sono stati a Orlando? No, non te lo dico, te lo dico dopo. Lo sai quanti ce ne sono stati di Arcanine? No, Arcanine abbiamo detto 10. Tanti, i Gotytail ce ne sono stati 11. Davvero? Te lo giuro. Quindi per farti capire, e dire che Gotytail non utilizzati per far perish è 37esimo. Sì, no, infatti. Ok. Ma se ti posso dare un consiglio, Pikalytics, il campione statistico di Pikalytics è fatto chiaramente di tante persone. Fortunatamente noi viviamo, insomma, in un momento dove il competitivo Pokémon è di sempre maggiore espansione, però poi tornei è diversa la zolfa. Certo. 11 Gotytail, e fra tutti a me per esempio è piaciuto moltissimo il team di Brendan Zhang, un trap team perché c'è la musica. Anche io sì, ho fatto questa battutaccia da vecchio, sì. Benissimo, esatto. Ogni tanto le dobbiamo, siamo un po' i Jerry Scotti, no? Sì, esatto. E appunto Brute Bone, Arcanine, Gotytail, Gastro, Sylveon, Armurouge. Quindi Armurouge senza Indie, cioè di Gotytail ce n'è, c'è quel Nick Navarre che ha giocato un team simile a quello che stai facendo vedere, ma con il sacco sopra nella slot water, okay. Al posto del delfino, sacco di botte. Justin
sacco di botto, sacco di merda, dipende. Sacco di Justin merda. Curry, cioè tutta gente ah, ha vogliamo fatto 8-2, rendere canonico che dentro abbia la merda? Cioè questa è la nostra storyline no, di Melbourne? No, no, si è cagato addosso. Bene, no, cioè, no. Sacco oddio, ferreo se dentro. Fare blues, sì. Vabbè, allora, vorrei fare news, sì. Ma, ok, allora è ufficiale. Un sacco di merda, e, vabbè. E quindi, insomma, ci sono i Gothitelle, per trappare ci sono Giovanni Costa, Gothitelle. Cioè, per dirti, in top 32 Orlando c'erano 10 Among Us, 12 Iron Bundle, Madonna. 11 Gothitelle. Cioè, è assurdo che Iron Bundle 8 Talon e Gothitelle... Flame. 8 sì, sì. Talon Flame. Sì, che sta 17esimo, cioè, in teoria. Hai capito? Poi ha vinto il Jigglypuff, lo Screaming Tail, che era l'unico sì. su 785. Chiaro, no? Cioè, alla fine... sacco però, merde. Sacco merde. Sacco esatto, merde mi piace. Andiamo avanti, vediamoci un altro team. Beh. Oh, andiamo, Learn to andiamo, Play. Andiamo. Allora, no, scusami non... se mi sono dilungato, ma... No, ma va, ma va. Gothitelle sì, era una... Posta. Era una threat. Allora, non ricordo... Why Gothitelle is a threat. Questo... Ah, ok, questo era semplicemente un mio esempio, non è un team che ha vinto alcunché, ma era per far vedere la compresenza dei due grandi mitigator che sono Garganacle e Arcanine, che talvolta in team insieme rompono veramente le palle. Io quando li trovo contro smatto e voglio spaccare la Switch. Perché Arcanine ti toglie potenziale speciale, Garganacle ti offre una wallanza fisica di tutto rispetto, in più hai il White Guard per evitare le mosse ad area, hai il Recover che ti riporta su il Pokémon e c'ha pure Salt Cure, che Pardo ha usato nel team che lo ha fatto arrivare terzo, se non mi ricordo male, era uno dei dot dei quali avevi insomma a disposizione. E quindi ti sfiancano con confermo. Il tempo. Io con il mio team sono capace, in senso negativo, di crepare di dot davanti a Arcanine Garganacle. Magari in 10 turni, altro, ma non gli faccio niente. Qui serve particolarmente anche come rinforzino anti-Dondozo. Sì, okay? Certo. Perché non ha un piano solido contro Dondozo questo team. E Cleasmog non possiamo pensare di essere non ottimisti basta. Che sia sufficiente. Anche perché dipende, può bastare contro chi magari non ha sub, ma contro chi ha sub non è sufficiente, quindi... E Garganacle in questo aiuta, perché aiuta. Inoltre Wildguard in questo meta, sia Series 1 che Series 2, sembra essere particolarmente buono. E poi, vabbè, parliamo di un Pokémon che ha un ottimo switch su Among Us, poiché ha Purifying Salt, che quindi non può essere addormentato, non può prendere mosse di status, giusto. E poi ha questo Salt Cure abbastanza indecente. In questa Series 2, fun fact, prima usava Terracristallizzarlo in altre tipologie, magari tipologia erba, perché c'era Meoscarada, sparito Meoscarada, qui, comparso Fluttermane, lo si va a Terracristallizzare Ghost, che... Grazie a Purifying prende Salt per di uno. Fatto perde la debolezza sì, sì. Ghost, perché Purifying Salt gli hanno voluto far fare anche il caffè a questa abilità, fa sì anche che Garganacle prenda mosse, danno dimezzato a mosse tipo spettro. Mosse spettro, quindi lui diventa spettro, ma non è debole a spettro. Attenzione quindi, alla sì, è tecchina. Discretamente un ditino. Attenzione alla tecchina morso stretto Jadlock. Rorimmon, che ti ricordo bravissimo. Trappa. Va a trappare, quindi... Trappa anche Rorimmon. Trappa anche Rorimmon, perché ve la dovete immaginare come una mossa che vede Rorimmon di mordere, esatto. Esatto, mordere fino alla morte l'avversario, quindi uno dei due dovrà morire, altrimenti l'altro non se ne può andare. E quindi sì, morso stretto, trappa l'utilizzatore e il bersaglio. Che però, insomma, con un team del genere non è male, perché magari Rorimmon ti tiene fermo davanti a un Pokémon che suca davanti a Garganacle, che suca davanti a Arcanine, e intanto l'avversario comincia a metterti dot, e a prendere tempo, a ucciderti magari un Pokémon importante che era counter di cose rimaste in the back. Quindi, insomma, Jolock secondo me è una bella tech. E tra l'altro non dovrebbe avere neanche basso base power, 80 se non mi ricordo male. No, è buona, non è bassa. Buona, sì.
Rory Mungarganakol, peraltro, altra curiosità, se l'è portata a Orlando proprio Kevin Salvetto, un nostro italiano che è andato a fare il regionale laggiù e che ha fatto Top Cat, quindi proprio con un team molto simile a questo. Pensa a te. Se non proprio questo. Questo. Andiamo avanti e confermo, ci guardiamo questo. Un team del giocatore Poker Play, VGC, che ha toppato a un torneo recentissimo di qualche giorno fa di Showdown. Quindi chiaramente non rilevante da un punto di vista di Championship Points, però comunque sono quei tornei ai quali partecipano i giocatori che si allenano per i tornei grossi, quindi secondo me rilevante, a parte l'abisso su Garganacol, che però non è una play così pazza, perché Garganacol turbowalla alcuni Pokémon e quindi potrebbe essere in quella condizione di provare l'abisso perché tanto non ha nulla da perdere. Abbiamo di nuovo il Volt Switch su Iron Hands, quindi l'Invertivolt per andare via. Abbiamo la Terra Bug su Iron Hands, che gli permette comunque di tenere la mossa Terra, benché non mi spiego perché ci sia la Bug. Cioè, cosa altro gli permette di fare che non gli faccia fare già l'erba, ma perdendo Redirection e Spora, secondo te? Cosa, aspetta, te... sto refreshando perché mi è andato in botta Twitch e non no, sto no, questo team nulla. Non è meme, ragazzi. Questo team ha vinto un torneo. Allora, però, cioè, vi assicuro che c'è una resistenza a terra. Cioè, guardate, c'è Leaf Storm su Among Us. Vi assicuro che questo... Sì, no, Leaf Storm su Among Us ci sta. Ci sta. Dici? Anche l'Abisso non è... No, sì, anche l'Abisso non è una... Non è una merdola, perché comunque, ragazzi, Garganacol sta lì tanti turni con recover e torneo meme. Fissur, no, no, raga, Fissur su Garganacol è come dargli follow me. Hai ragione, perché non puoi ignorarlo. Perché io, se vedo a lista aperta che il mio avversario ha Fissur Garganacol, mi sa che se non primo turno glielo doppio itto, perché lo devo levare dalle balle, perché certo, perché è un rischio troppo pazzita, grosso, perché... Ha ragione Pando, comunque ha ragione, non... questo... vai scusa, dimmi no, no, è no. Che la bug, la Terra Bug di Iron Hands serve per non prendersi in faccia le mosse ghiaccio di sì, Pinguino Merde, per andare a non diventare, ha ragione, è per è non vero. Andare a diventare deboli, è per beccarsi una resistenza a terra senza incorrere nella debolezza ice. Corretto. Io sì. Però ti dico la verità, ti dici metteresti comunque erba. Sì, perché alla fine, ora poi magari lui testando ha visto che il pinguino gli rompe il culo e allora dice io effettivamente c'ho Garganacol, piglio idropompa, Among Us piglio freeze dry, Arcanine piglio va bene, però allora figlio mio puoi non andare a terra cristallizzare Iron Hands, ecco, cioè quindi boh, non lo so, a me non è che convinca troppo, anche perché la terra bug secondo me è l'unica terra che o te la giochi per fini offensivi, perché va bene, allora so Volcarona è quella che c'ha più debole, no, sì, bravo, cioè diventi debole comunque a volante come se tu fossi terra erba, però non hai tutte, sei comunque debole a terra, alla fire, diventi addirittura debole a roccia, prendi, cioè, però ora, 0.5 po'... da lotta anziché per uno, quindi sì, rendi grandi zanne totalmente bene. Inutile. Va bene, sì sì, no, se benché il problema è grandi zanne anche la roccia e ti potrebbe fare due per con una roccia, però hai Flutter Mane, Iron Bundle, un Intimidate ed Among Us, no chiaro, è chiaro. Un fake out, forse non voglio essere cattivo, ma più che Terra Bug bisogna imparare a giocare, ecco, capito, quindi ho capito cosa intendi dire, però sì sì, nel dici senso, piuttosto fischi, che arrivare alla Terra Bug, però, ragazzi, occhio, non è meme. Sì, capito, cioè ti tagli il pisello con fargo della moglie, sì, secondo sì, me sì, sì. Fissur, ragazzi, occhio, perché cioè Fissur è brutta perché Garganacol sta tanti turni in campo, capito, non la te fa lo dicevo mai prima. Il primo turno intanto mette il salino, prende una botta, poi fa il recover, poi comincia a tirare Fissur in quei turni che te switchi, tanto altrimenti cosa, ragazzi, dovrebbe farti un'altra volta Salt Cure? Cioè a no, quel in quella punto ti zona fa lì c'è White Guard, capito? Appunto. Se...
Lui, se facciamo che te testi un team, sì. C'hai Garganacol, non pigi mai Whiteguard. E dici, vabbè, ci metto Abisso. Dici, che cazzo ci metto? E ci metto Abisso. Aveva finito le Terra quindi... Shard. Non essere, aveva 50 Dresio. Terra Shard d'erba. Prossimo team. No, comunque no, Terra Bug non mi piace. Allora, questo team è un team che ha fatto recentemente prima posizione. Prima posizione in Battle Spot, quindi in realtà è un best of one stuff, ma mi ha sorpreso per la presenza di Rabska, che peraltro non monta neanche la mossa che ti resuscita, perché in realtà qui ha Struggle Bug, che ti tira giù l'attacco speciale, e Trick Room. Abbiamo Indeedee, questo è proprio un full Trick Room, Indeedee, Arma Rouge, Torkoal, Brute Bonnet, Iron Hands e Rabska. A me questo team non è piaciuto particolarmente una volta visto, però gli va dato atto che comunque si è riuscito a arrivare in alto con della roba che non è proprio allora, così picky. Cioè, a parte Rabska. Secondo me Rabska, cioè io Rabska lo metterei nell'indifferenziata, ti dico la verità. Cioè? Sai cosa, Francesco? Questa stagione, non... cioè nel senso che... Non lo useresti. È spazzatura. No. Questa stagione... cioè il paradosso, sì. Che per l'appunto parliamo di serie 2 conforme Paradox, bellina anche questa cosa. Il paradosso è che la best of one del competitivo di Scarlatto e Violetto è 10 volte più randomica della best of one di Spada e Scudo. Quindi dice più un team che ha sfruttato il fatto che erano i primi giorni piuttosto che sì. Un team che effettivamente motivo ha... per il sì. Ma non necessariamente legate ai primi giorni, cioè proprio, come dire, secondo me le prime posizioni in battle spot per andare a cercare vogliono la call, dire poco. Per vedere un po' la cosa, vogliono dire veramente poco, perché a lista chiusa, in best of one, il famoso cubo di Rubik, no? Questa espressione che mi avete certo. Sentito pomposamente usare tante volte durante i nostri streaming, invece che avere le facce a 9, qui ce l'ha 16. Cioè, non è capito? Perché cambiare anche il tipo senza saperlo è un'ulteriore cosa. Certo. Che proprio crea veramente. Motivo sì. Per il quale a lista aperta, best metagame degli ultimi 10 anni. A lista chiusa, a lista chiusa e in best of one può arrivare Rabska in prima posizione. Rabska, capito? Tu te lo immagini. Siccome io l'ho trovato un team con Rabska, Powmot e Dondoso Tatsugiri. Te lo immagini presente che era il doppio revival, la doppia preghierina, bravissimo, no. Te lo no, immagini presente me no. A Melbourne poi io... no. Oh. Allora io voglio insomma rischiarmela un po', io ti dico di no, poi chiaro magari, e io lo spero perché sono le cose che mi piacciono, sono il sale che voglio vedere, magari l'unico stronzo che ha portato Screamtail ti vince il regionale da 785 persone. Certamente, però Dio, aspetta. Si chiama Wolfie Glitch. Ok, però secondo me Screamtail è un po' meno esotico di Rabska, Powmot che resuscitano Dondozo, eh. Senti, noi diciamo che è meno esotico perché adesso ha vinto un regionale, ma ti posso garantire che fino a prima di Orlando Screamtail non lo giocava nessuno. Infatti su 785 cristiani 785 lo ha portato soltanto un signore che si chiama Wolfie Glitch. Ok, capito? Quindi sì. Io non ti dico che Rabska, poi magari Rabska fa bene, addirittura vince Melbourne nel team, pazzo un culo, però al momento ricordo ai meno dei lavori che Rabska, mamma mia, e Powmot hanno una mossa esclusiva che si chiama Preghiera Vitale, che resuscita al 50% di vita un morto, e quindi in un Dondozo team ti permette di fare Dondozo Tatsugiri più volte, e quindi insomma essere abbastanza un incubo, perché tendenzialmente tu usi la tua arma contro Dondozo una volta, poi magari la perdi, non ce l'hai più, non hai più il Clear Smog, non hai più il Laser, e quindi Dondozo una volta che è resuscitato ti rompe sì. I coglioni. Perché però solitamente per battere Dondozo bisogna committare un po'. Sì, però è un po' una extreme però... boostata, capisci? C'è una di quelle robe che deve andare esattamente nel modo giusto, che ti vede fare sempre le stesse cose, no, non me esatto. La immagino andare bene in best of ma 3. Senza contare che si gioca in 4, se mi porti Powmot e Rabska, gli sì. Altri due sono Dondozo e Tatsugiri e sono quei 4. Sì, infatti. Quindi... ma lui punta a fare Dondozo e Tatsugiri 2 volte, infatti. Però, insomma...
No, però io ecco, Rapska, sì, fatto bene a farlo vedere perché comunque è arrivato primo in Battlespot, però ecco, quest'anno io sono convinto che aprendo Twitter vedremo tante robe che sono arrivate primo in Battlespot che non hanno né capo né coda e che magari non passano il turno 3 di un torneo, ecco. Questo invece è un team che ha fatto 5-3 all'ultimissimo Road to Melbourne di Victory Road, che è un torneo al quale hanno partecipato un sacco di giocatori competitivi che volevano o prepararsi Melbourne o direttamente, insomma, testare un po' questa Series 2, magari proprio perché non vanno a Melbourne, ma vogliono tenersi comunque in allenamento e scoprire come il meta si sta evolvendo. Qui la fotografia è abbastanza palese. Sono Pokémon buoni, delle prime 10-12 posizioni. E oggetto ha il Great Tusk, scusami, non Great vedo. Great Tusk ha il Clear Amulet, che è lo stesso che sto usando anche io. All'amuleto, sì. Il ciondolo chiaro che non ti fa droppare. Sì, e non solo, vedi, con la Terra Fire, quindi copre anche il Will-O-Wisp eventuale, il fuoco fatuo degli Arcanine. È un team che insomma raccoglie tutti quanti i migliori Pokémon di questo meta. Vi ricordo che quello più basso è Sylveon, che è 18esimo, tutti gli altri sono praticamente in top 10. Iron Hands con la Terra Volante, che rende addirittura quindi nulla la mossa Terra su di lui, ma al solito al prezzo di rendere Amoongus capace di redirezionarlo e soprattutto addormentarlo. Con Assault Vest classica, Arcanine Terra Erba, quindi è lui il signore che non si prende le spore, con Protezione, Snarl, Flare Blitz e Will-O-Wisp e la Citrus, Iron Bando, la Sash di questo team, Idropompa, Liofilizzazione, Vento Gelato e Protezione, quindi classicissimo, Sylveon altrettanto classico, con la Terra Acqua e il Terra Blast per colpire magari proprio gli Arcanine, con poi protezione, Hyper Voice o magari anche i Great Tusk, ma in realtà i Great Tusk vengono colpiti tranquillamente da Hyper Voice e mandati a casa per via del loro basso quantitativo di difesa speciale, però parlo di Great Tusk perché i Great Tusk a loro volta usano avere la Terra Cristallizzazione Fuoco, quindi magari anche dopo aver fatto la Terra il mio stesso è Fuoco, Silvio un po' comunque minacciare. Sì, anche se sono tanto terra talvolta perché girano ora parecchio Sash, okay, per fare insomma l'headlong rush dei miracoli. Il Sylveon Terra Water ci può stare, Terra sì. Fire ancora ci può stare, anche se c'è meno Goldeng, ok. Occhio, perché magari, chissà, nei prossimi giorni, nelle prossime notti, a Melbourne potrebbe venire fuori Sylveon Terra Terra. Terra Terra per Arcanine? Arcanine. Okay. Per Arcanine, per Iron Hands, per Goldengo, insomma. Beh, ma Iron Hands non ti basta Hyper Voice? Alle volte uno se Terra cristallizza sia per Arcanine ce l'hai anche per Iron Hands. Sì, sì, sì. La Terra Blast comunque picchia più forte dell'Hyper Voice, che è Spread Moves. Quindi. E poi abbiamo il Vortighiaccio di nuovo. Terra. Ok, io ho visto Terra, Fluttermane, ma lo vediamo dopo. Poi c'è Great Tusk, appunto, con Ice Spinner, Vortighiaccio per togliere il campo, e Goldengo, classicissimo lui, Goldengo direttamente dalla serie 1, con Protezione, Make It Rain, Palla Ombra e Gemmo Forza. Andiamo avanti, questo è un team che vi ho portato semplicemente per dirvi che è possibile giocare la nuova Hail, non mi aspetto di trovarla in grandi posizioni di rilievo, ma questo è uno dei meglio piazzati Snow Team che ho trovato. Ciò nonostante non lo consiglierei ai deboli di cuore, perché io ho provato a giocare Snow all'inizio di questa serie 2 ed è difficilissimo e comunque giochi con un grandissimo handicap. È difficile. Qui abbiamo. È difficile, però io come te nutro speranze, ecco, perché secondo me qualcosina potrebbe magari venire fuori, in quanto hai adesso un giocattolino da poter giocare sotto Snow, che è Iron Bundle. Che è Iron Bundle, no, ma infatti io ho giocato proprio a Boma Iron Bundle, che è un po' una lead. Però secondo me ha grande senso con Aurora Veil. E infatti c'è. Cioè, no, non ci può essere. Ah, dico su Bundle. Ah, no, io dicevo Boma Snow. Perché a V.
No, no, io dicevo Boba Marley. Qui lui cosa ha voluto fare? Lui vuole sfruttare la Snow per aumentare la difesa Iron Bundle, che non è peraltro già male nativamente, e poi con Assault Vest andargli anche a coprire quella che è il tallone da killer di Iron Bundle, la difesa speciale. Certo. Però forse la maniera più, non lo so, la declinazione migliore è quella di Iron Bundle, capsula, molto veloce, c'è la Snow, piazza Aurora Veil. E poi faccio cose, boh, non lo so. Però comunque sì, sono d'accordo con te, non è molto funzionale, sono d'accordo. Allora, con te. Qui però chiaramente c'è anche lì un Annihilate dentro, c'è Annihilate dentro perché vuole sfruttare l'Aurora Veil, quindi sta lì, fa bulk up, prende botte, non muore, il pugno furibondo diventa più potente. Abbiamo Arma Rouge in DD che secondo me sono lì anche per condizionare, come si è detto prima, cioè per far vedere che ci sono e magari poi invece entrare a Boma Iron Bundle e fare tutt'altro game plan. Rory Moon è un po' il collante, perché comunque ti dà la Tailwind, ti dà la Throat Chop, ti ferma con il golino i Sylveon e con Acrobatics, una volta che si è consumato la capsula, fa male. Un team che però, ecco, non mi aspetto di... Sì, io vedo, di... vedo una... No, sono d'accordo con te, una cosa che io proprio non... Su certe cose io lo sai, sono un amante della fantasia, delle cose strane, insomma, penso di averlo dimostrato anche a Liverpool. Calmind non ti ma piace, su determinati... No, no, okay. Quello è la cosa meno, guarda, ti dico, non mi piace Terra Poison su Annihilate, che secondo me è proprio da codice penale. Cioè la Terra Fire è sempre, sempre, sempre la cosa migliore, anche perché io non vedo, ma deduco sia Defiant, vedo una D sì, all'inizio Annihilate. Bene, allora se sei Defiant che mi vuoi essere anti-Arcanine, a maggior ragione in un team dove mi giochi a Bomas, no? Iron Bundle, e dove c'hai Indeedee e Armor Rouge, e dove Rory Moon se prende Nindimidate, almeno Annihilate, me lo vuoi fare Terra Fire, che così l'Intimidate lo fotte, ma non ti può fare Willow Wisp, perché se no hai sei sesti che sono deboli da Arcanine più magari Terra. Non hai, ecco, tutti i torti. Questa è una cosa che non... Sì, è vero. Cioè, poi avrà avuto motivi, non voglio salire in cattedra, chi builda i team ha sempre ragione perché magari avranno testato, però poi veleno, perché per reggere Moonblast, vabbè, sì, lo fai Terra Fire, la reggi e lo la stesso. Reggi lo stesso, sei comunque debole a terra, ha senso, anzi così dici così contro Indeedee Armor Rouge, peraltro sei anche fottuto, perché debole sei e debole rimani. Quindi no, non ci siamo. Penultimo team è un team meme davvero stavolta, ma è un team, e ve lo mostro semplicemente per curiosità storica, è un team che Wolfie Glick ha portato nei primissimi giorni di meta, di Series 2, alla prima posizione mondiale di Battle Spot, prendendolo come numero di Pokémon e tipo di Pokémon, poi non nelle mosse, in Wonder Trade. Quindi è come se avesse fatto una Dumb Battle, ma ci avesse fatto prima posizione in Battle Spot. Sì, Wolfie ce l'ha questa cosa. Lui fa Battle Spot le prime 3-4 ore, quindi diciamo che ha il vizietto del content. Però glielo concediamo, perché poi quando è forte va anche davvero. Serio, io lui lo rispetto perché fa le memate, ok? Che se fosse uno che fa solo memate ci starebbe anche un po' sulle balle, no? Sì, sì, e invece fa le memate, ma A se lo può permettere perché è Wolfie Glick che ha vinto il gioco mondiale, B però poi va ai tornei e sculaccia tutti, capito? Quindi lo concediamo. Come giusto, mai secondo giusto. Te ha Stored Power? Ah, per la Weakness Policy ha Stored Power, ok. Sì. Stavo guardando delle cose assurde. Senti, Sableye, visto che lo abbiamo qua, tu l'hai usato, vero? Sì. Che ne pensi? Io l'ho portato ai mondiali, ma in Sableye io lo stavo per portare a... Io stavo per portare Sableye Screener a Liverpool. Ecco. Perché devi sapere che gli hanno dato gli screen che non aveva in Spada e Scudo. Quindi fa un po' il Grimmsnarl. Se li avessi avuti... L'ho trovato, esatto, contro in Battle Spot. Se li avessi spot, avuti, sì, magari... Avresti... Non gli avrei dato Willow Wisp. E avresti... evitato di perdere da Cugna. No, vabbè, chi lo sa, no.
sarebbe pezzo d'altro. Però ecco, no, gli hanno dato gli screen e che secondo me lo rendono uno screener paradossalmente migliore di Grimmsnarl, poiché uno non prende fake out, due nella Series 1, che ora questo è un elemento meno ricorrente, c'era Goldengo e quindi non era debole a Make It Train, però in questa Series 2 c'ha il vizietto di essere Ghost, che oltre che non fargli prendere fake out potrebbe far sì che lui se ne possa andare davanti Gothitelle, e mi sembra di aver capito che Gothitelle ce ne sia diversi, giusto? Quindi no, potrebbe con non essere spintone male. Magari poi, anche che va a un po' rivedere il turno da un punto di vista di velocità, e Franci gira veramente anche non è un po' come un comune, ok, però quando lo vedi c'ha sia Encore che Disable, doppio screen Encore e Disable, mamma mia che palle, è un bel dito nel culo, sì. Perché cioè, ti disabla una mossa, poi ti ci forza a farla, oppure hai fatto Protect e ti fa Encore, insomma. Attenzione a Scizor. Non è piacevole. Attenzione a Scizor, che qui c'è in un team meme, ma prima lo abbiamo visto in trentesima posizione, che comunque è una posizione da tenere di conto, perché in 33esima c'è Gothitelle, per capirci, o comunque, anzi no, 37esima. Quindi secondo me anche Scizor, un Pokémon che grazie alla terra cristallizzazione perde il suo problema più grande, la 4 per raffuoco. È un Pokémon da attenzionare, potrebbe essere interessante. Andiamo avanti, ultimo potrebbe team. Potrebbe essere interessante. Ultimo anche Staraptor, vabbè, qui un po' meme, però anche Staraptor... Sì, sì, con Intimidate, veloce, Final con Gambit. Questo invece è un team di un'altra persona che si è piazzata super bene al torneo Road to Melbourne, che è Paddy in VGC, quindi è anche un giocatore non strano, è un giocatore italiano. Che porta Paddin, esatto. Sì, sì, che lui è uno che ha sempre fatto team strani, me ne ha passati diversi, sai, in passato per Stranger Teams, è un ottimo builder. Eh sì, e Manoferre, Aluna Ruggente, Arcanine, Saccoferro, Amungus e Crinialato. Qui vediamo il Tuono Pugno, per esempio, che non sempre viene preferito a Wild Charge, per dire. Breccia, Bruciapelo, Invertivolt, quindi non c'è la zuffa, non c'è il droppone di Manoferrea, che lo si vuole mantenere invece come grande tank, come grande spugna di mazzate. Luna Ruggente, che ha il golino, il colpo infernale, con la capsula energetica e il vento in coda. Arcanine con l'urlo rabbia, ma attenzione, perché è qui che ho preso il cazzo in mano, guarda un po', Sacco Ferreo, ripeti, e Chilling Water. Allora, un Pokémon più veloce di questo formato, 136, però. Con ripeti, chiaramente, quindi è come se fosse prioritario in determinate situazioni. Bravo. Con doccia fredda e liofilizzazione, con bacca cedro e magari anche una spread difensivamente un Ghost, pelino più valida, la Terra è Ghost. Un anti-dondozzo anche, già. Può essere. Sì. Perché il dondozzo chiaramente non ti può far Protect, non ti può far sub, perché sennò tu lo incori e l'hai già battuto. Quindi è un set di dondozzo bulky questo, con doccia fredda, che chiaramente è fatta per non voler missare idropompa, certo. E andare ad enfatizzare questo suo ruolo di support. È un meno uno in attacco. Si gioca anche con Terra Water, con doccia fredda, sì, per aumentare il danno, però sì, perché insomma, ricordiamolo a chi non lo sapesse, 50? Le mosse che hanno sotto 60 sotto il 60 sì, di sì, sì. Base Powder, quando si va a terra cristallizzare raggiungono il 60 e poi lì si calcola la terra, quindi insomma lui è a 50, sembra una stronzata, ma cambia. 60 per 2 è già diverso, a 50 per 2 cambia tanti, è un 20% in meno, è un idropompa non... Cioè, qua non dietro pompa no, ma è uno scold. È una pompa non stab. Sì, è bravo. Sì, sì, è uno bravo, sì, è uno scold stab secco. Sì. E quindi... Però qui lui sicuramente lo può giocare Ghost, perché non può prendere fake out. Questo è un team molto compatto, molto good stuff. C'è questo crinialato particolare, poiché molti giocano come check Arcanine. Infatti, molto, secondo me, di questo sono abbastanza sicuro, che a Melbourne vincerà un team che ha qualcosa di particolare anche per gestire Arcanine su determinati Pokémon che Arcanine dovrebbe counterare.
Sì, ok, mi torna come discorso perché per me, come ti ho detto, sarà il torneo di Arcanine e quindi vincerà chi riuscirà a counterare Arcanine con qualcuno che teoricamente viene tenuto per le palle da Arcanine, così che tu non hai soluzioni. Non hai soluzioni perché Arcanine doveva perché gestire quel threat, non lo fa e quindi perdi. Allora, la cosa più, secondo me, in questi meta, più valida è andare a ricercare la debolezza nella forza di un Pokémon. Mi spiego meglio, ora non voglio filosofeggiare anche perché l'ora è tarda, però determinati Pokémon come Arcanine o come Incineroar, che sono dei coltellini svizzeri e che quindi sono in grado di poter fare tante cose contemporaneamente, agli occhi di giocatori esperti, ma non espertissimi, tendono nel loro ragionamento, nel loro ripasso dei vari check alle varie cose che devono andare a fronteggiare in sì. termini di core o di cose, a dire per questo c'ho Arcanine, per quest'altro c'ho Pippo, per quest'altro c'ho Arcanine, per quest'altro... Quindi se alla fine poi l'Arcanine deve fare troppe cose... È ottimo perché in senso teorico le fa. Sì, e però poi uno è. È il motivo per il quale utilizza. Però poi alla fine uno è. Quindi se io devo giocarmi Arcanine per intimidirti Luna Ruggente e sulla carta ti dovrei anche andare a ceccare Crini Alato, ma tu me lo fai terra a terra, Life Orb e me lo scoppi, io ho un problema. Certo. Ho un problema che però non posso risolvere se non cambiando il team che è prebito. Quindi... Secondo me chi va a mettere le manine nella marmellata contro Arcanine potrebbe, secondo me, fare un buon team e aver lavoro. Buonasera Pietro Xernias, mi sto allenando per non dormire di notte. Il distor servizio su Amungus è per addormentare i Torkoal? Probabilmente sì. Che ne pensi? Anche se... Però c'è la Terracqua. Anche se... No, a meno uno dovrebbe essere più lento. Ora sta... È 20 contro 30 che fa le bizze. Dovrebbe essere 20. Ragazzi, la memoria è una brutta bestia. È meno 1, vero, di stasera? Io stasera... No, è meno 1, meno 1. Fortunatamente, no, se fosse meno 2 sarebbe veramente voglio dire, una giungla, perché lo metteresti addosso a roba che è veloce. Che dicono in chat che è più lento. Con distor servizio. Sì, è più lento. Io c'avevo un dubbio, però niente, non mi va internet oggi. Comunque tu mi senti, no? Perché io vedo un po' laggare ogni tanto la live. Ogni tanto la ghicchi, ma ragazzi, non a casa mi vedono bene. Non so come mai ho un po' una connessione demme. Quindi sì, Amungus con il distor servizio potrebbe addormentare e gestire Torkoal. Il resto del set è praticamente standard. Crini Alato, eccolo qua, ve l'ho raccontato per tutta la live, l'ho visto proprio in questo team, ha il terascoppio ground e la terra ground per rompere il cazzo agli Arcanine altrui. Confermo. Credo che abbia la kill su Arcanine, Life Orb, terra ground, sì. Terascoppio. Penso anch'io. Cioè, a meno che non penso sia AV, ma non è AV. Il brutto è che poi chiaramente vai a diventare debole alle liofilizzazioni o a idropompa di sacco ferro. Quindi, hai ragione, ma la coperta è corta e secondo me non essere wallati da Arcanine, no? Sì, però non essere wallati da Arcanine con Crini Alato secondo me è ottimo. Certo è che rinuncia non solo tanto a quello, non ha Dazzling Gleam. Puoi fare anche un po' tutte e due se vuoi. Senza secondo me dover incorrere nella terra cristallizzazione, perché Crini Alato impara anche Power Gem, quindi volendo gli puoi andare a dar Power Gem, non hai la stab, ma magari con un cippino, un Helping Hand, senza però non terra, ti giochi la meccanica. Sì, quindi ci potrebbe stare, oppure te lo vai a giocare Power Gem con terra roccia. Boh, cazzata, sto vaneggiando. Terra Water, però, dice Xella, sì, perché terra, così non stai... però male. No, Terra Water non ti risolve, c'è Freeze Dry. Terra Water sei comunque sotto Freeze secondo Dry. Secondo me la Terra Roccia è la migliore delle peggiori, perché comunque non sei debole all'iofilizzazione e anzi... idropompa, sei debole solo idropompa. No, e anzi sei super efficace. Devi su fare idropompa e poi missare. E sei comunque super efficace su sacco ferro.
anche su Sacco Ferri. Se sei super efficace su Draco Ferri, anche se il Sacco Ferri, vabbè, tanto con, sì, con qualsiasi cosa speciale lo tocchi, lui esplode il sacco, lui è tutta la merda. Tutta la Lapponia, sì, sì, esatto. Come sei, Francesco? Io volevo abbiamo essere detto fine sacco la Lapponia. Ecco. Abbiamo detto sacco merda. Vabbè, hai ragione. Farò una fatica questi giorni a non incorrere nel sacco merdeo, ragazzi. E quindi no, però vabbè, è una picca esotica e come tale, sai, la terra offensivamente è sempre ottima, no? Sì, sì, assolutamente. E raga, i team sono finiti, li abbiamo visti tutti. Vogliamo farci una partita? Ti va? Ci facciamo una partita e chiudiamo? Vai. Ci facciamo una partita a questo punto, ora che abbiamo ripassato tutto quanto il meta. Abbiamo visto i migliori giocatori, abbiamo visto i migliori team, abbiamo visto i migliori Pokémon. Quindi direi che ci siamo. Ah, Pardo, un commento su una cosa che ho detto che credo che ti troverà d'accordo, però si sa mai. Concordi nel dire che l'internazionale dell'Oceania sulla carta è il più semplice? Visto che i giocatori australiani non sono forti come gli europei o come i nordamericani? Ma senti, dire che il campionato di calcio turco sia meno valido di un campionato di calcio inglese, spagnolo, tedesco o italiano non è dispregiativo, è una mera analisi dei fatti, cioè è normale. Quindi ti trovi d'accordo? Ok, no, perché io ho detto mi trovo d'accordo. Ci ricordavano che Boschetto ha vinto nel 18, Marco Fiero ha vinto nel 20. In generale, anche se non abbiamo tanti italiani che vanno in gara, è comunque un torneo nel quale un giocatore come un italiano che vive e cresce nella fucina europea si trova ad essere il leone che va a caccia. Sì. Paradossalmente sono d'accordo con qualche commento in chat, l'ATAM è più difficile, assolutamente. Lo dicevamo prima. L'ATAM ti trovi meno persone, ma ci sono più giocatori bravi. Il Gabriel Agati, assolutamente. Quindi sì, sì, sì. Detto questo, non ci sono più le squadre materasso. Anche a Liverpool io non ho avuto la percezione di avere un matchup facile, un turno primo, facile. Non esiste, quindi... Insomma, si è molto worldwideizzato il giocare competitivo. Cioè, sono lontani i tempi di Billa che va al nazionale in Sudafrica e lo vince a mani basse. Successo anche questo nel 2015. Sì? Non sapevo. sì, Billa nel 2015 istituirono per la prima volta il nazionale in Sudafrica, lui andò e lo vinse. E si prese il paid trip per Boston. Lo ricordo siamo scesi, ragazzi, però... non giocando. 2002 adesso, imperdonabile. No, si fa cagare. No, ora si diventa fortissimi. 29 in realtà. Quindi giocato meno di quanto pensassi. Quello che gioca? È il mio, quello che sto giocando adesso, quindi te lo faccio vedere. Indeedy, Luna Ruggente, Grandi Zanne, Crinialato, Torkoal, Armarouge. Con il vento in coda, con l'helping hand su Torkoal, con spesso e volentieri il lasciare a casa in Didier Marujo, salvo che non ci siano tanti buio nel team avversario e quindi sia abbastanza autopilot. Allora vediamo un po', abbiamo trovato il millesimo. Allora, per esempio, qua io non porterei in Didier Marujo. E consiglio, io ancora non vedo la team preview. Okay. Se tu riuscissi a condividermela su Discord, ok, te la condivido perché ho veramente troppo. Allora, di... c'è Brut Bonnet, ok? C'è Brut Bonnet, ora lo vedo, però insomma, che può sucare il. Oh mio Dio, aspetta, adesso vedo solo me stesso. Ok, fantastico. No, però ti ho condiviso la cosa sbagliata. Aspetta, Vabbè, ora non ti voglio far perdere. No, ce l'ho fatta. Vai, posto. Allora, io porterei. Davvero Luna Ruggente, Crinialato, Torkoal, Grandi Zanne. Tu che ne dici? Non porterei in Didier Marujo perché c'è Brut Bonnet che altrimenti... Anche se Brut Bonnet ha lo sbigo attacco che non parte. Mi vuoi lodare? Mi vuoi Luna Ruggente, Crinevacuo. Sì, e Crinialato. Sì, occhio a Willow Wisp di Talonflame. Però sì. Però c'è il taunt, capito, di Talonflame, altrimenti se metto i Trick Rumors... No, per carità. Vai.
Poi io non ho giocato questa comp, non so. Ok, ok. Taunt mi fa taunt, capito? Io metto la trick room, ma poi c'ho il corpo morto di Ndidi. Vai, vai, vai. Vediamo. Poi se puoi, Fra, condividimi, perché mai condiviso il rental. What the fork? Vedo il rental, quello di Pudding ancora, sai? Aspetta un attimo. Sto qui, non me muovo. Ora tu lo vedi? Pardon mort. Lo vedi? Vediamo un po'. Ora sì, grazie. Ok, fantastico. Allora, io qui partirei abbastanza sereno di Tailwind. E... non... E qui cosa rischiamo da Dragonite? Farei Terra però, sì. Terra qua per non morire, sì, dimmi. No, stavo pensando, cosa rischiamo da Dragonite noi? Vortighiaccio ci può fare malino. Io andrei doppio su Dragonite, tipo di acrobazia più... Non faresti la Tailwind? Più sbrilluccichio. Però con Terra. No, io lo segherei. Però comunque con Terra. Sì, sì, Terra. E Magibrillio. Dazzling Gleam. Sì, sì. Perché secondo me il Tusk potrebbe proteggere. A me piace partire sempre di Tail, però ok. Ha senso. Oh, poi magari ti ho fatto fare una giocata sbagliata, però... noi abbiamo boost in attacco, vero? Sì, corretto, corretto. Qui arriva la terra normale di Dragonite, come danno, a vederla, non preoccuparti. Il danno lo sente, il Dazzling Gleam per togliergli un eventuale multiscale. Eccola qua. Qui potrebbe arrivare l'Extreme Speed su Salamence, sull'Urgente. Non arriva. Io non so perché sto laggando, raga, mi dispiace. Non ha protetto comunque. Lui è Sash. Sì, ma Dragonite potrebbe morire. Secondo me rimane al 10%. Ma siamo terra. Invece c'hai ragione te, come sempre. Arriva la zuffella, ovviamente sulla volante, come preventivato. Ottimo. E ora cosa arriva? Vortighiaccio anche? No, ma non ha senso. Sì, ma anche se lui perso, qui questo è win-win. Adesso facciamo Dazzling Tailwind. La doppia kill di Dazzling. Infatti facciamo Dazzling Tailwind. No, però aspetta, c'è l'Extreme Speed. Non lo teniamo. Sì. Facciamo Protect però. Non perdiamolo. Secondo me Protect Dazzling, Dazzling. Io non vedo dove si rischi. Sì, concordo con Fammi vedere però il suo team. Scusami. Vabbè, fattato qui è Protect Dazzling sempre. Però va bene. Lui farà Protect su grandi zanne? Anche perché... No. Anche perché Dragonite è multiscale, quindi molto probabilmente non ha Protect, perché lui confida di Edgy, ragazzi, a multiscale, lo abbiamo visto. Se fa Protect con grandi zanne, per noi è il Valhalla, perché è un Pokémon che rimane lì e che non serve a niente. E che comunque sta sotto. Quindi una slot occupata al nostro avversario. Sì, sì, se non ha qualcuno che sta sopra Luna Ruggente, dopo facciamo comunque la Tailwind. No. Vedi, te così... gli hai subito devastato il Terra, certo. E la Tailwind la puoi mettere dopo. Sì, ha ragione. Sì, alla fine qui la Tailwind mi avrebbe anche cambiato poco, perché comunque lui mi stava sopra con Extreme. Ok, il sacco di merda mi sta sopra, ma posso fare Tailwind. Oddio, però. Allora. Lui può fare Icy Wind. No, però non ha la kill. Non ha la kill. Calma, noi che abbiamo dietro? Noi però dietro poi abbiamo ti porta Torkoal. Sotto. Chi abbiamo dietro? Torkoal e grandi zanne. Qui avere la Tailwind invece sarebbe stato buono. Però vabbè, col segno chiaro, però ci sarebbe stato ancora Dragonite a fare Extreme Speed. Io farei Tailwind Protect qui, sperando di regge qualunque cosa faccia. Cazzo pazzo. Perché no? Giampiero? Sì, va bene, vai. Va bene, così magari dopo. Perché lui. Almeno dopo Crinialato sta sopra. Sì, Crinialato. Comunque, anche qua dietro, Ndidi Armor Rouge, te ora l'avevi vinta. Cioè, sì, è vero, hai ragione. La sua contromossa Ndidi Armor Rouge era Dragonite con Ice Spinner. Te gliel'avevi segato, ora ti facevi prendere doppia kill, Ndidi Armor Rouge, fake out. Follow me, trick room. Ovviamente è arrivata qua la zuffa. Vabbè, ma ha senso, perché giustamente tu saresti morto di Icy Wind. Certo. Allora, adesso abbiamo Torkoal, metterei Torkoal. Mettiamo il sole. Icy Wind cosa mi fa? Però
Però Headlong Rush ti trita. Hai ragione anche te. Io metterei mettiamo lo zanno? The Zan. Anche perché lo zanno da qua, che natura sei su Grandi Zan? Dimmi che sei allegra. Sono allegro. Dimmi che no, sei però veloce. Non sono. No, perdonami, sono Adamant, sono Minspeed. Sorry. Mm. No, vabbè. Senti, zuffalo male e... Non possiamo zuccarlo e tentare la sorte? Per toglierci di me. Io se lo zuffi dico che muore, no. Il sacco. Ah, dici che il sacco di botte muore anche di zuffa? Ma è debole. È Ice. Ma lui ha già atterrato, che stupido che sono, mo sto rincoglionito. Lui ha già atterrato, quindi niente. Sì, lui ha già atterrato, butta dentro Torkoal. Così almeno è pure boostato. Butta dentro Torkoal. Sto completamente rincoglionito, ma certo, lui ha atterrato con Dragonite. No, non ti preoccupare, è l'ora. Ma al di là di quello, perché Fluttermane secondo me è ancora valido, anche a un PS, dato l'un PS che ha il suo Great Task, se tiriamo giù quello che gli sta sopra. Vediamo. Purtroppo parte la paleo attivazione anche a lui, ma vabbè, che ci possiamo fare. Arriva l'Icy Wind. Io ti ho detto se sei allegra, perché madonna che cazzo di danni che fa l'arnese. No, perché se in virtù del Clear Amulet tu fossi stato veloce e niente, qui ciao. Scontro scrotale. Qui secondo me alla fine la Tailwind ci avrebbe dato ragione. Allora, fra sì. Però allora, abbiamo interpretato bene a metà le cose, okay. Nel senso, io ti ho fatto fare delle giocate, secondo me, corrette, se dietro avessimo avuto Indeedee Armor Rouge. È vero. Poi non ce li avevamo, quindi effettivamente poi alla forse Tailwind era... Però se tu avessi messo Tailwind, sarebbe stato lui a tenerti per le palle, sempre in virtù dell'assenza di Indeedee Armor Rouge di Extreme Speed. Quindi spero poi alla fine ti faceva Pasqua di domenica, Spero che impazzisca e faccia cose. Ma qui fa Headlong Rush, ovviamente. No, qui ti fa Headlong Rush e Torkoal noi gli vogliamo bene, ma non la regge. GG, inoltre, dai. Però non possiamo finire così. Inoltre... No, noi si va avanti perché non si vince. Dai. E, inoltre, abbiamo trovato anche il Delibird con la capsula. Sì. Poteva essere bene, poteva sì, essere perché se fossimo sesh, stati paleo attivati, gli saremmo stati buttevamo sopra. Buttevamo Torkoal, eravamo noi più veloci. Certo, quindi certo. Ecco perché ti dico che in best of one a lista chiusa questo metagame può essere fero e può essere... Capito? Andiamo. Però in Indeedee Armor Rouge fai un ulteriore scatto, non ci rinunciare, perché bene o male sono una cosa straforte. Ragionala un po' come se fossero Dondozzo. Lidda con qualcosa che gli rompe le palle. Infatti lui era partito con Ice Spin, certo. E la lead l'avevamo presa. Noi abbiamo perso turno 3 in poi. Se avessimo avuto Indeedee Armor Rouge lui non la fermava, perché la carta che aveva lidato, se la toglie prende danni, perché nello switchare prende danni. No, è vero, mi torna. Può essere ferro, può essere sacco. Allora, qui non portiamo Indeedee Armor Rouge. Sì, è proprio suicidal. No, qui... Qui andiamo, c'è Arcanine? No. Io la lead la farei come prima. Cazzo, questo è difficile. Sì. Però la lead la farei esattamente... In realtà porterei gli stessi di prima. Porterei gli stessi di prima, perché... Almeno mettiamo Tailwind e stiamo sopra il sacco di merda. Io qui ho una paura fottuta di Grimmsnarl, che ti mette gli schermi e con Annihilate. Questo ti cala Bull Cap. Sono cazzi acidi. No, ragazzi, paleoattivazione di Fluttermane parte su Speed, non su attacco. Non abbiamo molte alternative, fra. Bisogna riportare 4 di prima. Infatti, sono d'accordo con te. Posto. Però è brutta. Dai, invece questa si vince. Perché Torkoal è un pesce fuori d'acqua. Sì. Sì, male si scula. Sì, questa si vince, ti preoccupare. Sì. Si scula. Pi. Te, vedi, torna Grimmsnarl. Ok.
Me la autorizzi una Tailwind qui? Me la autorizzi? Per stare tranquilli vediamo dopo. Vediamo cosa si aumenta lui. È velocità. Allora, il fatto è che se metti Tailwind lui mette due screen, se invece glielo seghi ne mette certo. uno, e quindi poi con l'una ruggente o con quell'altro fai bene. Ho capito, cioè te faresti adesso Dazzlo into Acrobatics Terra su Grimmsnarl, Grimmsnarl muore, è buona. Capito. Però lui potrebbe mettere la Tail proprio per questo. Ma poi potremmo incorrere nello stesso problema di prima. Ora riguardiamo un attimo il suo team. Cosa si c'è sacco però, di merda. C'è un baricentro basso. C'è sacco di merda. Capito. E allora mettiamola sta cazzo di Tailwind, frate. Sì, il fatto è che poi la mette anche lui e il turno dopo e rifà. Cioè. La metterà? Gli facciamo Dazzling comunque in ogni caso. Dazzling. Cioè, capito? Lui ora faccio per dire Light Screen, ok? Certo. Regge bene. Non mette te, vede che la metti te, dopo fa reflect e la mette lui, eh. Teragost, attenzione. Teragost, ma perché? Per prendere dopo palla ombra e morire. Arriva lo Snarl, va bene. Ma perché? Ma non si vergogna, no? E più che altro ha fatto Spirit Break lui, lo sai? Può essere su ecco, tipo Salamence. Qui. Sì, tipo qui se noi avessimo fatto Acrobatics sarebbe morto Grimm. Sì. Eccolo qua. Questa fa anche male. Madonna che botta. Non ho 55. Va bene. Allora, cosa abbiamo? Direi grandi zanne e stiamo freschi. È sotto Tailwind. Sì, purtroppo grandi zanne, però lui la farà reflect e ti regge tutto. L'alternativa Vai. È mette Torkoal, ma che ci fa Torkoal qui sotto? Prende botte. No, ma infatti fra a me non mi piace molto questa comp, perché se non porti Nidhi Armor Rouge devi portare Torkoal che non te ne fa di niente. Allora, intanto facciamo l'acrobazia pazza su sì. Franco. No, in realtà. Ma io qui tirerei giù Franco. E cioè Salamence, dici? Sì, Franco. Ma muore di Acrobatics. Non ha tanta difesissima, no? No, mette Reflect. Non mette Reflect. E allora devo fare doppio lì. Sì, zuccalo. Lo zucco? No, frontaleggialo. No, è che mi droppo, capito? Ti droppi, zuccalo. Lo zucco, dai, la hitto. Ma sì. Sì, è Grimmsnarl Rayforb, amici. Lui, qui rimane poco sopra il rosso, addirittura. Sì, hai ragione. Attenzione al vasto impatto, ma c'ho il ciondolo. Dopo però togliamo l'una ruggente e mettiamo dentro Torkoal. Ci tocca. Cioè qui lo devi togliere alle balle perché se lui mette Tailwind poi sei min speed ma sei 107 sì. No? Sì, con le zanne, cioè lo superi il sacco del merdola. Sì, il sacco del merdola credo dovrei superarlo. Non mi ricordo la spread, l'ho fatta tipo 10 giorni fa, ma dovrei superarlo. No. Che competitivamente parlando è tipo un'era geologica fa. Eccolo il sacco di merda. Zuccalo, signor tenente. Sì, ma con dentro Torcollone. Sì, perché dobbiamo pareggiare. Con dentro il Torcollega. Quasi il. Lo zucco o lo zuffo? E lo zucco. Basta su tutto. No, lo zucco. Lo zuffo. Dipende lo un po'. Lo zuffo. A parte, no, fermo. Lui ha già alterato. Cristallizzato. Sì, no? Sì, lo zuffo. Fermo, ma zuccato è più forte. Sì, però non è stab. Ma lui è Sesh. Con lo scombalo. Con lo scombo. Perché cazzo sto facendo? Ok. Non capivo che cazzo stessi facendo. Rincoglionito completamente. Ok. Io non la vedo bene questa, ti dico. No, questa si vince, fidati. Però non mi ricordo se superiamo Franco. Cioè. Grazie Mitos no, del Rai. No, Franco lo superiamo, dai. Vediamo, lo superiamo, non mi ricordo la spread. Superiamo.
Sì. Ok, l'attacco che sbiga, che non entra. Sì, va. Ma va a cagare. Sì, sì, lo superiamo. Cagare, è che lui è Sash, capito? Certo. E ora siamo droppi. Però poi entriamo con Lunage. Sì, però se lui fa Protect finisce Tailwind e poi sta sopra e non è più. Attenzione, liofilizzo, la vuole perdere. Vabbè, bella. Mamma mia. Grande, la voleva perdere. Senti, lanciafiamma. Lanciafiamma Grimmsno. Anzi no, perché? No, 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 infatti, lanciafiamma. Lanciafiamma a destra e attacca Grimmsnarl con però grandi aspetta, zanne. Però tanto allora lui protegge tutta la vita. Dici che protegge, Franco? Sì, sì. Se perché... non protegge, per noi bene, muore di lanciafiamme. Oh. Te fai close combat su Grimmsnarl, le lanciafiamme a destra. Sì, sì, ha ragione. Se prendi doppia kill. Tanto lui protegge perché c'è l'ultimo turno di Sì, sì, così almeno poi e intanto gli sopra. Fai fuori anche l'altro. Dopodiché si prega che non entri uno che sta bene a fagiuolo. L'ha ritirato. Meglio, nel senso. Non ha protect allora. Comunque prende, Franco. Bene, va. Guarda bellino. Franco prende, Ora sì, però sì. Rientra con cazzo sborreo sta sopra. Però Volcarona non ti dovrebbe killare Thor col cazzo. No, direi di no. E noi facciamo lancio fiamme prende su un bel cazzo botto, sborreo. Sì. E noi qui sì. Allora, senti, che ne dici di togliere elefante adesso? Errore. Perché? Errore. Togliere elefante. Togliere elefante se lui ti doppia Torkoal vuol dire perdere. Perché hai dopo ti shotta Caio e Sempronio. Qui, allora, se lui ha switchato Sacco Ferri è perché non ha Protect. Certo, quindi doveva toglierlo. O perché ha fatto una giocata di merda. No, non ce l'ha. O perché non ha Protect. Tristo. Quindi, vai di lanciafiamme su Volcarone. Su. No, su Sacco Merda. Sacco no. Merda. Su sacco merda. Sacco merda, sì, e sì, con sì. Lui rimani e attacco io l'altro. Direi attacca ancora. Attacca l'altro. È per forza. No, attacca sacco merda. Perché? Vabbè, fai quello che ti pare. Perché dovrei doppiare quella slot? È indifferente. Okay. Perché abbiamo detto che non ha protect. Però fai quello che vuoi. In realtà ho anche miscliccato, però tanto vabbè, muoio qui. Ok, eleganza. Però tanto eleganza. Bene, ora entri di Roaring. Sì, in realtà aveva senso fare Eruption, perché tanto un HP l'avrei tolto. Sì, aveva senso fare Eruption perché un HP glielo togli. Sì, sì, ma fra me e te adesso la fiera della lucidità proprio. Sì, vabbè, cazzo, sono 3 ore e 30 di streaming. Però è vinta lo stesso, in teoria. Perché? Ora fai Eruption. E adesso faccio Eruption, esatto. Oddio, no, fermo. Se tira fuori onda calda. Odio le seghe mentali questo gioco. Ma perché gli fai pulifumo, scusami? Il sole c'è ancora? Togli il pulifumo. Gli tolgo il boost, c'hai ragione. E qui faccio Acrobatics. Sì. Potete fare Protect? Infatti, ce l'hai, scusami. Protect. Sì. Protect pulifumo, che ne pensi? Vai. Dai. Non avevo visto che avevi Protect. Sì. Da vedere, lui la fa vampata su Torkoal. E critta e vince. Non avevo visto che avevi Protect. Vedi, ha onda calda, Franci. Allora, sotto sole a più uno, in realtà Torkoal potrebbe non reggere. Ok. Vabbè, però ha retto, adesso ma non è... giusto, adesso siamo più... Sì. Adesso siamo più veloci e vinta. Adesso ce lo puppa il sushi. Arrivederci e grazie. Però sì, bella giocata, Pulifumo. Post GG. Non avevo visto che avevi Protect, capito? No, infatti te l'ho detto io, Protect. Senti, ma un'ultima. Però sarebbe stato comunque ottimo. Un'ultima. Tirare la corda. Un'ultima. Sì, però l'ultima la giochi con un team diverso. Un team diverso? No, è fa schifo con un team diverso. Sto giocando questo. Ma ci sono io. Non ti preoccupare. Tanta paura, va bene. Sono un autorevole elemento... Va bene, dai, giocalo con questo. Fa fatica a prendere un altro team. Vai. Cerchiamo di perdere in tutte le maniere da sacco. Da merda. Sacco di merda. Dai, siamo tornati dove prima.
Ti metto anche musica casuale. Io voglio Cassiopea. Ok, allora ti metto la Cassiopea. La No, Dio, Bimbi Pimp. No. Vabbè, super campione. Oh, siamo contro Sean, eh? Siamo contro Sean, 900esimo. Cazzo, Hard Trick Room Sean. Con Rabska. non si può perdere la rotola merda, eh. Che si fa? Si risponde anche noi con Armarugi in DD e giochiamo 900 IQ? Che ne pensi? No. O iniziamo Luna Ruggia? Noi ci sa White Card? Sì, ha voglia. Su Armarugi. È per quello che te lo dicevo. Allora, Armarugi lo porti, però lo metti dietro. Ok. E allora facciamo Luna Ruggia e di nuovo Crine. Poi Armarugi. Oppure l'ID. Oppure l'ID di. Armarugi va portato perché c'ha Torkoal. Sì, è su questo. Io ti diarrei. Luna Ruggente Armarugi. ID. Non mi dispiace. Con dietro in DD. Perché se lui fa una lead sbagliata, appunto. E il Torkollega. E il Torkollega. Torkollega contro di lui, secondo me, non è. Però te c'hai clear smog. O il Torkollega o il grandi palle a questo punto. No, Torkollega, grandi palle te lo secca anche il bidello. E allora Torkollega. Io ero indeciso col Crine, ti dico la verità. Vuoi il Crine? Perché in realtà nel late secondo me sì, vai okay, nel vai. Late game Crine. Allora a questo punto non si mette proprio la Trick Room. O meglio, si mette ma no, tanto poi finisce. No, non bisogna metterlo. Dici che con Indidi poi non si mette quando si entra un Didi? Ci domandano se Saido ha schierato la formazione del Fanta no, PTC. Non l'ho no, fatto. Non penso neanche lo sappia. No, lo sapevo. Lo sai che abbiamo fatto al Fanta PTC? Sì, sì, lo so, c'è anche l'anello ragazzo, regalo. Cazzo, lo fare, sarebbe meraviglioso. Cazzo, è informatissimo. Vabbè. Ok, lui ha cominciato. Vedi, lui fa Indidi Armarugiolo e noi si fa Expandino Troccioppino. Sì. Noi Gaza? Sì, si espande la forza. E si scioppa. Si expand force. Espandiamo la forza. Expand force. Espandiamo la forza. Senti ciccio. Espandiamo forza. Però senza Terra Crystal alcuna. Senza Terra Crystal noi mantenere tipo buio drago adesso. Dove vai? Cosa stai facendo? Tanto fa follow devi me. Fare su Indidi. Tanto fa follow me. No, un ragionà così. Vabbè. No. Piccalo. Ancora un anno protect. Vai. Vai, espandi la forza adesso. Espando la forza? Senza Terra Crystal. Va bene, senza tutto, la Terra Crystal. Ha fatto la esatto, bodyguard. Ti stavo dicendo prima, se te la senti si fa perazza cannone. Perché lui fa bodyguard. Però noi abbiamo boost in attacco. E quindi lui ci espande la minchia. Vedi, questa lead qui sfrutti la sua... voglia di Trick Room. Ha espanso tutta la forza. È incredibile. Siamo fortissimi. Siamo fortissimi. Senti, se... Le mani ragazzi, sborrate chat, non possono voi... sborrare perché c'è il campo psichico. Benissimo, Francesco. Perfetto. Senti. Calmiamoci tutti. Dimmi tutto. Chiaro, se tu fai expanding force, lo devasti. Però lui fa wide guard. Però se fa wide guard prende colpo muove. Infernale. Io ti dirò. Colpo infernale io, energia io basta. Di nuovo come prima. Sì, che sì. Ce ne sbatte. Sì, sì. Non vedo. A meno che lui ora non esca Stomping Tantrum. Lo Stomping Tantrico. Del cielo. Stavo ragionando, ragazzi. Secondo voi a che ora ci parte a Francesco e a me? La cosa da Melbourne. Pazzo. Game 1. Sì, a che ora ci parte? A che ora ci parte? Attenzione, la Terra Crystal Candelabrio. Attenzione, la guardia del corpo. Lui. Vabbè, piglia le salacche anche lì. Questa è la White Guard Pardini e la guardia larga. Eccola qui. La guardia larga non funziona. La guardia larga. Che in spagnolo vuol dire la guardia lunga. Attenzione, benissimo. L'energia tantissimo vasta. E lui va, attenzione, di combattimento ravvicinato. No, di pugno che assorbe. Non importa perché dietro abbiamo il Crine alato. Lui dietro avrà Torkoal. Abbiamo anche Indidi, in verità, che può godere.
Potrebbe avere Torkoal. Sì, secondo me ha Torkoal, visto come è venuto all'inizio. Io Indido? Io Indi direi, farei sono qui expanding, sì. Dopodiché rifarei. Dice che resisteremo mezz'ora. C'è il Torkoal e allora Shift Sharp, facciamo altruismo. No. Sì. Facciamo altruismo. Torkoal di merda. Facciamo altruismo. No, altruismo no. Come no? Oddio. Facciamo altruismo Terra Crystal Psico, amico non mio. Non fermarmi. Sì, non fermarmi. Io l'ho fatto. E allora Shift Sharp. Se Terra Crystal Psico, allora. E allora Shift Sharp Torkoal di merda. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile. Io ne farei un'altra, guarda. Timing perfetto. Ok. E allora si è sentito lo Junior? Certo, sì. Che si è sentito. Ah, ok, no, era guarda come batte le mani. Aspetta, senti, lo sai che il tuo Arma Rouge fa lo stesso verso che fa un kilowattre là adesso? Fammi sentire. Vai, spacca energia, spacca tutto. Oh, arrivederci, guarda, grazie. Come sono sborrate le mani. Arrivederci. No, Pardo, secondo me dobbiamo farne un'altra. Queste cose no. Dobbiamo farne un'altra parte. Va bene, ho capito. Devo prendere il mucino? Io domani c'ho la PTC. Ardo, tocca fare il cambio giorno notte. Domani c'è la PTC. Non importa. Capito. Quindi. No, vabbè. Andiamo. Comunque, come puoi vedere, Arma Juge. Cazzo, bellissima sta lead. Mai fatta. Bravo. Mi hai sbloccato un altro chakra. Non l'avrei mai fatta sta lead. Cioè, praticamente contro. Sto passando troppo potere. Sapere, in contro Indi di Arma Rouge, quella è la lead. Ma dipende. Allora, se sono Indi di Arma Rouge in un contesto dove hanno anche velocità, potrebbe non essere ottimale. Ma in un Indi di Arma Rouge full trick room, mi apre il culo, come hai visto. Perché loro o fanno wild guard. Allora, io qui farei Luna Ruggente Grandi Zanne. Che ne dici? Lui probabilmente ha un po' frainteso poter giocare Paradox. Luna Ruggente Grandi Zanne, che ne dici? Sì. Sì, però ti dico, io non voglio stare sotto Arcanine. Che ne dici? Luna Ruggente Grandi Zanne. L'alternativa è Indi di Arma Rouge, perché qui male non ci sta, Però c'è Brute Bonnet, lo Snarl, te lo prendi. E non ho la weakness, non la pulizia dei deboli. Senti, io ti autorizzo a fare questa cosa, ma dietro mi metti in Didi Arma Rouge. Va bene, proviamo anche sta cosa, via, non la faccio mai io. Io ti avrei fatto Crine Vacuo Torkoal, ma va bene. Ah vabbè, è un modo diverso di giocare. Tu, con una lead aggressiva così, puoi anche andarmi a battere con cognizione di causa forte la slot che magari ti dà noia in Didi Arma Rouge, con l'idea anche di dire io faccio anche solo una kill, ne prendo due ma poi sweppo di Didi Arma Rouge, certo. Anche perché sei terapsico, capito? Quindi sì. Pani non in Brute Bonnet non era Snarl, Claudio, Arcanine. No, Arcanine. Poi se ho detto Brute Bonnet no, ti riferivi a Arcanine. Ho detto, ok. Tipo, allora, qui un doppio hit sul fungo. Sì. Però facciamo la terra. Magari fa prote, facciamo la terra. Non, sì, però terra tutta la vita, però prendi play rough. Esatto, terra fuoco, Grandi Zanne. E scusami, terra volante, Luna Ruggente. Sì. Perché sennò prendo la 4 per. E facciamo l'acrobazia. Poi io, magari lui fa protect trick room, Cioè. Oddio, non lo so col team che ho. Con dietro Torkoal possibilmente. È un 6000. Siamo in battle, Poseidonia. Ha ragione anche te. Poseidonia, siamo in battle. Senti, la zucca? Scontro frontale. Vogliamo subito dropparci? No, scontro frontale. Brute Bonnet, scontro frontale. Vai, ma sereno. Come scontro frontale? Ma perché non zuffa? Vai, ti fidi, Maremma, cignala ladra. Tanto se rimane così, muore. Se rimane erba, muore. Se cambia tipologia, terra volante sono la cosa migliore. Va bene. Secondo me fa Protect Trick Room.
Madonna, mi sento male, cioè sarebbe autoloss. Ok. Da torco all'intendo. Inoltre, se lui muore, lo sconto frontale va su Jugulis lì. No, Jugulis è quell'altro, va su Screamtail. Ha ragione. E quindi non ci va il close combat. Non pensavo morisse. Grido di lotta, ma che fa questo? Cosa stai facendo, amico? Questa è strategia sbagliata. Screamtail. Ma veramente cosa stava facendo? Poteva essere Terra Veleno, infatti. Ah, crit, per quello ok, era no. Se... usiamo Zucca. Se... allora, sì, Bonnet grosso, comunque. Moriva uguale? C'ha il boosting energy. È vero anche quello. Poi oh, magari è impish, però insomma. Facciamo Tailwind. La Tailwind, esatto. Facciamo Tailwind di qua e Protect, che ne dici? Perché dobbiamo perdere grandi zanne? È di Reia. Anche se un po' di tenerezza lui mi fa, potremmo fargli fare un altro grido di lotta. Ma lo farà? Stiamo facendo Tailwind Protect. C'era grande grido di lotta. Fa grido di lotta, fa... Arr! Ha scambiato, si è sbagliato. Pensava che la Perish Song fosse un grido di lotta. Ha visto male il video di Glick. Ho imparato come si fa su questo canale. Aspetta, ho imparato. Okay. Lo sai lui cosa fa? No. Mentre fa grido di lotta? No. Si caca addosso. Bravissimo, fratello mio. La caca addosso è la morte numero uno nel mondo. Da vedere, Specs Moonblast. Su Roaring Moon e Godo. No. E Godo. Abbiamo Protect. Arriva il brillo magico. Sbrillucci che... E poi grida di nuovo. Male, però... No, grida però di... lo reggiamo. Grida di nuovo lui. Stai attento. Guarda cosa fa. Ok, no, non è decisamente Specs e ti dirò, non è neanche Psato. Bene. Grida di nuovo, secondo me. No, la zanna della psicologia, ma non riesce comunque a uccidere. Sì, ma non ti fa niente. Cioè, dai, su, metti fine a questa pagliacciata. Senti, ma allora se esce, facciamo doppio su Fluttermane, che ne dici? Che cazzo, no, cazzo fa Screamtail? Non incorrere in una Protect. In che senso incorrere? Vabbè, doppialo, vai, il bastardo. Doppia Flutter coso. Cioè, sarebbe la cosa più sensata da fare, ma non penso la faccia. Cioè, non lo so, è 6.000, ma cosa stiamo ragionando, dai. Attenzione. Fluttermane, la sescia. E poi, guarda, il frontal scontro. Incredibilio. Ok. Non lo vedo messo bene il Fra. No. Sin dal principio. Ora si caca addosso. Sono droppato 90 volte e ancora non muoio. Sì, hai soltanto un 131 in difesa, ecco che insomma. Gasperin. Ma sai cosa? Io andrei doppio su Dragonite. Sulla urlante. No, di là devi andare doppio. Di perché? Là. Perché? Ma ti fai stream speed e muori e tu e non colpisce. Killi. Quindi intanto killa Screamtail. Ho capito. E intanto ammazzi uno, no? E poi va c'è due bene. Contro uno. Bene. Mamma mia, ragazzi. Ha protetto, hai visto? Insegnargli tutto. Sì, va bene. Allora, lui ha tirato fuori. Ha protetto a tutti e due. E come puoi dire? Shisha Ron. Vabbè, è finita. Dragon è di merda. Possiamo fare doppia Protect noi a sto giro? No. Cortesemente, lei vadi ancora doppio sulla palla di pelo di merda. Ma 6.000, ragazzi, è basso, ma non è così basso. No, Fra, dai. Va bene, è basso. Non siamo ha provato doppia Protect. No, è veramente basso. Vedi? Cioè, lui questa giocata la fa al turno prima, invece l'aveva fatta ora. Non mi chiedere perché. E ora metti in Didi. No. E fai Trick Room. Ecco. Eh sì. Sì. Fai Trick Room.
ha senso. Ma io pensavo di non avere Indy di Arma Rouge, ero convinto di avere il solito coso e volevo fare doppia protec. Vedi, ecco, magari te entravi con Torkoal, perdevi la partita, capito? No, entravo con Flutterman. Sì, va bene, no, ma Indy di Arma Rouge vanno bene. Indy. No, Claudio, che ci siano molti 6.000 e magari sono lì perché hanno sfiga, io non lo metto in dubbio. Diciamo che non è il caso di questo signore, dai. Allora, vogliamo bene a tutti, ma... Shift Sharon. Ma cosa fai, brother? Beh, stolla la trick room. No, perché gliela mettiamo ora. Sì, intendo dire che adesso non mi ha ucciso, non mi fa entrare subito con Arma Rouge. Ma in realtà io non lo voglio dire, ma probabilmente Grandi Zanno lo attacca prima in virtù di Trick Room, perché finisce Tailwind. Facciamo... sono qui? Sono qui, sì, fagli capire che posso sei... Posso fare zuccata? Devi fare zuccata. Grazie. Amico mio, è un dovere. È un dovere civico. No, ho missato. No, ma sei veramente scarso, sei. Porti ghiaccio, ma tolti il campo. Eccoci. Adesso eccoci, protegge. Eccoci. Adesso attenzione. Protegge. Adesso protegge. Possiamo mettere Arma Rouge? Vabbè, butta Arma Rouge su Indeedy. Su Indeedy, sì, ha ragione. No, su Indeedy. Sì. E ora ti fa... Brr. Zuccalo. Ora si perde. Se si perde questa, io mi spoglio. Mi levo la camicia e faccio vedere il cappezzo. Zuccata lì sul canale di non doveva missare. Visto che ha protetto, l'abbiamo predittato. Basta, madonna di Dio. Adesso fa la doppia, ne fa un'altra. Mamma mia. Abbiamo già atterrato, vero? Sì. Vabbè, allora, devo fare per forza la pasta. Zuccata. E spero che qualcosa faccia male. Se te la senti di ittarla, eh. Se vuoi, se non vuoi ittare, non importa, eh. Vorrei ittare. Lui è multiroba. È morto. Ovvia, grazie. Direi di sì. Ah, un'altra. Siamo in win streak. No, ora te ne va al culo. No, basta. Devi andare basta. A nanna? Va bene, io faccio l'ultima. Devo andare però. A nanna. Buonanotte, Palt. È stato bellissimo. È stato veramente stupendo averti qui con noi. È stata una grande anticipazione di quello che ci aspetterà. Tutta la notte. E poi sto meta è bello, sì. Cazzo, purtroppo, peccato, c'è Zia Pina che tifa e non c'è lo stadio, sì. Se no farebbe, secondo me, ancora più presa. Ha ragione. È quello che dobbiamo cercare di far capire ai nostri telespettatori, che è meglio avere Zia Pina, ma un buon metagame, che avere lo stadio e il bottone rosso. Siamo 1300esimi, ragazzi, eh? Vabbè. Mamma mia, ragazzi, coaching gratis, potentissimi, ragazzi. Vabbò, buonanotte, no, Pardo. A parte, io vai, sei cotto. Sto stiracchiando la coperta, ma è una giornata, sono giornate, cioè, fra un po' ti racconterò. Insomma, mi aspettano decisamente delle giornate interessanti, dei godimenti. Melbourne è il meno, va bene. E poi la settimana dopo c'ho Bochum, capito? Non ho Marimma. Team, capisci? Si builda lì, no, una dash l'ho. Allora poi me ne parli. Non riesce Lotti e ti gaserà. Oh. Signori, grazie mille della compagnia. Ciao, e... ciao. Dai, mettemelo bonus, ragazzi, a far competitivo. Vai. Ciao, ragazzi. Grazie, ci vediamo Pardo. Presto, direi. Ciao, bello. Allora, chiudiamo il chiamato qui e noi si fa un'ultima partita. Un'ultima. È importante, secondo me. Un ultimo meccino, eh? Un ultimo meccino per noi. Alex! No, Pardo! Pardo, siamo contro il decimo! Pardo! Allora. Non è full trick room, quindi non andiamo di Indy di Luna Rugge- Arma Rouge Luna Ruggente. Potremmo fare esattamente quello che si è fatto prima, cioè questo. Che ne dite?
No, non è grado 10, ragazzi, è decimo al mondo questo. Espandi la forza, prega. La forza tutta espansa. Ah, era grado 10? Ah, un era decimo? Ma come posso essere contro un Ultra Ball, scusate? Non posso giocare contro un Ultra Ball, ragazzi. Secondo me sono contro il decimo al mondo, non puoi. Non è il decimo al mondo, raga. E noi si è fatto bene a mettere il Grandi Zanni. Il problema è che il bundle ci rompe un po' i coglioni. Io farei vento in coda into Terra Fire Grandi Zanne scontro frontale. Che ne dite? Perché così mettiamo il vento in coda, tanto la mossa ghiaccio ci fa male anche se diventiamo volanti, Arcanine muore. Ma non prendiamo la ghiaccio su Grandi Zanne. Vediamo se va una predict con un volante, non so se ce l'aveva. Ok, c'ha Obama Snow che comunque prende una grande tega, eh. Però con la Snow regge. Cosa fa? Blizzard forse? Potrebbe fare anche Blizzard, eh. In ogni caso la dovremmo tenere con Salamence. E con Terrafire Grandi Zanne davanti a questi due stiamo messi abbastanza bene. Sì, fa la Blizzard. La teniamo, non frizzarti, ti prego. Ok, Tailwind messa. Lui c'ha l'Ice Shard, ricordatevelo, se non muore. E non muore, ovviamente. Ha crit, infatti, mi pareva strano, mi pareva troppo forte. Allora, adesso lui su Abomasnow ha la Ice Shard. Pertanto potremmo proteggere qui e uccidere Abomasnow. Perché tanto poi Iron Bundle sta sotto. Iron Bundle sta sotto. Non mi dropperei di nuovo però. Però Iron Bundle c'ha comunque idropompa. E se zuccata missa è un casino. Capite? Zuccata è la cosa più safe perché non prendo troppo recoil, lui mi fa un'idropompa, magari non mi ammazza. Però, boh. No, Bundle non muore, secondo me Sash. Facciamo zuffa, non rischiamo. E invece, mi ammazza anche a meno uno. Non ha fatto Ice Shard, forse non ce l'ha. È che non aveva Ice Shard, cazzo, per questo ha fatto sta roba. Ah, non era Sasha, aveva attivato la capsula, ragazzi, non l'ho visto, scusate. Va bene. Direi stanza dei trucchi. Ammazziamo a bomba stanza dei trucchi. Ammazzerei a bomba stanza dei trucchi, sinceramente. Tanto se non ha Ice Shard. Lo so che ho Tailwind, ma finisce. Lo so che ho Tailwind, ragazzi, ma finirà poi. Se non la metto ora, quando la metto? Sono qui, qui no, ragazzi.
E la metto adesso la tri. Sì, non aveva Ice Shard, ragazzi. Io ho fatto la giocata di prima pensando avesse Ice Shard. Non la aveva. Non mi frizzare, ti prego. Comunque anche con Tailwind sono più lento di Iron Bundle. Comunque l'ultimo turno dopo. Adesso Iron Hands è più veloce, ma non può mettere, non può fare fake out. Io ho già terato. Sì. Adesso possiamo fare, sono qui. Lui deve sperare nella Bora Freeze. Però non posso rischiarmi l'idropompa nel culo. Qui dobbiamo fare energia vastissima e sono qui. Lui terrerà Iron Hands. Ok. Buono il recoil. Ora però rimaniamo solamente con... Ah, non lo fa, quindi muore. GG. Non terra. Il no terra. Va bene. E ora finisce la Tailwind, pura Trick Room proprio. Chi c'è dietro però? Arcanile. Che ha Snarl però, attenti. Attenti. Devo fare altruismo. Devo prendere una hit grossa prima che mi faccia Snarl. Perché non muore, secondo me, con altruismo. Oddio. Oddio. È single target, no, mi ricredo. Secondo me muore. Very good. Ora vediamo se era il decimo al mondo o no. Se non ci fa salire di un posto, no. Però il fatto che non abbia terra cristallizzato depone a sfavore del decimo al mondo. Era rango 10. Avremmo fatto 40 miliardi di posizioni. Basta, devo andare a riposare. Ragazzi, buonanotte. È stato bello. Quanto stiamo di rating? 24-10, dai, non male. Basta. Amici, le buone notti e i sogni cazzi. Ci si becca Into the Burist domani con la Veteran Run. Ciao! Buonanotte, siete Poggy. Grazie a tutti i sub. Grazie mille. Un abbraccio grosso. Siete il meglio. Ciao belli.